Benvenuti a tutti all'interno di questo corso dedicato al CSS o al CSS, una vera e propria tappa fondamentale nel percorso di tutti coloro che vogliono e aspirano a diventare degli sviluppatori web, soprattutto per coloro che vorrebbero iniziare una carriera come front-end developer. Ma tagliamo subito all'introduzione e arriviamo subito a parlare di quelli che sono i requisiti necessari per seguire questo corso. Niente di più che avere una conoscenza di quelli che sono... I fondamenti di HTML per tutti coloro che non avessero appunto questa conoscenza o volessero ripassarlo, io vi lascerò qua sopra a gironzolata da qualche parte il link per andare a vedere il mio corso di HTML per poter poi tornare direttamente in questo punto. Tenete presente che questo corso inizia esattamente da dove termina quel corso lì, quindi sono fatti apposta per essere legati insieme. Per chi avesse già una conoscenza basilare dell'HTML non c'è nessun problema qualora non vedesse anche quel video, non ho detto niente di segreto che poi uno qua di spetto non sa. Gli argomenti che tratteremo copriranno tutti quelli che sono gli elementi fondamentali di questo linguaggio, quindi parleremo un po' di teoria generale, quindi che cos'è il CSS, come si imposta basilarmente un file CSS, come si collega la nostra Bella pagina HTML, poi passeremo a quelli che sono i selettori, ovvero gli elementi che ci permettono di decidere quali elementi manipolare e modificare e in che modo possiamo fare questo. Poi ci saranno le proprietà che saranno le singole proprietà sulle quali possiamo agire. Impareremo poi a modificare quello che è il testo, la formattazione, quindi la dimensione dei caratteri. L'altezza dell'interlinea, dell l'ampiezza e il distanziamento tra, tra, tra le singole lettere. Poi lavoreremo col colore, le diverse tipologie di, di colore: come utilizzarlo, come utilizzare l'opacità. Poi passeremo al layout, quindi inizieremo a organizzare e disegnare un pochino meglio la nostra pagina, per poi andare a due argomenti molto importanti che sono il flexbox e il grid, che sono due sistemi di layout. Molto interessanti e sicuramente i più comodi, funzionali e performanti che ci siano al momento. Per poi concludere con l'aspetto delle animazioni e delle transizioni, quindi muovere elementi sulla pagina e far sì che interagire con alcuni elementi porti l'utente a vedere che ci sono comunque dei cambiamenti sulla pagina in maniera molto, molto smooth. Il modo migliore per seguire questo corso è sicuramente quello di scaricare quelle che sono le risorse che, che vi consiglierò di, di scaricare o comunque di, di leggere durante questo corso, in modo che comunque possiate seguire passo passo quello che, che faccio io. Dopodiché, anche la propensione all'approfondimento degli argomenti che tratteremo: non soffermarsi solo ad accontentarsi di aver visto quel esempio in quella determinata situazione, ma andare a vedere altre situazioni sicuramente vi può. Uh, aiutare e semplificare, oppure aiutare a comprendere ancora meglio alcuni elementi. E cosa molto più importante, vi, vi prego di non guardare basta, ma anche di provare perché adesso poi vi ricorderete di questa cosa che, che vi dirò. Ma per quanto il CSS, il CSS, sia un linguaggio Estremamente semplice e di facilissima comprensione. però poi quando andrete avanti nella vostra carriera, anche imparando linguaggi o, o pattern di sviluppo molto più complessi, molto complessi, poi vi renderete conto che la cosa più complicata, anzi direi articolata da realizzare alla fine è sempre il, eh, il CSS. E quindi comprenderlo al meglio da subito è qualcosa di molto, molto importante. Per entrare un po' più nel dettaglio, che cos'è il CSS? Altro non è che l'acronimo per indicare il Cascading Style Sheet, ovvero un documento di. un foglio di stile che viene compilato dall'alto al basso. Per questo si definisce a cascata. Questa definizione è molto importante perché eh, la compilazione di questo file poi sarà un elemento chiave per. La gerarchia, ad esempio, di che cosa stilizza che cosa, poi questo lo approfondiremo nel dettaglio, però è un elemento molto importante da tenere presente nel momento in cui comunque scriviamo il nostro CSS. Non è una definizione lanciata lì, in questo caso la definizione è molto importante. Ma a che cosa serve nel pratico il CSS? Il CSS è sicuramente il linguaggio più utilizzato sia in ambito web che web app per stilizzare le nostre pagine web o comunque i nostri documenti web. Perché ci permette di modificare lo stile layout e l'organizzazione visiva e grafica della nostra pagina. Quindi, mentre l'HTML serve a definire l'ossatura, la struttura e la definizione dei singoli elementi sulla pagina, quindi dire al nostro amico browser che cosa è quella roba, che sia un articolo, un paragrafo, un header, un'intestazione, il CSS serve poi a far sì che quella roba. Non sia brutta, sia piacevole sia di facile navigazione che l'utente abbia delle interazioni particolari quando interagisce con alcuni elementi a livello visivo. E per un veloce esempio vi basterà guardare l'immagine che vi propongo qua sulla destra, e sono la stessa identica pagina a sinistra con del CSS, a destra privo di CSS. Sembrano due pagine completamente diverse ma in realtà sono esattamente la stessa cosa. Ma prima di passare a quello che è la teoria base e iniziare a lavorare con il CSS, la prima cosa che vorrei farvi vedere è quello che è il mio ambiente di, di, di sviluppo e con che cosa io andrò a sviluppare, perché è un qualcosa che è fondamentale e che vi permetterà comunque di seguirmi passo passo durante la realizzazione di questo progetto. La prima cosa è sicuramente Visual Studio Code, eh, non confondetelo con Visual Studio, purtroppo... Microsoft ha fatto di tutto per rendere questa cosa il più confusionale possibile, cercate Visual Studio Code. Dopodiché vi basterà andare a downloadare questo editor di testo, vi porterà in questa pagina. Aspettate un attimo, dopodiché partirà il vostro eh, download, installate il programma, dopodiché potete tranquillamente aprirlo e vi troverete di fronte a un'interfaccia di questo tipo. Questo sarà il vostro Visual Studio Code. Io ve lo consiglio perché. Eh, è veramente il mio editor preferito tra tutti quelli che, che ho provato. Una cosa molto importante, poi io vi lascerò un link per accedere alla mia stessa configurazione, quindi non preoccupatevi. però anche quando lo scaricherete dal nulla non dovrete configurare niente. Avrete una configurazione di default, praticamente vuota, ma che comunque sarà funzionante, avrà tutte le stesse funzioni che ha il, il mio. Un altro aspetto molto importante appena arriverete su Visual Studio Code, andate su questo simbolino che rappresenta le estensioni. E le più importanti per utilizzare un po' quello che sono le stesse cose che utilizzo io, sicuramente per questo corso sono AutoriName Tag, Bracket Pair Colorizer, sicuramente poi anche HTML CSS Support e HTML snippets. E in ultima, in ultima analisi, questa estensione soprattutto live server che vi permetterà di lanciare il vostro progetto su una pagina web che in automatico eh, si aggiornerà ogni qual volta voi salverete il file così non dovrete fare refresh ogni volta per vedere i cambiamenti che avete apportato alla vostra pagina. Visto che lavoreremo col CSS, praticamente ne faremo una valanga, quindi smette di, di farvi impazzire a fare il refresh. Io vi lascerò in descrizione questo link che vi porterà su questa pagina dove troverete tutto il codice che vi serve. Andando su questo menu a tendina, sulla voce di inizio, troverete il codice iniziale dal quale parte proprio il nostro corso. E quello che dovrete fare, altro non è che premere su code e fare download zip. Inizierà semplicemente un veloce download di quello che è il nostro codice. Dopodiché andrete sul vostro desktop, troverete la vostra incredibile cartella da anzippare. Lo anzipperete, estrae qui. Ovviamente, me l'estratto sull'altro monitor. E qua troverete quello che è il vostro codice iniziale con cui inizia il corso. Quello che dovrete fare poi è portare il vostro amico Visual Studio Code da queste parti, lanciarci proprio la cartella dentro e avrete accesso a tutto quello che è il concetto, avrete questi due file e noi lavoreremo su quello che è index.html. Avrete anche quelle immagini che io poi sono andato a utilizzare durante la parte teorica, perché questa parte fa riferimento puramente alla parte teorica. Magari mi vedrete utilizzare un file con un altro nome, ma perché ovviamente io questa configurazione ho potuto farla solo una volta terminato il corso, io lavorerò su un file che avrà un altro nome ma è esattamente lo stesso file, mentre su quella che è la voce di main troverete il codice che riguarda la parte della pratica, il codice finale che raggiungeremo al termine della parte di pratica, anche qua di nuovo facendo da uno zip otterrete quello che è lo zip per ottenere il codice finale lo scaricate semplicemente, anche lui lo tirate sul vostro bel desktop. Ovviamente avrà come nome main e questo avrà come nome inizio. Voi estraete questo codice, vi darà questa bella cartellina. E nel vostro Visual Studio Code, facciamo che apriamo una nuova finestra, quella vecchia. Tirandoci dentro questo file otterrete quello che è praticamente il codice finale che c'è nella parte pratica. Questo è molto utile perché io poi nella parte de del corso della parte teorica e della parte pratica, scusatemi, vado a modificare l'HTML, fare bordello, mettere classi, voi troverete già il file finale, rannando quello che è effettivamente eh, con la nostra estensione il nostro codice come detto otterrete quello che sarà il risultato finale del nostro corso la nostra parte pratica ok e vi basterà poi andare a commentare quello che è il nostro link di stile commentando e salvando come vedete otteniamo quello che era l'inizio del nostro html ecco voi potrete partire da qua per stilizzare e seguirmi durante la parte pratica Ok? Come ultima cosa, se voleste vedere passo passo di ogni lezione quali sono le modifiche che ho fatto ad ogni lezione, vi basterà andare su Main, andare sulla voce Commits, premere su questa voce e scorrendo verso il basso, andando su Holder, se necessario, potrete accedere proprio alle singole lezioni che io poi... Ho fatto è vedere le singole modifiche che ho fatto ad ogni lezione. Ok, andando qua, vedete la modifica che ho fatto, vi farà vedere cosa c'era prima e cosa c'è adesso, se è verde o aggiunto, se è rosso o tolto. Andate indietro, magari dite ok sulla lezione sui selettori avanzati. Voglio vedere che cosa hai fatto, le singole modifiche che hai fatto e Qui potrete accedere a tutte queste modifiche, vedere tutte le modifiche che effettivamente ho fatto. Questo magari può aiutarvi a seguire con più attenzione le singole lezioni. Io per ogni micro argomento ho cercato di fare uno di questi commit per permettervi, appunto, di seguire le lezioni passo passo. Ma passiamo ora al primo argomento del nostro corso, ovvero la teoria di base. Sarà, diciamo, un capitolo super fast perché. Abbiamo già parlato dell'ambiente di, di sviluppo, di scaricare tutte quelle che sono le risorse di cui abbiamo bisogno. La prima cosa che faremo sarà creare appunto un file CSS, collegare questo file CSS alla nostra pagina HTML e testare poi che questa pagina funzioni, che lo styling venga applicato. Ok, la prima cosa che faremo sarà proprio quella di creare il nostro file. Per fare questo... Semplicemente andiamo a posizionare di lato questa roba qua e la affianchiamo al nostro Visual Studio Code. Al momento rimpiccioliamo questa schermata perché eh, non abbiamo bisogno di avere una dimensione full, full schermo per vedere effettivamente cosa succede con il CSS, così da poter mettere anche un po' a posto questo file così esplosivo. E quello che abbiamo bisogno di fare in maniera molto semplice è di andare all'interno del nostro progetto, creare una cartella premendo su quest'icona e creare una cartella che possiamo chiamare Styles e all'interno della cartella Styles creiamo un file che chiameremo index.css a questo punto andiamo ad inserire subito del CSS non preoccupatevi se non capite cosa succeda ma è solo per vedere che cosa stia funzionando mettere un bel background color uno che si veda un botto un bel Rebecca Purple per vedere un po' che cosa Succeda. Salvando ovviamente non ci sarà nessuna modifica perché dobbiamo andare a collegare il nostro file HTML. E l'unica regola che abbiamo per collegare il nostro file è che il tag che andremo a creare, un tag di tipo link, va inserito all'interno del tag head, che è il luogo in cui si collegano tutti quei link che fanno parte di file esterni. Per collegare il nostro file ci basterà in maniera molto molto semplice mettere un tag di tipo link con l'attributo rel mettere style sheet e con href all'interno del quale dobbiamo indicare la posizione del nostro file quindi ci rendiamo conto che siamo in index.html dobbiamo essere nella stessa posizione e entrare nella cartella styles quindi .slash che vuol dire cercare nella cartella all'interno della quale si è Dopodiché avremo styles e poi index.css. Chiudiamo il nostro tag, salviamo e il nostro foglio dovrebbe diventare Rebecca Purple. Ed ecco che il nostro styling abbiamo la dimostrazione che stia funzionando. Al momento mettiamo unset perché questa cosa è inguardabile. E ritorniamo a questo tipo di condizione. Passiamo ora al secondo capitolo del nostro tutorial, che sarà un capitolo corposo e molto importante, ovvero quello dei selettori CSS oppure CSS Selectors. Ma che cos'è un selettore in poche parole? Un selettore è un metodo che abbiamo noi per indicare e selezionare quale elemento e in che modo andare a lavorare, manipolare, modificare le proprietà di quel determinato elemento HTML. Ma andiamo subito a vedere come possiamo fare questo. Esistono differenti tipologie di selettori e uno l'abbiamo già visto prima mentre testavamo il nostro file CSS, ovvero un selettore di tipo tag. Un selettore di tipo tag permette di individuare e modificare tutti quegli elementi che corrispondono a uno specifico tag HTML, quindi in quel caso era il body. Se ad esempio volessi andare a modificare tutti i paragrafi, quindi questi magari elementi qua, se io andassi ad apporre il tag P, quindi P, aprissi le parentesi graffe per indicare le proprietà che voglio andare a inserire e modificare nel mio paragrafo e semplicemente li passassi color e green per essere poco fantasiosi e andassi a salvare, ecco che tutti i paragrafi sono diventati verdi. Un secondo tipo di selettore è la classe, ma come funziona una classe? Una classe funziona in maniera molto molto semplice, ovvero basta andare sull'elemento che vogliamo modificare, quindi il nostro paragrafo, definire l'attributo class e all'interno delle... Delle virgolette, definire il nome della classe. Noi lo chiameremo Red Text. E avete già immaginato che cosa possa fare. Ovviamente posso chiamarla come voglio. Posso chiamarlo anche Luigi. Nessuno mi impedisce di chiamarlo Luigi funzionerà lo stesso. Saliamolo come Luigi momentaneamente. Poi gli daremo un nome più sensato. Dopodiché tornerò nel mio file. CSS, utilizzerò un punto. Questo è molto importante, perché il punto serve a identificare che stiamo cercando delle classi a cui corrisponde il valore di Luigi in questa maniera. Il punto serve solo nel file CSS o comunque per descrivere il CSS, non serve nella classe, ricordatevelo, nell'HTML non si utilizza il punto per individuare la classe. Nel CSS sì. Sarebbe dire che Luigi ha un colore rosso, non red magari. Rosso, come vedete, il nostro amico paragrafo diventerà esattamente rosso, magari adesso chiamiamolo red text, red text, ovviamente dal momento salverò la classe, non corrisponderà e lui tornerà verde perché qua la classe si chiama ancora Luigi ma appena gli passerò red text come vedete tornerà ad essere rosso. E in ultima analisi abbiamo un altro tipo di selettore molto molto comune, è quello del, dell'ID. L'ID si definisce con l'attributo ID e si passa all'interno nuovamente quello che è un ID. Il best blog caption, che lo chiamiamo in questa maniera, ce cioè lo andiamo a scopiazzare. Salviamo il nostro file HTML, andiamo nel CSS e utilizziamo il nostro cancelletto seguito dal nome dell'ID. Il cancelletto indica il CSS che sta cercando un ID a cui diremo che ha un colore strano, che può essere eh, questa roba qua. Andiamo a salvare e il nostro titolo prende esattamente questo colore qua. E voi vi starete chiedendo a questo punto qual è la differenza di utilizzare un ID e una classe. Innanzitutto va detto che l'ID deve essere unico, cioè ovviamente uno può mettere lo stesso ID in più posti, però per convenzione, visto che rappresenta un identificativo, deve essere unico all'interno dell'intero file. Mentre la classe può essere ripetuta, cioè se ad esempio andassi a mettere un attimo qua la classe... Di red text: anche questo diventa tranquillamente rosso. Posso utilizzarlo per avere comunque degli stili più, più comuni per diversi elementi della pagina. Questo è l'utilizzo generale che si fa di quella che è la classe. Ma il motivo principale e la differenza tra questi elementi è quella che viene definita la specificità, ovvero che è un modo tecnico è il, il termine tecnico per indicare la gerarchia alcuni selettori sono più forti e sono in grado di sovrascrivere alcuni elementi e questo è un concetto molto importante sicuramente il primo elemento di gerarchia è la posizione perché se io andassi qua sotto e definissi che p ha come color blu come vedete il colore del mio paragrafo sotto diventerà blu non sarà più green perché il file CSS viene compilato dall'alto verso il basso quindi quello che c'è sotto posso scrivere quello che c'è sopra ma come avrete già visto visto che comunque tutti i paragrafi dovrebbero essere o, o green o blu questo paragrafo invece è rosso e questo non dipende assolutamente dalla posizione se io tagliassi e incollassi la classe rossa qua vedete che non cambia niente questo non è in grado di sovrascrivere in nessun modo quello che è lo stile di redetex questo perché perché la classe ha una specificità ha una gerarchia maggiore rispetto al tag html e l'id a sua volta ha una specificità più alta rispetto a quello che è il colore blu adesso vado un attimo a riportare la situazione alla condizione precedente e mi commento questo colore blu che tanto e non ci serviva assolutamente a, a niente, e vado a crearmi quello che può essere un altro ID. Me lo creo prima qua, così dico che primo paragrafo semplicemente ha un color di tipo grey. Vado a Salvare. Ricordatevi di mettere sempre il punto che ricorda dopo ogni proprietà in CSS e poi me ne vado sul mio simpaticissimo uh, primo paragrafo e vado a dirgli che oltre a una classe ha anche un ID che si chiama primo paragrafo. Vado a salvare e come vedete diventa grigio perché l'ID riesce a sovrascrivere a sua volta quello che è il selettore della classe, ha una specificità più alta e più forte. Dopodiché abbiamo un altro quarto elemento che può andare a sovrascrivere lo style ed è il più forte di tutti, ovvero l'inline style, perché se io andassi a definire come, come style attribute uh, sul, direttamente sul mio paragrafo, posso passare direttamente proprietà di CSS. Eh, dire che color due punti è uguale a sedul brown. Andando a salvare, come vedrete, sovrascriverò ancora una volta quello che è il nostro, il nostro colore del paragrafo. Questo è molto importante perché permette di andare a sovrascrivere degli styling che magari non voglio che rimangano uguali tra un paragrafo e l'altro, quindi ho bisogno di utilizzare dei selettori in maniera intelligente in modo che io possa andare a modificare lo styling. Magari appunto eh, voglio che tutti i paragrafi siano rossi ma voglio che quel paragrafo specifico abbia quella caratteristica ok ho bisogno di sovrascriverla ovviamente io posso passare infinite classi a questo paragrafo posso anche che è bold text vado a salvare cerco la classe bold text bold text e metto font size metto font wave e gli passo 700 e lui diventa tutto bello grassetto ok quindi lo spazio è l'identificatore che sto utilizzando più classi su un unico elemento ma in questo caso posso anche toglierla perché è solo intenzione di far sì che questo cosa sia grassottello e andiamo a togliere anche il nostro bold text il prossimo argomento dei nostri selettori sono sicuramente gli pseudo-selectors. In inglese sono definiti, eh, pronunciati più che definiti pseudo-selectors. E lo scopo di questi selettori sono principalmente utilizzati, non principalmente, molte volte utilizzati con le animazioni, quindi per far sì che se un utente passa da qualche parte col mouse succeda qualcosa, oppure sono utilizzati per accedere a proprietà specifiche. Di alcuni elementi. Ma andiamo subito a vederne un, un esempio. Come si scrivono, innanzitutto? Beh, basta trovare il selettore su cui vogliamo applicare il nostro pseudo selectors, premere, eh, premere, eh, definire il i due punti e poi scrivere il pseudo, lo pseudo selectors. In questo caso, utilizzeremo l'over che è sicuramente il più utilizzato e come vedete, andando a salvare il nostro titolo, adesso non sarà più di quel colore lì. Ma avrà la particolarità, la particolarità che quando gli passeremo sopra col mouse, lui diventerà di quel colore, una cosa che ovviamente eh, si fa è che si copia questa roba. Lo si posiziona qua. Si posiziona sotto il nostro bel over, si dice che il colore quando passiamo sopra col mouse diventi rosso e che magari font size diventi. 25, anzi facciamo 30-30 pixel così diventa grossissimo, brutto ma va comunque bene. Adesso ha ripreso il suo colore originale e passando sopra vedete che diventa più mastello e diventa anche rosso. Questo è uno dei, sicuramente dei più utilizzati. Molto utilizzato ad esempio sui bottoni. Questo è un classicone, o comunque passando su alcuni elementi che abbiamo e vogliamo andare a evidenziare. Altri pseudo-selector molto utilizzati sono sicuramente quelli che hanno a che fare con i rapporti di parentela tra i vari elementi dell'HTML. Per spiegarci che cos'è un rapporto di parentela, come vedete in questa, in questa situazione in cui abbiamo questo nav tag con dentro un ordered list e il list item, praticamente il nav è l'elemento padre del della Norded List e ogni singolo elemento è un figlio, un child si dice, della Norded List e a sua volta l'anchor tag è figlio di dell'Element. Ok, questo è il rapporto di parentela e ci sono dei selettori che sono fatti apposta per interagire meglio con questi elementi. Per fare subito un esempio, andiamo a prendere appunto quello che è la nostra unordered list quindi dire che well ha un ID uguale a nav list a nav list andiamo appunto a salvare e proviamo ad accedere a quello che è il primo elemento della nostra unordered list quindi si utilizza well quindi il primo figlio avrà first child e poi gli diremo che avrà come colore, diciamo, deep sky blue. Andiamo a salvare e come vedete tutti gli elementi diventano esattamente di quel colore lì, perché sono tutti primo figlio del nostro della nostra unordered list ma questo perché eh, attenzione che non si è modificato solo il primo quindi abbiamo sicuramente un problema questo perché non si deve cercare eh, il primo figlio a partire dal padre ma bisogna cercare eh, il nostro elemento quindi il primo lì che è un figlio che è un figlio ok quindi ecco che in questo caso si colora solo il nostro primo elemento può sembrare confusionare, ma una volta che eh, ci farete l'abitudine, capirete quello che è il potenziale di, di questa cosa. Stessa cosa vale per Last Child, quindi noi avremo lì last child e li diremo che avrà come colore purple adesso, vediamo lì, purple e di purple. Andiamo a salvare e come vedete questo pallino è diventato purple. Il resto non è cambiato perché quello è lo stile particolare che ha appunto un nav link. E se volessi andare a prendere quello che è l'elemento in mezzo, c'è un altro pseudo selector molto utilizzato che è lì. Enf child in cui si posiziona poi il numero. Quindi il secondo figlio. E diciamo che ha come Color... Oranged, facciamo. Aspetta, ho sbagliato sicuramente il colore. Ok. Oranged. Ok. E come vedete prende questo, questo colore. Ovviamente adesso è un po' tutto all'arlecchino, però ecco il potenziale di questi pseudoselectrici. Ci danno un potere molto importante sui nostri elementi. Soprattutto poi in combinazione con quelli che possono essere degli ID, ecco che io posso sicuramente, soprattutto con delle classi, posso andare a ottenere dei risultati molto molto interessanti. Sembrano confusionari, sembrano elementi che uno non utilizzerà, ma poi vi rendete conto che sono i migliori modi per non impazzire. Questo perché? Perché se io volessi modificare questi elementi in questa maniera, dovrei inventarmi una classe o un ID per ognuno di questi. E dopo un po' comunque la fantasia, vi garantisco che comunque eh, finisce. Più che la fantasia dei nomi sensati che sono... Se che poi non sia impossibile capire da dove questa roba arrivi. Un altro pseudo selector molto molto utilizzato è quello di link seguito da anchor tag visited, più giù così, non siamo super schiacciati, questi due pseudo selector hanno esattamente lo scopo di Mostrare un colore differente secondo che un utente abbia o no già visitato un certo tipo di indirizzo. Quindi, se io andassi dalle parti del mio amico codice e creassi appunto un altro link qua in amicizia, e invece di mandare la pagina about li mandassimo a https://google.com, ok e andarsi a salvare e dice sì che link quindi quando l'utente non ha ancora visto è di color non volevo mettere un viola ma poi mi sono reso conto che non va bene perché è già viola di suo lo mettiamo di un coloraccio a caso vabbè facciamo i semplici mettiamo green mettiamo green e qualora fosse già visitato quindi l'utente lo avesse già visitato mettiamo color per e andiamo a salvare. Come vedete sono entrambi già visitati perché sono già andato su Google. Prima mettere YouTube, non ci sono ancora andato. E come vedete adesso YouTube ha il colore verde perché non è ancora stato visitato. Nel momento in cui lo vado a visitare, torno appunto indietro e mi ritrovo di nuovo con il colore che viene descritto nel mio Visited Pseudo Selector. Questo è molto importante perché ci permette anche di aiutare l'utente a capire delle azioni che possibilmente ha già compiuto. Continuando il nostro percorso alla scoperta di tutti i selettori arriviamo a quelli che sono i selettori avanzati perché esistono dei selettori che sono la somma di altri selettori, quindi combinare più selettori per ottenere un, un tipo di selezione avanzata. Andiamo innanzitutto a commentare un attimo um, queste due cose qua perché tanto vanno tutto solo più, più, più brutto e, e disordinato e andiamo a vedere il primo selettore avanzato. Per vederlo subito in azione abbiamo bisogno momentaneamente di copiare questi due signori, ok, commentare questa cosa qua. A riposizionarli qua eliminando quello che è momentaneamente l'ID perché l'ID sovrascriverebbe tutto quindi andiamo a fare questo e andiamo a vedere all'opera il nostro primo nuovo selettore il nostro primo selettore è la combinazione di due selettori con il simbolo più mettiamo di un attimo un colore color purple salviamo e andiamo a vedere che il nostro titolo è diventato purple. Ma che cosa vuol dire questo, questo selettore? Questo selettore indica che noi vogliamo stilizzare il secondo elemento solo qualora fosse direttamente successivo ad un H1. Questo cosa vuol dire? Che se io adesso copiassi e incollassi un altro H2 lì sotto, vedete, lui non viene stilizzato perché non viene dopo, direttamente dopo un H1. Il secondo selettore che possiamo andare a vedere è molto simile al, a quello precedente, ha come simbolo la tilde, che è questo simbolino qua, e li mettiamo come colore, diamogli il colore acqua. Salviamo e come vedete, tutti e due diventano di questo colore perché questo simbolo praticamente si comporta nella stessa, fa comportare questo selettore nella stessa maniera di quello precedente, solo che questo avviene quando gli elementi fanno parte di una medesima parentela. In questo caso fanno parte della stessa parentela perché sono entrambi all'interno del tag body, quindi hanno un parente in comune. Però se io andassi, ad esempio, a commentare questi due elementi e scommentassi questa roba qua che ovviamente adesso rispetto è diventato impossibile da scommentare perché devo fare questo lavoro qua elimino un attimo l'id perché sennò non vedrei niente blu di colore salvo e come vedete solo il primo ottiene questa modifica perché perché c'è solo un h2 che fa parte dello stesso gruppo di parentela diretta parentela di un H1 ed è esattamente il mio blog di articoli numero 1. Il secondo non ha, non fa parte di nessun altro gruppo di parentela insieme a, a un H1, perché questo H1 è presente solo all'interno dell'Eader. Ok, dopodiché, per portare un altro esempio andiamo a vedere un selettore. Questo può avere già un nome sensato eh, di diretta. Di diretta parentela, quindi seleziona tutti gli elementi che sono direttamente figli di un certo elemento. Possiamo utilizzare il nostro tag eh, che abbiamo messo prima, il nostro id nav list, per selezionare direttamente tutti i li elementi. Quindi mettiamo eh, nav list, utilizziamo il simbolo di maggiore e selezioniamo i li. E diciamo che hanno come colore, mettiamo nell'altro un altro caso un bel cornflower blu, andiamo a salvare, e come vedete tutti diventano di questo colore, perché ovviamente tutti sono direttamente figli di, del no, della nostra nav list. Ma se io qua andassi un attimo a commentare questi signori, e poi magari me li copio anche momentaneamente, se li copio così perché se no copio anche il commento e eh, poi divento pazzo, e al posto di questo lì andassi ad avere un bel... L, e dentro questo l avessi lì con dentro uno di due e successivamente copiassi questa roba qua e ne posizionassi un altro e lo sostituissi con questo nuovo incredibile link ok e andassi a salvare come vedete eh, questi Link non hanno questo colore attenzione: a questo, a questo due di questo colore per un motivo molto semplice. Perché noi abbiamo uno pseudo selector che al secondo figlio ha un che secondo figlio va a mettere color range se noi andassimo a commentare, come vedrete, non sarà più di quel colore quel numero lì. Però, anzi, non teniamolo commentato al momento. Se io andassi a questo punto a voler colorare questi elementi, eh, con questo non lo posso fare perché il suo stile viene applicato a tutti i figli diretti del nostro elemento selettore numero 1, quindi tutti gli list item che sono direttamente figli di, della nostra nav list, quindi solo 1, 2. Se volessi andare a colpire tutti gli elementi, ecco che è molto più semplice utilizzare un altro selettore che va a, Diciamo, spargere lo stile su tutti i discendenti, non solo quelli diretti, quindi se qua andasse ad applicare questo selettore avanzato, vado a dire che è anche a sua volta co... stavo impazzendo, scusatemi, color. Ok, e vado a salvare, come vedete questi ottengono anche loro questo colore, magari con ne metto un altro. Così da vedere quello che è il rapporto, questo va a sovrascrivere questo per la sua posizione. Ovviamente posso andare in maniera molto più innestata, se volessi che anche questi elementi avessero quel tipo di colore, basta andare a copiare questo elemento incollarlo e dire che voglio che tutti i diretti discendenti dei line items che sono all'interno di un ordered list abbiano questo colore e loro diventano esattamente di questo colore. Ecco l'utilità dei selettori avanzati, mi permettono di arrivare molto molto in fondo, andare a prendere elementi che hanno dei rapporti tra uno con l'altro. L'ultimo argomento tra i nostri selettori, l'ultima tipologia e sono i selettori per attributi più normalmente definiti attribute selectors ovviamente la terminologia eh, nello sviluppo è tutta in inglese giustamente io cerco di italianizzare ma come vedete con pessimissimi risultati andiamo un attimo a, a pulire un po' i, il codice di quello che, che abbiamo combinato al momento magari togliamo solo questa cosa qua poi dopo capiremo come fare un po' di refactoring e rendere tutto meno un pandemonio ma che cosa sono gli attribute selectors? Gli elementi in HTML hanno degli attributi. Gli attributi sono esattamente questi elementi. Quindi, se io ad esempio volessi andare da questo H1 e dire che ha come name e titolo, se vado il name e gli passo il titolo, io poi posso andare a basare dello styling esattamente su questo tipo di con questo tipo di strategia. Quindi posso dire che l'H1 Apro le parentesi quadre e gli dico che ha come attributo. Questa dicitura va a cercare l'attributo, l'attributo name che ha valore di titolo. Posso anche non utilizzare le virgolette, però io per convenzione le utilizzo perché eh, mi viene più, più naturale in, in questa maniera. E vado a dirgli che ha ah, come color un colore assurdo, un po' burlywood, salvo. E come vedete. Posso agire su questo elemento, che okay? un'altra strategia di targetizzazione di elementi è questa, ma ci sono strategie eh, molto più avanzate. Se ad esempio io volessi lavorare su quelle che sono queste immagini e volessi lavorare sui loro attributi, in questo caso magari potrei lavorare su quelli che sono, ad esempio, l'attributo source. Vedo che in comune avranno, visto che sono la stessa, avranno sicuramente il... Percorso ora devo trovare l'altra, che ovviamente non trovo una qua e l'altra è esattamente qua. Ovviamente hanno in comune diversi aspetti, quindi io posso andare a lavorare magari su questi aspetti e posso utilizzare dei selettori per attributi eh, particolari. dove ad esempio, io posso utilizzare IMG seguito dalle parentesi quadre l'attributo source e utilizzare, ad esempio, qui questo simbolo che va a indicare che l'attributo inizia per, quindi non deve essere uguale tutto quanto, ma inizia magari per image. E vado a dire che tutti quelli che hanno l'attributo source che inizia con image slash, che altro non è l'inizio del percorso della nostra immagine, io semplicemente vado a dire che ha un border di 10 pixel che è di tipo solid. Che è di colore black. Vado a salvare, come vedete le mie immagini hanno eh, esattamente questo tipo di, di nuovo styling e le ho targetizzate in questa maniera. Poi posso andare avanti, ho altre tipologie di scelte, quindi posso dire che img con l'attributo source utilizzando il simbolo del dollaro. Vado a cercare tutti gli elementi che finiscono in un certo modo, quindi mettiamo caso che io volessi targetizzare tutti. PNG quindi tutte le immagini che terminano con estensione PNG e dire che hanno un border un border radius del 50%. Vado a salvare, come vedete, diventano tonde, quindi mettiamo caso che volessi, avendo tante immagini sulla mia pagina web. Mi piacerebbe che tutte quelle che sono dei PNG avessero i bordi rotondi, fossero rotondi, e questo è esattamente il modo in cui questa azione può essere compiuta in maniera molto semplice, senza mettere mille mila classi. Questo è un modo molto intelligente di fare questo. E un ultimo esempio che eh, vi voglio portare è quello di utilizzare l'attributo source con questo simbolo che vuol dire che include quella determinata da qualche parte nell'attributo source. E incluso quello che tu vai a passare come valore quindi in questo caso logo magari vorrei che tutte quelle immagini che hanno come source logo fossero avessero magari uh, il colore del bordo che è questa roba qua no e magari ottengo che tutte le immagini che appunto uh, sono un logo hanno esattamente quel colore è uno dei mille esempi delle mille strategie che uno può andare ad applicare vedete come uh, Posso andare a tracchettizzare in maniera precisa in base anche a condizioni eh, particolari i miei elementi nel CSS. A dire il vero, questi, questi sono proprio poco utilizzati, però è molto bene sapere che esistono, saperli riconoscere e almeno capire che ehm, fanno parte dei selettori per attributi, anche perché poi nella programmazione non è importante sapere tutto a memoria, ma saper riconoscere le cose, essere in grado di cercare in maniera veloce e trovare una soluzione il più veloce possibile. Quindi capire perché quell'immagine si comporta in quella maniera è esattamente sapere più o meno questi simboli cosa, cosa significano, quindi che questo inizia per, finisce per e include da qualche parte all'interno del valore dell'attributo source la scritta logo, ok? E con questo i nostri selettori praticamente sono completati, passiamo al prossimo argomento. Fino a questo momento ci siamo limitati a vedere come possiamo andare a selezionare gli elementi sui quali applicare le proprietà del CSS. Da adesso, da questo terzo capitolo, andremo a vedere quali proprietà esistono, come possiamo applicarle e le differenze di ogni proprietà. Partiremo da quello che è il colore. Partendo da quello che abbiamo già visto, ovvero il colore di testi, passeremo poi al background, vedremo come possiamo utilizzare un'immagine come background, le proprietà del background e poi vedremo come creare i gradienti di colore. Ma partiamo subito. E iniziamo appunto a mostrare quelle che sono le proprietà e a spiegarne brevemente in maniera molto intuitiva quello che è il loro funzionamento però prima di fare questo volevo farvi vedere che noi possiamo creare multipli fogli di, uh, di stile e quindi andremo all'interno del nostro styles cartella styles e creeremo main.css una volta creato main.css andremo semplicemente a dire che il body ha un background color di gray e andremo a salvare come vedete non è cambiato assolutamente niente perché dobbiamo collegare il nostro file css quindi andremo ad applicare un attributo link e gli diciamo che vogliamo avere main.css come file e ricordiamoci che dobbiamo spostarci tra le nostre cartelle quindi avremo styles main.css, andiamo a salvare e come vedrete il background della nostra applicazione, la nostra pagina web cambia. Se lo portassi su, come vedete, il background verrà sovrascritto perché ricordiamoci che viene compilato a cascata. Quindi prima viene compilato il foglio di stile che sta sopra, dopodiché viene compilato quello che sta sotto. Per dimostrarvi questo, oltre appunto a, al background, che magari momentaneamente andiamo a disabilitare quello di main.css così che non sia una merda Questo andiamo ad applicare momentaneamente eh, la nostra classe red text che tecnicamente dovrebbe diventare rosso il nostro titolo e andiamo a dire nel nostro file red text color Blu. Andiamo a salvare e come vedete il titolo diventa blu, quindi sovrascrive quello che è la classe Red Text. Ma parliamo brevemente di quelle che sono le proprietà. Come ormai avrete già visto, le proprietà sono molto semplici e hanno una sintassi definita. Innanzitutto, abbiamo il nostro eh, selettore che identifica su cosa applicheremo le nostre proprietà. Delle parentesi graffe che identificano un blocco di stile, un blocco di stile è tutto l'insieme di proprietà che verranno applicate su un determinato elemento HTML. Dopodiché abbiamo la proprietà che si compone di una prima parte, due punti e poi la proprietà che andremo ad applicare ed è obbligatorio chiuderla con il punto e virgola. Un blocco di stile può contenere infinite proprietà, come in questo caso. E noi abbiamo la possibilità di avere infinite. Proprietà. E questo ci permette di modificare lo stile di un unico elemento eh, all'interno di più elementi, come vedete questo diventa esplosivamente grosso semplicemente perché Red text è applicato anche sul nostro paragrafo, solo che viene sovrascritto da altri selettori. Andiamo a fare tutto a posto. E parliamo di quello che è il colore, quelle che sono le sue proprietà. Ma prima di andare ad applicare tutte le diverse proprietà del colore al nostro CSS abbiamo bisogno di vedere quelle che sono le diverse possibilità di generare dei colori. Noi fino a questo momento abbiamo lavorato appunto utilizzando come colori green, blue, red, quindi colori. Che hanno dei nomi ben definiti nel CSS perché sono utilizzati di comune e fanno parte dei colori più utilizzati. Ma abbiamo diverse modalità con cui possiamo andare a creare dei colori. Il primo è quello che viene definito hexadecimale. Ho abbreviato hex. Questo perché? perché noi normalmente siamo abituati a contare in base 10, ma nella base hexadecimale abbiamo 16 possibilità, ovvero 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E dopodiché abbiamo A, B, C, D e F. In questo modo abbiamo la possibilità di avere 16 combinazioni, 16 elementi per descrivere un singolo uh, valore. Quindi siamo su base 16, ma senza farla troppo complicato, come già potete vedere qua, questo nostro colore è definito da 4287 F5. Questo perché uh, vedete che c'è una, una F che rappresenta il massimo valore possibile. E i primi due valori rappresentano Proprio il rosso, i secondi il verde e il terzo il blu. Infatti, se io andassi a modificare e mettessi FF 0000 ottengo il rosso puro, se vado a dire 00FF 00 ottengo il verde puro, se di conseguenza faccio 00FF ottengo il blu puro, posso anche abbreviare, posso dire anche f00, ottengo il rosso, 0f0, ottengo il verde, 00f, ottengo il blu, è possibile anche abbreviarlo, solitamente si utilizzano uh, sei valori per identificare un colore. Potete utilizzare tranquillamente un color picker, semplicemente cercando su Google troverete questa interfaccia e voi muovendovi otterrete quelli che sono i vostri colori, sia in ex che in RGB. L'RGB è eh, una seconda tipologia di colore che viene spesso appunto utilizzata, anzi viene maggiormente utilizzata perché è molto più intuitiva. RGB vuol dire red, green blu. E come vedete, in questo momento abbiamo 64 che è la percentuale di rosso, 64 che è la percentuale di green e 110, che è la percentuale di blu, e istantaneamente rendete conto che c'è più blu ed è più blu rispetto a, a rosso. In questo caso siamo sulla base eh, 255, quindi il bianco è 255, 255, 255 e il nero ovviamente sarà 000. Esistono poi altre tipologie di eh, schemi colori che è possibile utilizzare, eh, ma noi ci limiteremo in questo caso a utilizzare X ed RGB che sono sicuramente le più utilizzate. Questo perché, perché, ovviamente, i tipi di colori che è possibile utilizzare attraverso quelle che sono le variabili nominate all'interno del CSS, quindi red, green, blu, ce ne sono veramente tantissime, però, non sono sufficienti a creare delle palette o comunque ottenere tutte le tipologie quasi disponibili di, scheme, di schema colori che possiamo utilizzare all'interno della nostra pagina web. Ma andiamo a vedere come possiamo utilizzare i nostri colori all'interno del nostro CSS. Quindi chiudiamo, anzi, manteniamo questa finestra e rispostiamola di nuovo di lato e torniamo davanti al nostro codice. Ovviamente il color picker impazzisce, ma magari tolgo un attimo di zoom qua e potremo trovare una soluzione abbastanza furba, tipo questa. Ok la nostra pagina incredibile web è qua, la prima cosa che possiamo fare sicuramente è quella di andare a commentare il nostro file CSS index.css per avere un po' meno di manicomio sulla nostra pagina. Ora è tutto un pelo più ordinato e andiamo subito a fare una dimostrazione pratica di come possiamo utilizzare i nostri colori. Prendiamo un colore totalmente a caso, tipo questo, copiamo quello che è il valore in ex Andiamo sulla nostra proprietà background color che intuitivamente eh, rappresenta il colore dello sfondo, mettiamo anche noi il nostro bel cancelletto, incolliamo il codice colore, salviamo e come vedete abbiamo applicato il nostro background molto molto semplice. Possiamo cambiare questo valore e vederlo negli altri formati. Come RGB rappresenta questo tipo di valore. Andiamo a salvare e ovviamente non cambia niente. Come potete vedere, questa volta stiamo utilizzando quella che è una delle tante funzioni presenti nel CSS. Quello che fanno le funzioni altro non è che accettare dei parametri e restituire un valore. In questo caso, RGB accetta tre parametri che sono appunto il rosso. Il verde e il blu e restituisce quello che è effettivamente un colore, niente di più, niente di meno. Andiamo ora a trovarci un background che non faccia schifo e vediamo che possiamo utilizzare anche la proprietà semplicemente background. Salviamo, come vedete non cambia niente, troviamo un colore più eh, carino. Possiamo andare sul nostro color picker, andare su, visto che parliamo di sfondo, su un qualcosa di molto molto chiaro. Vediamo un po' cosa possiamo ottenere. FFF è puramente bianco. Sicuramente anche un. FAFA. FA potrebbe essere carino. Sennò vediamo un po' cosa otteniamo. Otteniamo questa sfumatura di eh, grigiolino. Che, eh, che effettivamente ci sta. Potremmo anche fare ff F, F, e ottenere questo semi bianco che però è esattamente quello che noi voglio, volevamo secondo me fd 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 potrebbe essere un po' di più scuro ok secondo me ci siamo sembra puramente bianco ma ah, vi assicuro che eh, non è bianco sia quando si a mettere ff 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 vi accorgete subito che il colore è più fastidioso. Magari a ah, un FA, FA, FA. Oh, mi è scappato una D, Rende tutto più interessante e meno pesante. Ma prima di andare avanti, eh, andiamo a fare un piccolo refactoring della nostra... Codice HTML per mettere un po' delle nuove classi e cancellare tutto quello stile che abbiamo scritto magari in line, o tutti questi commenti che effettivamente non è che al momento ci siano utili. Quindi cancelliamo un po' sta robaccia qua, cerchiamo altri commenti che possiamo cancellare o altre robe brutte. Cambiamo un po' di classe, diciamo che H1 ha come classe titolo. Sotto il titolo, poi abbiamo il nostro nav che possiamo pulire un po' da questa roba. Togliamo magari questa cosettina qua, così che fa un po' che è un po' brutta. Togliamo questa roba da qua e ci teniamo solo il nostro bel about HTML nav list ce lo possiamo tranquillamente eh, tenere, andiamo giù, vediamo un po' cosa possiamo cambiare. Al nostro article andiamo ad applicare una classe che chiameremo post container. A questo H3 gli diremo che ha una classe di post -container. Title, e questa avrà magari class di post sub title sub title togliamo dalla nostra immagine magari queste proprietà di cui al momento non abbiamo bisogno ok diciamo alla p che non ha più tutta questa roba ma ha semplicemente una bella classe che si chiama post para graph Aggiungiamo magari un ID e diciamo che questo qua è il signor post 1 post 1 ci copiamo esattamente questa parte qua e andiamo a inserirla all'interno di questo nostro article e facciamo esattamente questa roba qua. Stacchiamo la classe, diciamo che lui ha il post 2 e fino a qua siamo a posto, la tabella al momento non la tocchiamo e per il momento ci accontentiamo di applicare queste classi. Andiamo a salvare. Mentre l'immagine diventa di una forma che non ha nessun senso e dobbiamo assolutamente rimettere momentaneamente quelli che sono gli attributi di: if 200, e with 200. Andiamo a salvare, torna tutto meno brutto. lanciamo di nuovo le cose qua dentro salviamo ok questo refactoring ci permette subito di mettere in pratica uno degli aspetti più importanti del, del colore ed è quello di dargli effettivamente un utilizzo e una giustificazione del fatto di avere delle differenze di colore all'interno del nostro eh, del nostro CSS ovvero utilizzare il colore per Far percepire all'utente in maniera indiretta che cosa è più importante e dove è importante che si soffermi l'occhio piuttosto che, eh, che no. Ci sono diversi elementi che possono creare questa gerarchia. Il primo, ovviamente, è la dimensione dei testi, in cui l'occhio dell'utente, con molta probabilità, andrà per primo a vedere quello che è il titolo del mio blog, poi il miglior blog di articoli. Potrebbe saltare questa sezione, leggere il titolo 1 il sottotitolo e magari leggere direttamente questo Sed Corporis. E poi andare sotto in cerca di altri titoli e sottotitoli. Un altro può essere la tipologia di testo, come in questa cosa abbiamo il grassetto e l'italic, l'italico, il testo obliquo. E poi abbiamo gli spazi che sono un elemento molto importante per farti capire che questo molto probabilmente fa parte dello stesso contesto. Questo è un unico blocco di elementi, questo è un unico blocco di elementi e questi due elementi non sono in continuità. Lo spazio funziona un po' da separatore. Ma facciamo subito un esempio pratico. Togliamo questo red text che effettivamente non serve a niente e andiamo a dire che la classe di titolo ha come colore rgb, e diciamo che ha 142.84.200. 18. Andiamo a salvare, vediamo che ha questo viola eh, qua. Dopodiché abbiamo il nostro post title e lui avrà invece come colore 1C191D. Andiamo a salvare e vedete che ha questo tipo di nero mentre post sub title invece avrà come color un bel 2f 2f 2c 30 Qui manca il cancelletto davanti, e avrà un nero che è, è un pelo più più chiaro. Indistintamente eh, sembrano simili, ma in realtà eh, non, non lo sono, e l'occhio questo lo percepisce, ve lo assicuro. Cioè, quindi ho distinto, oltre ad avere la dimensione più grande di l'1, ha un colore più. Più spesso e questo mi porterà a leggere con più attenzione a soffermarmi maggiormente su quello che è il titolo, ma se non sono contento e non lo sono, dire che post para graph ha come colore utilizzare nuovo l'RGB e ci di andare a prendere un grigio un pochino più chiaro. Quindi avremo 78 74 e 79. Che rappresentano un bel grigiaccio. Vedete che questo articolo ha totalmente un'altra forma, un altro impatto visivo. E questo testo, che adesso è più scuro praticamente di quello precedente, vedete come vi salta molto più l'occhio di prima. Quanto adesso ha assunto importanza, semplicemente perché questi colori sono più eh, leggeri. Sto cercando di comunicare all'utente che. Questo testo non è che non sia così importante, ma è comunque secondario rispetto a, ad altri a livello visivo. Ovviamente selezionare delle palette colori non è una cosa molto semplice, anzi è molto molto complesso. Andiamo a darci un colore di background che sia magari definitivo e andiamo a scegliere questo tipo di, di biancolino grigio. E come dicevo, scegliere delle palette colore ovviamente non è una cosa da tutti i giorni e non è una cosa semplice e bisogna sapere scegliere una, una palette di, di colori. Per chi come me eh, non è bravo a scegliere le palette di colori, esiste appunto questo sito che si chiama colors.co e lui raccoglie tutte quelle che sono delle palette eh, colori. Vi basta andare su Esplora eh, dove troverete tutte quelle che sono le palette colori che sono di trend le più recenti eh, in base al colore che vi piacciono, ma ce ne sono tantissime e questo vi può dare una mano a scegliere la palette di colori per il vostro. Per il vostro progetto in generale mi consiglio è di scegliere palette colori eh, unicolore all'inizio, comunque che stanno su un'unica sfumatura di colore. Questo vi permetterà di lavorare con un unico colore, il che vuol dire creare qualcosa di molto molto interessante e di semplice gerarchizzazione. Questo può essere il titolo, questo è il sottotitolo, e queste delle immagini di contorno. Ad esempio, potreste fermarmi qua aggiungendo il bianco e il nero, che sono due colori, non dimentichiamoci mai del bianco e del nero, oppure potete andare tranquillamente. Nella sezione di generazione del colore e creare quella che è la vostra palette, magari partendo da un colore che vi piace, Io voglio una palette a uh, quattro colori in cui questo, magari è il mio, il mio background, quindi questo me lo salvo, lo blocco, il secondo è ovviamente il nero. Che vado a dargli qua, gli do magari 16, 16, 16, 1 che salvo e blocco, e dopodiché, gli altri voglio che vengano creati, vado a premere la barra spaziatrice e lui creerà gli altri per crearmi, appunto delle palette intonate con questi miei due colori. Magari ne voglio usare solo appunto tre. Scelgo questo tipo di paletta in questo momento ne ho tre e qua posso vedere tutte quelle che sono le sfumature di questo colore. Quindi posso poi giocare con quelle che sono le sfumature e creare delle palette che eh, possono piacermi e arrivare a trovare una palette definitiva. Concluso l'argomento sui principi basilari di design, che comunque vi consiglio di approfondire perché sarà molto importante, sarà un concetto che ritornerà con molta frequenza all'interno della vostra carriera come web developer. Passiamo a vedere come possiamo anche andare ad utilizzare quello che effettivamente è un background che sfrutta però il fatto di essere un'immagine. Quindi, se io andassi ad esempio a prendere quello che è l'immagine che io ho in questa posizione, come vedete, posso andare a passare a background non direttamente la mia immagine, ma utilizzare un'altra funzione, ovvero URL. E poi passare tra parentesi tra virgolette, scusatemi quello che è il valore andando a salvare. Io da adesso dovrei ottenere come background quello che è effettivamente questa immagine. Questo non succede perché io devo andarla a prendere, io mi trovo all'interno di styles, l'immagine è all'interno di Image. Quindi devo andare indietro di due cartelle, quindi punto punto slash. Vado a salvare e otterrò il mio background composto dalla mia immagine. Ovviamente non è la migliore immagine del mondo per fare questo e me ne sono preparato un'altra per farvi vedere il risultato finale. Che okay, è semplicemente questa immagine. Io vado a salvare e ottengo questi pallini come background. Ovviamente potete prendere qualsiasi immagine, ci cioè andate su Google, scrivete eh, panorama. E prendete un'immagine, magari non quella del giornale, questa roba qua. Se copiate l'indirizzo dell'immagine e lo andate meramente a sbattere qua. Che viene questa bestia. Andate a salvare, tornate qua e avete la vostra immagine di background. Ovviamente questo link fa schifo. Io ne ho preparato uno meno brutto. Infatti, lo andrò a togliere questa roba qua e rimetterò il mio bel coso di puntini. Posso non utilizzare la proprietà di background, ma utilizzare direttamente background eh, image, che è appunto un'altra proprietà a cui posso passare appunto background image e gli passo un URL e gli vado a ripassare momentaneamente quello che era il mio image logo. Vado a salvare e ho di nuovo la mia immagine. Posso utilizzare anche questa proprietà per chi non fosse fan della proprietà eh, background. Commento questa perché l'altra era molto più carina. È possibile applicare diverse proprietà a quelle che sono delle immagini di background. Per fare questo, abbiamo bisogno momentaneamente di andare un attimo a mh, impostarci e metterci nella condizione di vedere all'opera queste proprietà. Perché in questo momento, essendo un'immagine che copre tutta la nostra pagina, diventa complicato vederlo in azione. Quindi andiamo a Commentare un po' questa roba, riprendiamoci il nostro background non image, ma mettiamo quello normale e gli ridiamo il nostro caro e amato FFF. Andiamo a salvare, ritorniamo alla condizione precedente e andiamo a metterci nella condizione di eh, vedere all'opera tutte le proprietà del background. Per fare questo, avremo bisogno di andare prima di tutto nell'html andare a posizionare uh, magari qua dentro di questa section un div che è un contenitore generale senza nessuno scopo semantico quindi un contenitore e basta gli daremo come class in maniera molto molto fantasiosa bg magari scrivo image giusto bg image andiamo a salvare andiamo nel nostro come vedete non ci so assolutamente niente quindi andiamo a prendere la nostra classe BG image e applichiamogli tutta una serie di proprietà che andranno a permetterci di vedere in atto tutte le proprietà relative al background. La prima appunto è Have, che ovviamente poi vedremo sono proprietà che vedremo più avanti nel dettaglio, ma comunque si spiegano abbastanza da sole. Quindi le prime altezze le daremo momentaneamente eh, 720 pixel, vedremo with 1440 pixel background di passeremo un URL. Io qua ho un'immagine muzzo. Prendete anche voi la vostra immagine a muzzo preferita. Ok, o altrimenti la tendina che non ci serve. E diamoci un background color uh, per vedere la differenza tra quello che è. Effettivamente, F72 585. Quello che è lo spazio che occupa l'immagine è quello che non viene occupato dall'immagine. Andiamo a salvare. Abbiamo questa roba orribile. Forse potremmo andare a dargli uno eh, spazio anzi, facciamo guadagnare dello spazio alla nostra immagine. Come vedete, occupa una grande porzione di, di schermo, occupa tutto quello che è il nostro quadrato, ma come vedete, si eh, ripete. Questo perché? Perché di default abbiamo alcune proprietà che sono già applicate, tra cui background eh, repeat, che fa sì che l'immagine si ripeta e di default appunto ha come valore esattamente repeat. Abbiamo repeat x, in cui si ripete solo sull'asse, appunto, x come vedete si ripete solo orizzontalmente e lascia scoperto questo spazio, Repeat y che ovviamente si ripete solo verticalmente e poi possiamo dargli repeat e no repeat. No repeat farà solo farà sì che occuperà esattamente lo spazio uh, che può occupare come come background. Questo perché succede perché abbiamo altre proprietà che ci permettono di gestire quello che è il background. Abbiamo background size background size che di per sé è eh, fissato uh, ad auto ma noi possiamo dargli altre proprietà come cover cover andrà a coprire l'intero uh, spazio che deve andare a coprire però a discapito della qualità il motivo per cui l'immagine di per sé uh, non di per sé non si ripete e che eh, magari così si vede tutto un po' meglio e che se si ripetesse andrebbe a perdere tanta della sua qualità normalmente abbiamo uno zoom che va molto indietro quindi recuperiamo pixel ma noi in realtà il nostro schermo eh, è a questa qualità come vedete perdiamo molta qualità se io andassi a eliminare questa proprietà l'immagine mantiene tutta la sua qualità sullo schermo Ops. tutta la sua qualità sullo schermo se zoom comunque non perdo chissà quanta qualità, non è l'immagine alla più alta qualità del mondo, ma eh, comunque mantiene una qualità sicuramente più elevata. Posso andare a dargli anche un'altra proprietà che è contain, contain in cui lui si streccerà al massimo possibile per mantenere quello che è la ratio della foto stessa. Come vedete, non perdo aspetto ratio fino a quando mi è possibile espandermi mantenendo l'aspect ratio, io mi espando, però lascio scoperto, scoperto uno spazio che andrebbe a modificare il mio aspetto ratio. E una delle altre proprietà fondamentali è sicuramente background uh, position. background position che va a definire quella che è la posizione della nostra immagine rispetto al quadrante che deve andare a ricoprire. Quindi io posso dargli appunto center e l'immagine si sposterà ovviamente al centro. Posso dargli right e andrà totalmente sulla destra. Posso passargli due proprietà perché posso anche eh, organizzare quello che è la sua posizione orizzontalmente e verticalmente. Posso dargli left. Center, e l'immagine si sposterà in questa maniera semplicemente perché ho contain in questa maniera. Come vedete, ecco, va a posizionarsi a sinistra, ma al centro. E se vado a dargli ad esempio left e left, io me andrò esattamente in cima perché sono totalmente a sinistra. Potrei spostarla a destra al centro, in questa maniera. E dirgli di andare esattamente top, quindi di andare in alto a destra. Bottom me la porterò in basso a destra. Center bottom invece l'andrò a portare al centro. Al centro, ma attaccata al fondo. Posso anche andare a passare dei valori in pixel, quindi posso dirgli 100 pixel bottom e l'immagine si posizionerà in questa posizione, così come anche con background size posso andare a dirgli quello che è la sua dimensione, quindi posso andare a dirgli che avrà 100, 134 pixel e 500 pixel e l'immagine andrà a coprire esattamente quel tipo di spazio, che ovviamente non ha nessun senso. In questo momento magari posso passarli 400 pixel e 500 pixel e avrò questo tipo di forma. Insomma, siamo abbastanza malleabili e in grado di gestire tutte le proprietà di quello che è il background. Ma continuiamo a giocare con quelli che sono i colori e le sue proprietà e l'argomento adesso diventerà eh, l'opacità. Che cos'è l'opacità? L'opacità è quanto un elemento è visibile il suo valore è incluso tra 0 e 1, dove 1 ovviamente rappresenta il 100% e 0 è lo 0%. E ci sono diversi modi di utilizzare questa proprietà. La prima è sicuramente è semplicemente quello di passare la proprietà opacity ed è lì, che ad esempio, è 0.3. Andiamo a salvare e come vedete tutto il nostro elemento diventa molto molto meno visibile. La seconda possibilità è quella di utilizzare una funzione differente per il colore. Qua andiamo a dirgli che è background, che è background commentiamo momentaneamente il nostro colore e, e trasformiamo questa funzione da rgb a rgba, che ci permette di passare un terzo parametro. Al momento passiamo uno, andiamo a salvare. Come vedete abbiamo il colore al massimo della sua opacità. Se qua andassi a passare 0.2 o anche solo .2 vedete che ottengo un colore molto molto più più tenue. Se vado a passare 0.6 si va sempre più verso il massimo della sua opacità, una cosa molto comune è appunto dire che questo colore è 000000 000, 000 06. E questo va a creare appunto un background nero opaco molto molto chiaro. Ad esempio, quando si mette 0.1 e ottengo questo semi bianco grigio un po' strano, ad esempio passando 0.75 si ottiene un po' quel classico nero che si va a mettere sullo sfondo nel momento in cui si apre una particolare immagine. E si apre l'immagine e sotto vogliamo avere un background eh, scuro ma non scurissimo, magari qua posso passare 0.9 e ottengo questo nero eh, forte ma che comunque mi lascia intravedere quello che c'è sotto, se passassi ovviamente 1 non vedrei eh, praticamente niente, mentre anche con 0.95 comunque riesco a percepire in maniera molto banale dei colori che comunque sono, su sono sul nero, se passassi appunto 0.8 ho una visione più chiara anche del corpo testo. E l'ultima proprietà del colore su cui lavoreremo eh, magari togliendo un po' questa merda qua. E il linear gradient. Togliamo anche un po' di altre cose che non ci servono teniamoci il nostro bel box che alla fine si è rivelato super super utile e andiamo a lavorare con il nostro linear Gradient, Possiamo togliere anche tutta questa roba, anche l'opacità, e andiamo a lavorare col nostro linear gradient. Che cos'è un gradiente? Un gradiente eh, altro non è che eh, un colore che inizia in un modo e poi va a sfociare in un altro colore, che sia eh, della stessa tonalità oppure no. Per utilizzare linear gradient, non utilizzare quella che è una funzione che si chiama proprio linear. Gradient, apriamo la parentesi e il primo parametro che accetta è la direzione verso la quale andrà il nostro gradiente. Quindi passeremo tu right, dopodiché, prenderà tanti colori quanti eh, vogliamo. Quindi se io li passassi qua red e blu e andassi a salvare ecco che otterrei un bel ciuffolo di niente. Questo perché perché il linear gradient per quanto sia un colore non è possibile utilizzarlo con il background color, ma bisogna utilizzarlo o con il background o con il background image, ed ecco il nostro gradiente che fa questo effetto molto molto carino in cui passiamo dal rosso andando verso destra al blu. Dopodiché abbiamo altre possibilità, possiamo dargli altre direzioni, quindi magari copiamoci questa roba qua, commentiamo questo e incolliamolo qua sotto, ovviamente magari ricommentiamo un attimo e spostiamoci qua per incollarlo davvero e possiamo dargli appunto eh, più direzioni, così come più colori, quindi se volessi darli eh, to left to right, bottom e volessi aggiungere un altro colore qua a muzzo quindi pink pink non pink pink mettessi un'altra virgola andando a salvare ottengo eh, questo tipo di colore in cui abbiamo il rosso che passa al rosa e dal rosa poi va al blu andando verso destra e il basso quindi andiamo in questo tipo di direzione ho altre possibilità per il gradient magari posso anche Così che rimpicciolisco questa roba, qua. no? Tanto non è che sia così incredibilmente importante. Magari facciamo anche questo gioco 360, magari per 7,20. Così che possiamo tornare a vivere sulle dimensioni schermo sensate. Quindi, eccoci qua. A questo tipo di dimensione schermo, ho altre possibilità di direzionare il mio. Uh, gradiente e posso utilizzare quelli che sono ad esempio i gradi, quindi se io andassi a copiare questa roba di nuovo e spostassi sotto e la incollassi invece di dirgli una direzione particolare posso passargli come primo parametro ad esempio 220 uh, degree che sono appunto i gradi, come vedete si ribalta completamente andando più o meno uh, verso queste parti, sembra solo dall'altra parte perché comunque 220 gradi ci siamo se passassi ad esempio 200. Uh, magari anche un numero a mozzo tipo 190, perché va sì nell'angolo, ma comunque da queste parti non è proprio, proprio nell'angolo. diamoli 200, che riusciamo a vederlo un po' meglio. Ecco che eh, non è esattamente a 180 gradi. ecco e Posso passare questi tipi di gradi, ad esempio 280 gradi, posso passarli e lui andrà esattamente in questo punto un po un po strano vedete che non è esattamente al centro e non va esattamente né verso questa direzione né verso un angolo ma va più o meno da queste parti qua un'ultima possibilità che ho per il mio eh, gradiente è quella di avere un gradiente circolare quindi passerò questa volta background, background image perché funziona anche appunto come se fosse un'immagine e come funziona utilizzerò radial Gradient, in cui dovrò passargli quella che è eh, la forma, quindi circle perché sennò di per sé sarà ellittico, e quelli che sono i colori con la percentuale di colore che voglio che questi appunto eh, abbiano all'interno del mio spazio. Quindi passerò uno dei bei vecchi colori, quindi un bello stile blu che dirò che avrà il 33%, poi avrò un pink che avrà. Magari il 64% 8 4%, e per ultimo gli passo un colore ammuzzo, tipo questa roba qua. Questa è qualsiasi roba, non so se che colore sia, e gli do una percentuale anche a sua volta ammuzzo. Vado a salvare e ottengo questa roba ovviamente inguardabile, cambiando un po' quelle che sono le percentuali. Magari qua vado a dargli, diciamo, 20%. 40 e 40 e ottengo secondo me, qualcosa di un pochino più eh, sensato. Magari qua vado a dargli eh, 30 e qua 40, 30S, 40 e ottengo questo tipo di sfumatura. Magari qua voglio ancora sfumare ancora di più, li passerò 5%. 20% e qua gli vado a passare un 75% e avrò una sfumatura massima quasi di questi colori e avrò un gradiente circolare. Non passassi circle, ecco che eh, otterrei, otterrei una sfumatura di tipo ellittica. Con questo diciamo tutto l'aspetto generale sui colori è stato. Uh, è stato affrontato, come vedete abbiamo diverse opportunità, al momento sembra che stiamo facendo le cose a caso, ma poi andremo a uh, mettere tutte insieme per raggiungere effettivamente un punto sensato eh, e andare a sviluppare sensatamente quella che è questa pagina. Dopo aver visto il colore e anche il background, possiamo passare al prossimo argomento e diciamo alla prossima sfera delle proprietà, ovvero il testo. Prima di lanciarci a manipolare il testo, vedremo quelle che sono le unità di misura fondamentali, soprattutto relative e assolute. Dopodiché andremo a manipolare il testo con tutte le proprietà che dipendono da, direttamente dal testo e poi passeremo alla manipolazione del fondo per utilizzare tutte quelle proprietà che sono presenti e che differiscono da font a font. Poi vedremo come modificare quello che è il font della nostra pagina e concluderemo utilizzando i font di Google Fonts, quindi utilizzando dei font esterni rispetto a quelli che abbiamo di default. Prima di lanciarci all'interno del mondo delle proprietà del testo, cancelliamo un po' di roba che effettivamente ci è praticamente inutile. Tutto ciò che ho commentato lo possiamo tranquillamente ranzare via. Andiamo a salvare ed eccoci di nuovo. A questo punto iniziamo la nostra avventura tra le proprietà del testo spiegando quella che è la differenza tra le unità relative e le unità assolute. Partiamo da quelle che sono assolute. Le unità assolute sono tutte quelle unità eh, che sono fisse a prescindere da quello che è la dimensione dello schermo o del dispositivo su cui si sta guardando l'applicazione al sito. Come in questo caso 360 pixel, che io vada a stringere uno lo schermo, come vedete la dimensione rimane totalmente fissa, cioè va oltre la dimensione dello schermo. Mentre le dimensioni relative fanno sì che questo non accada, e quindi sono molto importanti e molto utilizzate in tutto quello che è il responsive design, ovvero il design. Di dispositivi mobile, tablet, l'adattamento delle pagine web ai nuovi dispositivi. Per vederlo subito in azione andiamo a far passare questo valore a 70%. Ad esempio togliamo pixel e andiamo a salvare. Come vedete, la dimensione rimane questa, ma quando io vado a stringere lo schermo, lui rimane sempre comunque al 70%, a prescindere dalla dimensione del mio schermo di quanto io vada a rimpicciolire quando io vado a ingrandire lui comunque prende dimensione esistono diverse unità di misura relative e assolute tra le assolute possiamo anche citare quelle che possono essere appunto eh, i millimetri tutto piccolo ovviamente i millimetri che sono comunque eh, assoluti poi abbiamo ovviamente i centimetri non faccio 360 sono usciti un casino non faccio 3 centimetri sono 3 centimetri e abbiamo tutte le unità di misura poi abbiamo i pt che sono points che sono un pelo più grossi eh, dei dei pixel ok se vedete se del si pixel diventa un pelo più piccolo ok e poi abbiamo i pc dove un pc corrisponde a 12 points quindi diventa una bestia e tutto infatti è esattamente una bestia Torniamo a una misura sensata, torniamo ai pixel e i pixel hanno un discorso un pochino eh, a parte perché sono eh, sia assoluti ma anche un po' relativi. Questo perché? Perché ogni dispositivo ha una risoluzione propria di, di pixel, ovviamente più la risoluzione eh, aumenta più la concentrazione di pixel per pollice, che si chiamano appunto dpi, che è densità eh, di pixel per inch, inch sono i pollici, di cui tra l'altro è una misura assoluta, sì, in, sono 860 pollici, a seconda di quanto questa risoluzione va ad aumentare, i pixel diciamo, vanno a, a comprimersi, uno schermo ad altissima risoluzione, 4K, magari questa roba la va a vedere più o meno di questa, eh, di questa dimensione. Perché ha una concentrazione di pixel maggiore e quindi la dimensione dei pixel vengono distribuiti su uno spazio. Ovviamente questo sui dispositivi medi normali, che tutti hanno al di fuori di monitor incredibili, incredibili e cose incredibili, rimane abbastanza fissa e non c'è da preoccuparsi. Mentre le misure relative eh, sono la percentuale, le più comuni, I e M, che andremo a vedere meglio lavorando con il testo che sta a viewport width ovvero dove 100 è tutta la dimensione della larghezza dello schermo del dispositivo che si sta utilizzando e 70 come se fosse più no, il 70% della grandezza del dispositivo che sta visualizzando il contenuto quindi io vado a salvare e lui occupa questo spazio abbiamo anche view 8 dove view 8 ovviamente rappresenta si scrive h UH, dove è il 30% della grandezza dell'altezza del dello schermo. Quindi salvando magari ci mettiamo 50 e prende questa dimensione. Qual è la differenza tra la percentuale e la larghezza dello schermo? Perché la percentuale è sempre relativa al diciamo padre del contenitore. Se ad esempio andassi qua... A rimettere questa altezza fissa perché generalmente l'altezza rimane fissa e gli dessi vv qua ma andassi a inserire questo elemento in un altro div ok che per comodità chiamerò div che sono pigro se io qua andassi a prendere il mio div, gli, gli dicessi che ha come whiff 200 pixel e salvassi come vedete. Non succede assolutamente niente perché questo rappresenta quella che è la dimensione dello schermo. Se io qua sostituissi 70 con le percentuali, ovviamente sarebbe il 70% del chiamiamolo padre, e senza chiamiamolo si chiama padre. Quindi, questa è la differenza tra queste due unità di misura. Molto, molto importante questa differenza. Ora siamo pronti a vedere tutte quelle proprietà che fanno parte della manipolazione del testo cosa vuol dire il testo eh, e perché faccio differenza tra testo e font perché ci sono alcune proprietà che dipendono direttamente dal font che si sta utilizzando alcuni font non hanno eh, queste queste proprietà e vedremo subito dopo perché mentre le proprietà relative al testo sono indipendenti dal fatto che tu stia utilizzando un font piuttosto che, eh, piuttosto che un altro come prima cosa andiamo a vedere qualcosa di di, di molto semplice e la prima proprietà che andremo a vedere sarà proprio quella di allineamento del testo che sarà Text align. Se io qua mettessi center, lo sto applicando al body, quindi si applicherà a tutti gli altri elementi, magari potremmo anche ranzare via qui, anzi, questo qua lo tengo, ranzo via solo questo oggetto che praticamente non ce ne frega niente, non sarei più assolutamente a nulla. Questo lo tengo perché me lo lascio un po' di unità relative e assolute Solo per lo posso come vedete tutto il testo viene allineato al centro tranne questi puntini che sono quelli delle, delle, delle liste che sono buggati e quando si allinea il testo succede questo qui c'è un modo per farlo meglio però come vedete tutto il testo viene totalmente allineato al, al centro esistono diverse proprietà tra cui abbiamo appunto center right spostare il testo tutto a destra left che è il valore di default quando non abbiamo dato nessun valore e poi abbiamo justify justify è una proprietà un po' strana che si vede un tipo di allineamento un po' strano che si vede spesso nei documenti accademici e quello che fa è cerca di dare la stessa lunghezza a tutte le linee ecco come vedete qua lui ci prova, ovviamente questo non è non è possibile perché questo termina prima che Posso andare a capo, però il suo capo è proprio quello di generare un testo in cui le linee occupano tutto lo stesso spazio, non è che c'è un momento in cui una va a capo prima, l'altra dopo e fate tornando a left, come vedete eh, succede che questa va, torna indietro e va a capo prima. Questo è il tipo di testo allineamento giustificato. Dopodiché abbiamo la manipolazione e la trasformazione del testo. Dove abbiamo text transform e abbiamo capitalize dove tutte le prime lettere verranno messe maiuscole di ogni parola, ovviamente poi abbiamo uppercase, uppercase, e poi abbiamo anche ovviamente lowercase, dove tutto viene reso lowercase, quindi minuscolo. Volessimo vedere un'altra molto importante è quella sui link. Andiamo ad appiccicare a questa roba qua, una classe che chiameremo proprio link, andiamo a salvare e diciamo che link ha la proprietà text decoration. None. E cosa succede? Succede che come vedete non è più sottolineato perché i link di default sono tutti sottolineati. Dopodiché abbiamo underline che è quella di default dove i link vengono sottolineati, e poi abbiamo overline che la linea va praticamente sopra e per ultimo abbiamo line throw che va a tagliare la cosa a metà. Ovviamente queste si vede già molto di meno si vede sicuramente di più eh, l'underline e anche il non underline andiamo un attimo a zoomare. passiamo ora a vedere tutte quelle che sono quelle proprietà che hanno a che fare con il font e dipendono da quello che è effettivamente il font magari qua rimettiamo text decoration none e togliamo queste Cose qua di cui effettivamente ce ne facciamo poco o niente e vediamo subito la prima, che si chiama esattamente Font Size. Font Size ci permette di eh, regolare la dimensione di quello che è il font. Questo perché dipende dal font? Perché abbiamo appunto le grandezze relative e le grandezze relative fanno riferimento a quella che è la grandezza standard del font. Ogni font ha una grandezza standard che può variare ovviamente di dimensioni. Impercettibile all'occhio, ma quando si va a utilizzare una misura relativa, questo poi diventa percettibile all'occhio. Posso dargli misure relative come non, posso dirgli che il testo è alto 2 cm e basta, e il testo diventa alto 2 cm, ovviamente eh, succede un casino. Posso dirgli che è alto 2 mm e diventa ovviamente minuscolo, posso dirgli invece che è alto 1,25 cm e gli EM sono le volte per cui il testo viene moltiplicato rispetto alla sua misura basilare, quindi noi stiamo prendendo la misura basilare del font che stiamo utilizzando, che è quello standard, stiamo aumentando di 1.25 volte, quindi all'incirca del 25% e questo mantiene le dimensioni del carattere abbastanza stabili. Un'altra misura che si utilizza spesso sono uh, i REM, un REM corrisponde a 16 pixel. Okay. Come vedete le cose vengono regolate di conseguenza perché noi qua stiamo definendo quella che è la grandezza basilare eh, del, del font. In base alla grandezza che noi regoliamo in questo punto, tutti gli altri elementi come l'H1, l'H4 e in company hanno una dimensione relativa rispetto al font di base che viene dato eh, in questa posizione. E quindi noi vediamo che il font size di base è un rem e lui fa tutti gli aggiustamenti in modo che l'H1 comunque sia sempre più grassottello rispetto ad altri elementi. La seconda cosa che possiamo andare a vedere è sicuramente il font-weight font che rappresenta quella che è la cicciosità allo spessore del font. Se io quando andassi a passargli eh, 400, come vedete, il nostro subtitle diventa molto più... Fin, molto più magro. Ecco, se invece andassi a passarli 900, come vedete, diventa molto più grassottello. Se li passassi 1000, non cambia niente rispetto a, a prima. Questo perché? Perché tu, tanti font, ogni font supporta delle dimensioni di eh, Wave eh, differenti. Alcuni supportano eh, 200, altri iniziano da 400. Altri tra 400 e 200 non c'è nessuna differenza perché proprio partono da 400. E questo è un elemento molto importante da tenere presente. Dopodiché abbiamo altre misure relative al font, sempre relative al punto di partenza di questo font. L'interlinea, ovvero quanto spazio c'è tra una linea e l'altra, l'altezza della linea, dove io posso passare ad esempio in questo caso 1.8. Come vedete aumento di molto l'interlinea. Tendenzialmente è un'interlina molto utilizzata e 1.6, soprattutto per i paragrafi dove dà un pochino più di spazio rispetto a quando non si ha e rende il testo molto più leggibile e molto più rilassante da leggere rispetto al testo tutto appiccicato così. Ti tranquillizza un po' nel leggerlo e assume totalmente quasi un altro peso leggere questo testo. Sempre per la leggibilità un'altra cosa che è molto utilizzata è il letter spacing dove si cerca magari di allargare per quanto possibile il testo. Quindi magari li si passa 0.1 uh, rem e come vedete il testo si allarga e diventa ancora più leggibile, meno pesante da, da leggere. Magari possiamo passare 0.06 rem, ok, così è molto più carino. Vedete che il testo assume un'altra un leggibilità e una delle altre cose che viene molto spesso fatta è quella di dare una massima larghezza a quello che è il paragrafo per accorciarlo in modo che l'occhio non debba mai fare... Questo lungo viaggio, ma se prima che da queste parti sia più semplice leggerlo e più corto, non debba girare la testa e quindi mantenere più focalizzato l'occhio sul testo, aumentare la concentrazione e facilitare la comprensione del contenuto. E questo si fa con un'unità di misura relativa che si chiama CH. CH rappresenta grandissime linee, ma neanche tanto grandi, quindi abbastanza accuratamente più o meno il numero di caratteri che ci stanno su, su una linea se io qua mettessi 60 e se vedete che si accorcia magari mettiamo 45 così contarli è meno pesante e più o meno se facessi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gli spazi contano 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 1, 2, 3 3 4 5 6 7 8 9 10 sono più o meno una quarantina, non sono 45, ma comunque più o meno si avvicinano da, da, da quelle parti Come faccio a zeccare quello giusto che è meno brutto, lo dico sincero, a ah, tentativi. Questo potrebbe essere uno buono, secondo me 55 riusciamo a stare su una linea in meno e così diventa meno pesante come vedete io vado a creare lo schermo e lui comunque rimane così e mi viene più facile leggere questo tipo di testo magari così è esagerato passiamo di ancora magari 60 molto utilizzato e rimane più o meno di questa dimensione un'altra proprietà utilizzata in maniera abbastanza comune soprattutto magari per quelli che sono i sottotitoli qua possiamo dare di nuovo una forma sensata e quella del font variant e il font variant ci permette di avere questa abilità small caps che trasforma tutto in maiuscolo piccolino ok se io passassi anche text transform ho il lowercase e tutto in minuscolo però maiuscolo ok un po' un controsenso e questo viene spesso utilizzato fa un, sempre un bel effetto utilizzare questo, questo small caps magari su questa roba qua viene un pochino meglio sul paragrafo si vede un pochino meglio e viene fuori una roba del genere no? eh, molto molto elegante non così tanto utilizzato ma secondo me può facilmente trovare eh, un utilizzo costante diciamo e per quanto riguarda il fondo queste sono più o meno tutte le proprietà principali e comunque che si utilizzano e si utilizzeranno con, eh, con più frequenza con queste e le proprietà di manipolazione del testo comunque siamo in grado di organizzare, muovere, riorganizzare, allargare, eh, aumentare l'altezza delle linee, aumentare l'interlinea, lo spazio al testo al 100%. Quindi siamo in grado di manipolare al 100% il testo. Togliamo un attimo questo small caps perché distrugge praticamente ogni tipo di stile del, sul fonte che si applica e andiamo un po' a, a vedere come possiamo cambiare finalmente il tipo di testo che noi stiamo utilizzando il nostro tipo di font utilizzando la proprietà font family. di default si utilizzano tre eh, font che sono universali sono disponibili su praticamente ogni macchina e ogni browser questo perché non è che se tu metti un font luce per forza ed è bello non lo vede ci sono alcuni font che da alcuni browser non sono riconosciuti non riconoscono i caratteri e si spaccherebbe tutto farebbe schifo e quindi ci sono questi font che permettono di essere visti più o meno senza più o meno dappertutto e sono diciamo le famiglie principali da cui poi prendono forma tutti gli altri font e sono Serif e Serif è quello di base che noi stiamo utilizzando, vedete non cambia niente perché abbiamo Sans Serif che è molto più leggibile vedete come è, è cambiata totalmente la nostra pagina e poi abbiamo Monospace la differenza tra questi font è più o meno la seguente. Monospace fa sì che ogni lettera occupi lo stesso spazio. Cioè, quindi la L occupa lo stesso spazio della O e così via. Mentre Sans Serif è, diciamo, un linguaggio più, più moderno, basato sull'aumento massimo della leggibilità, mentre Serif è un linguaggio eh, accademico. Ecco, è il linguaggio utilizzato per tutti quei documenti ufficiali, soprattutto di ricerca. Tutto ciò cioè che comunque è... è Ufficiale e istituzionale questo è più o meno l'utilizzo di questi font perché sono così importanti perché vengono spesso utilizzati come font di fallback cosa vuol dire fonti fallback che quando io voglio andare a utilizzare un font io posso passare più valore a questo elemento e gli posso dire open sans che è un font particolare e quando questo font non, non esiste, lui di callback andrà a utilizzare Sans Serif. Quindi, se c'è un problema, eh, un qualcosa non ho, questo font verrà utilizzato automaticamente il mio Sans Serif. Altrimenti, ho utilizzato il mio OpenSense. Questo è molto importante, e non va mai omesso perché sennò verrà tutto trasformato come fallback a Serif. Il modo più semplice per utilizzare altri font ci viene dato dal nostro amico eh, Google. Che noi adesso andremo tranquillamente ad aprire e scriveremo. Fonts. prenderemo un po' più di spazio perché ci serve un po' più di spazio, zoomiamo un po' da queste parti e andiamo su Google Font e qua troviamo 1075 font e come vedete, ce ne sono di tutti i colori. Uno molto carino, che mi piace un botto, e qua c'è il nostro vecchio amico Open Sans ed esempio, questo lato. Come vedete, noi qua abbiamo, ehm, a parte una dimostrazione pratica di come. E il font con una frase che possiamo andare a scrivere noi wow. ok possiamo vedere noi quello che succederà se ci piace il font e abbiamo tutte le tipologie come vedete questi sono i font weight noi utilizzeremo il regular che ci piace e vorremmo anche ottenere quello che è il bold ma come possiamo andare a, ad applicare questo font e ad avere questo, questo font. Beh, in maniera molto molto semplice andiamo a importare questo link, lo vado a lanciare sopra il mio foglio di stile, questo è fondamentale. Lo lancio sopra il mio foglio di stile, salvo ovviamente questo non è sufficiente a applicare il mio font, ma devo andare nella mia font family a passargli il valore del mio font salvo e come vedete il nostro font è totalmente cambiato qualora ad esempio lato non fosse disponibile e quindi avessi questa roba commentata non ho nessun problema perché ho un font di fallback e questo mi permette di stare tranquillo ovviamente ho altri modi di importare un font e andiamo a importarne subito un altro togliamo questa roba che non ci serve più perché non vogliamo più questo font magari noi vogliamo il Monserrat, anche qua vogliamo il 400 e il 700 e abbiamo un altro modo ovvero importarlo direttamente nel CSS quindi copiamo questa roba andiamo all'interno del nostro file CSS controlliamo che facciano parte della stessa famiglia entrambi fanno parte della famiglia Sans Serif e andiamo quindi a dire che prima di lato noi vogliamo che provi a utilizzare MONT serra, virgola. Salviamo e come vedete adesso abbiamo di nuovo un font diverso rispetto a prima. Ho messo un punto quindi non è successo niente, anzi, è tornato dietro e ho questo fondo. Non fosse disponibile il Monserrat avrò lato, se no invece al mio bel Come vedete, eh, l'utilizzo dei font cambia totalmente quello che è la visione della pagina rispetto a prima, ha già totalmente un'altra visione. I font sono un aspetto molto molto importante. E con questo concludo la parte relativa al testo. Ovviamente giochicchiata col testo perché è pieno di alte proprietà eh, minore non tanto utilizzate, cioè come ad esempio. Esiste il font style, Noi abbiamo italic, possiamo trasformare le robe in, in corsivo, detto umanamente. Abbiamo molte, molte varietà, ovviamente non, non sto a far vedere tutte perché alcune, eh, a parte che sono utilizzate solo in casi molto particolari, ma se no sarebbe veramente infinito. Passiamo alla prossima sezione. Del nostro corso, che sarà anche l'ultima, ma anche la più corposa rispetto a tutte quelle viste fino ad adesso, in cui andremo finalmente a parlare della costruzione del layout e dei vari metodi e modi che abbiamo per andare a creare tutti i nostri layout. Perché fino a questo momento abbiamo solo visto un po' come colorare, modificare il testo, manipolare il testo, i font e tutto questo insieme di proprietà, le immagini, le grandezze. E tutti questi elementi che sono fondamentali per arrivare a comprendere quello che è il layout. Da adesso ci approcceremo alla costruzione vera e propria disposizione e all'organizzazione degli elementi a livello grafico e visivo, per andare a creare dei layout interessanti su quelli che sono, appunto, le nostre pagine web. Di che cosa parleremo nello specifico? Parleremo di quello che è il CSS Box Model, display e float, il metodo. Di creazione del layout del flexbox, grid e poi per ultimo avremo position. Andiamo subito a vedere che cos'è il box model e il box model è un elemento fondamentale per iniziare a comprendere come funziona il layout. Ma che cos'è in poche parole il box model? Ogni contenuto che andiamo a creare, ogni tag HTML che andiamo a creare è organizzato esattamente in questa maniera. Ha il contenuto che è all'interno, diciamo, di questa sfera e poi ha una serie di elementi che sono tutti indipendenti, ovvero è possibile modificarli tutti quanti. E la modifica di uno di questi elementi non andrà a impattare direttamente sugli altri livelli di questo modello, di questo box model. Quello che noi possiamo fare per quanto riguarda appunto il livello del padding eh, è gestire, allungare, alzare sia in maniera simmetrica che asimmetrica eh, lo spazio, sia in altezza che in larghezza. Per il border possiamo intervenire anche sul colore, sulla sua forma, sul suo spessore e per il margine possiamo definirne quella che è una grandezza relativa sia appunto chiamiamolo in larghezza che appunto in altezza, ma andiamoli a vedere uno a uno. Il padding, il primo che andiamo a vedere è proprio il padding che separa quello che è il contenuto dal bordo. Questo ci permette di creare dei contenuti che non sono sempre attaccati al bordo dell'elemento, ma iniziano a centrarsi e occupare anche più, più spazio. È proprio lo spazio che intercorre tra il contenuto è quello che è il suo bordo, mentre il bordo è un elemento che funziona che divide diciamo il padding da quello che è il margine ed è un elemento che spesso è sempre visibile e a differenza del padding e soprattutto del margine anche è un elemento che ha delle proprietà sia di forma che di spessore e di colore, mentre noi nel padding non possiamo andare a intervenire sul colore, ovviamente perché quando andremo a colorare il background del nostro elemento coloreremo anche il padding del nostro elemento, perché il nostro elemento si compone di tutte queste parti, non è che andando a modificare il background color lo modifichiamo solo il contenuto, ma modifichiamo anche di quello che è appunto lo spazio che intercede tra il contenuto e il bordo, quindi il padding. Mentre il bordo ha delle proprietà, il border ha delle proprietà sue che sono appunto di spessore, di forma, di colore e tante altre proprietà. Per ultimo abbiamo il margin. Il margin è lo spazio che separa il bordo di un box da il bordo di un altro box. E questo è molto importante perché ci fa capire che noi possiamo intervenire sia appunto a disporre a livello di ordine di posizione degli elementi nella creazione del layout, ma anche su quello che è tutto il contorno che c'è all'interno di ogni nostro tag HTML. Possiamo dargli più spazio, fargli occupare più spazio, dargli un bordo ben definito, eh, separarlo in maniera ben precisa dal bordo di un altro elemento. È un elemento fondamentale comprendere quello che è il box model facendo un breve riassunto il box model altro non è che la disposizione che viene creata automaticamente all'interno di un tag html quando ne andiamo a creare uno dove abbiamo il contenuto il padding che lo separa dal suo bordo e il bordo che ne definisce diciamo quelli che sono i limiti dopodiché inizia il margin che è lo spazio tra il bordo il border di un box rispetto al border di un altro box. Ma andiamo a vedere nel pratico come questo box model funziona e sicuramente il miglior modo per vederlo è quello di lavorare su quello che è proprio la nostra immagine, quindi andiamo a modificare momentaneamente, ma anche per sempre, questo, questa roba qua, togliamolo da quello che può essere un link, eliminiamo quelle che sono queste proprietà, Diamogli una classe di come img, andiamo nel nostro main.css e andiamo proprio a definire quella che è la nostra classe img, gli diamo un'altezza ben definita che è 400 pixel perché di solito quello che si fa è dare un'altezza definita e poi una Larghezza relativa, questo perché? Perché comunque generalmente le larghezze dei dispositivi, degli schermi, dei dispositivi sono prevedibili mentre l'altezza è tanto tanto variabile, perché uno può girare il telefono, fare bordelli, l'altezza diventa troppo strana a livello relativo. Magari uno su un computer più piccolo passa per un monitor grosso, l'altezza quindi si preferisce e di norma si danno delle altezze che sono generalmente non relative. Quindi si utilizzo le dimensioni assolute, le, misure di, le unità di misura assolute. Prendiamo un'immagine, cambiamo, cambiamo anche l'immagine della nostra della nostra immagine, vado a incollare qua, ne ho preso una veramente a mozzo. Andiamo a salvare sia il nostro main.css che il nostro html ed adesso abbiamo questa incredibile immagine e andiamo per prima cosa a vedere quello che è il border. Utilizzo l'immagine perché l'immagine è un modo molto chiaro e molto semplice di vedere quello che è effettivamente il box model. Iniziamo proprio con quello che è il border. Il border riassume in sé più proprietà, tendenzialmente si utilizza questa proprietà direttamente come border e Riassume tante proprietà che possono essere utilizzate uh, singolarmente. Il primo valore che gli si passa è quello che è lo spessore, quindi noi daremo 10 pixel, tendenzialmente si utilizzano dei border tra 1 e 3, massimo 4 pixel. Il secondo elemento che gli si passa è la forma, lo stile e l'ultimo è quello che è effettivamente il colore. Io gli passerò RGB e semplicemente diminuirò di 20 questi valori qua. Perché questo va verso lo zero e ci permette di avere un bordo di una tonalità un pelo più scura rispetto a quello che è il titolo che abbiamo scelto per il nostro blog. Quindi avremo 122, 64 e come ultimo passiamo, 198-198. Andiamo a salvare e, come vedete, otteniamo il bordo della nostra immagine il bordo è direttamente appiccicato a quello che è il contenuto della nostra immagine del nostro box model partiamo dal bordo proprio perché così possiamo andare a vedere quello che è il padding infatti se io adesso volessi separare l'immagine da quello che è il bordo andassi a passare come padding semplicemente 50 pixel e andassi a salvare come vedete ecco che otteniamo lo spazio intorno alla nostra immagine e per tutte le proprietà che sono appunto sia il padding che, che il border e, e poi anche il margin noi possiamo andare ad operare direttamente utilizzando padding e poi posso dire top, gli do 25 pixel non pxm poi ho padding left dove li vado a dare appunto magari un numero minchia 67 pixel e padding bottom gli diamo 6 pixel se adesso io vado a commentare momentaneamente il padding e salvo come vedete ho operato su tutti questi elementi questo cosa ci fa capire che anche padding è in grado di prendere più valori e gestire più elementi più dimensioni del nostro spazio di padding e infatti padding può Riassumere in unica voce tutti questi eh, elementi e dare dello spazio in maniera differente. Qualora io utilizzassi padding con una sola misura, vado a distribuirlo sia appunto orizzontalmente che verticalmente. Se utilizzo due misure, come in questo caso 25 pixel e 50 pixel, il primo rappresenterà top e bottom, il secondo rappresenterà invece la disposizione dello spazio orizzontale. Vado a salvare, come vedete succede esattamente eh, questo. Posso anche andare a lavorare singolarmente, posso passarli, appunto, anche padding e dirgli che il primo valore, che è top, è 25 pixel, il secondo valore, che è right, gli passerò 10 pixel, il terzo valore, che è bottom, gli passerò 100 e l'ultimo che è left gli passerò 57 pixel vado a salvare avrò una cosa con uno spacing che non ha nessun senso però come vedete posso riassumere tutto questo quest, queste linee di codice queste linee di css in un'unica proprietà stesso discorso vale anche per il margine il margin funziona esattamente come il padding quindi vado a dargli margin e gli posso passare un margine generale di 100 pixel che appunto, rappresenta lo spazio sia orizzontalmente che verticalmente dagli altri box, oppure posso passarli 100 pixel e 50 pixel e il gioco funziona esattamente nella stessa maniera rispetto a quello che è il padding. Mentre per il border posso agire singolarmente sui suoi elementi, posso dire che il border left è di 10 pixel ed è dotted. Vado a salvare, come vedete, ottengo questo elemento che è totalmente privo di colore e di default. Quindi vado a dirgli che voglio anche un border left color e voglio che sia mettiamo un mozzo brown. Vado a salvare e adesso questo diventerà eh, marrone. Posso dirgli anche appunto che border left non mi piace 10 pixel lo voglio di 70 pixel vado a salvare come detto ottengo questa roba inguardabile che non ha nessun senso però posso lavorare in questa maniera si utilizza tendenzialmente un'unica voce perché lavorare così con tutti gli elementi con tutti i punti del bordo almeno che non sia super necessario e ovviamente eh, folle come, come soluzione una proprietà molto interessante del eh, bordo del border è quella del border radius border. Radius che rappresenta quanto sono rotondi i nostri bordi se vado a passarli 50 pixel ad esempio e vado a salvare vedete il bordo diventa rotondo magari allora, qua diciamo che sono un po' tanti 400 pixel di altezza se io qua eliminassi tutte le cose che non hanno nessun senso di esistere perché stiamo lavorando con un'immagine anche il bordo non è che sia così utile vado a salvare e in questo momento ho la mia bellissima immagine con i bordi arrotondati, forse un po' troppo, ovviamente si passa valori come 18 pixel, già è tanto. però ora si hanno queste immagini che sono molto belle, molto di moda in questo momento. Se volessi farla rotonda, gli do che è al 50%. Vedete salvo adesso viene ovale, ovviamente, perché ehm, non è. Quadrato, la nostra immagine, fosse ad esempio 300 pixel per 300 pixel. Vado a salvare ora ho la mia bella immagine rotonda. Passiamo ora a vedere finalmente le prime proprietà che riguardano direttamente il layout e come funzionano gli elementi di layout. La prima proprietà che andremo a vedere sarà proprio la proprietà di display. Per fare questo dobbiamo fare una velocissima modifica nel nostro super articolo, andare a togliere questo tag time e andarlo a posizionare esattamente qui. Andiamo a salvare e adesso si dovrebbe spostare esattamente su questa linea. E questo ci porta direttamente a lavorare con il nostro amico display. Questo perché? Perché come vi sarete accorti il nostro elemento non va a capo, qualora io al posto di uh, time mettessi qua una p il mio elemento come vedete andrà a capo mentre il mio amico time invece non andrà assolutamente a capo rimarrà sulla stessa linea e questo perché questo perché ogni elemento ha Tendenzialmente un valore di display di default. Alcuni hanno un display di tipo block, altri hanno un display di tipo inline, altri di tipo inline block. Time è proprio uno di quegli elementi che ha come default display inline. Cosa vuol dire inline? Inline vuol dire che quando verrà accostato ad altri elementi non andrà a creare un suo uh, box indipendente che andrà a capo, ma si accontenterà di far rimanere tutto ciò che c'era prima sulla stessa linea e tutto ciò che c'era dopo continuerà sulla, st sulla stessa linea. Se io qua andassi a modificare la sua proprietà, dicessi cioè che ha display block, come vedete lo porterò ad andare a capo. Questo perché? Perché in questo momento ha creato proprio un suo box separato che ha bisogno di andare a capo. Altri elementi che si comportano così, ad esempio l'elemento span. Un altro valore oltre a block e inline che si può avere è quello di eh, nan. Dove io questa tabella dico ok, questa tabella non la voglio vedere qua e gli passerò al mio tag table, gli passerò direttamente display nan. E come vedete proprio scompare e non è neanche più possibile rintracciare il suo box non è che è lì e lo spazio viene mantenuto se volessi ottenere quell'effetto tolgo il display e gli do opacity 0 e visibility hidden in questo modo l'elemento non c'è ma in realtà è esattamente qua Vedete che mantengo comunque la stessa altezza, cosa che non succede con display. Con display vedete perdo esattamente totalmente l'altezza, l'elemento non esiste proprio più. Display può assumere altri valori che andremo a vedere successivamente perché creano dei layout che si organizzano in altri modi. Prima di vedere questo andiamo a vedere la proprietà di tipo float. Float in inglese, tradotto all'italiano, vuol dire meramente galleggiante galleggiando in realtà. Ed è quello che possiamo far fare ai nostri elementi. La proprietà float permette di far galleggiare nel senso che esce da quello che è il suo box model dal flusso del suo box model e va, a, diciamo, a galleggiare dal lato eh, che noi vogliamo. Per farvi vedere subito come funziona, basterà passare la proprietà float alla nostra immagine e dirgli di andare a destra, andando a destra, lui si allineerà in questa maniera col nostro articolo. Quindi avremo il titolo, il titolo, il testo e tutti gli elementi del caso. Ma la nostra immagine sarà praticamente alla destra del nostro titolo. Posso farla flottare anche a sinistra. E come vedete, il testo si organizza in questa maniera. Questo perché? Perché noi al testo abbiamo passato come proprietà. Di, non, di essere al massimo largo 60CA ovvero eh, caratteri spostandosi di qua questa dimensione per il font eh, per il paragrafo conta cioè il paragrafo adesso è da qua a qua quindi in questo punto esattamente lui sfora le, i 60 caratteri di, di larghezza quindi se io adesso andassi a eliminare questa velocità come vedete occuperò tutto lo spazio e mi sposterò dall'altro lato questa è una cosa molto importante perché come vi ho detto prima l'immagine proprio esce dal flusso dell'intera pagina come se non facesse quasi più parte in realtà ne rimane ancora eh, parte integrante però gli elementi, gli elementi che sono sotto salgono con tutto il loro box quindi questa parte fa parte proprio del paragrafo in realtà e per vedere queste cose qua una cosa che possiamo fare è proprio eh, aprire il developer tools che ci basterà tasto destro, andare su ispeziona e ci aprirà, adesso me l'ha aperto da un'altra parte, ma ve la trascinerò su questa schermata, ci aprirà questo incredibile tool che ci permetterà proprio di navigare tra i nostri elementi, premendo qua, vedete, e evidenziandoci nel nostro, nella nostra pagina, come vedete se io vado qua sul paragrafo, vedete che il paragrafo occupa veramente tutta questa parte, non occupa solo questo pezzettino e poi si curva qua, per questo succede esattamente questa cosa. Cliccando andrete nel dettaglio dell'elemento, vedrete qua lo styling che è applicato, potrete fare delle prove, potete in diretta cambiare delle proprietà e vedere cosa succederebbe sulla vostra, sulla vostra pagina. Potete fare tante belle cose e soprattutto una cosa molto interessante che potete fare è quella di premere questo tasto che vi permetterà di lavorare su tutti i dispositivi. Posso andare su un iPhone X e qua avrò la dimensione dell'iPhone X e come si vede la mia applicazione, la mia, la mia pagina web su iPhone X. Oppure eh, se volessi posso aprire Responsive e potrò io cambiare direttamente la mia pagina. Ok? La dimensione della mia pagina. Posso vedere anche gli iPad, insomma ci sono tutti gli elementi che... Su cui una, con cui una persona può navigare, e questo è molto importante quando si sviluppano le pagine web. C'è anche eh, il famoso Galaxy Fold con il suo doppio schermo, come vedete, questa è la dimensione che avrebbe il telefono sul doppio schermo, ok? Ci sono insomma tutte le dimensioni generali su cui con cui una persona potrebbe navigare sulla vostra applicazione o sulla vostra pagina web. Prima di andare qua disabiliterete esattamente questo tool e potrete rimanere con la vostra finestra. Qui abbiamo il nostro box model, vedete, che ci evidenzia per il nostro contenuto quello che è il contenuto, quello che è il padding che 0, quello che è il border 0, quello che è il margin, che è questo elemento. Chiudiamo il nostro tool, che al momento non ci serve più, e l'ultima cosa è l'ultimo valore che può assumere float e che è quello che ha di default e ovviamente NAN. NAN. riporterà la situazione esattamente al punto iniziale. A questo punto siamo pronti finalmente ad affrontare quello che è il primo dei metodi veri di organizzazione del layout avanzati che sono disponibili nel CSS ed è proprio il flexbox. Il flexbox che, che cos'è in breve, qual è il suo scopo e come si organizza permette innanzitutto di creare dei layout avanzati in cui abbiamo a disposizione degli elementi avanzati e soprattutto responsive cosa vuol dire? che è in grado di riorganizzare il layout in base a quelle che diventano le dimensioni del, dello schermo del dispositivo dell'utente che sta vedendo la nostra pagina web la nostra applicazione è divisa in container e item il container è l'elemento sul quale si applica la proprietà di display flex e gli items sono gli elementi che subiscono la proprietà di flex, quindi il container è esattamente questo uh, contenitore e gli items sono questi, insieme compongono il contenitore e sono organizzati in questa maniera creando questo tipo di layout. E come prima cosa andiamo proprio a creare il nostro container. Magari togliamo un po' tutta questa roba di cui al momento non ce ne facciamo più niente. Così deve avere tutto un pelo più ordinato. Anche questa cosa può tornare a essere visibile per quanto mi riguarda. E andiamo a creare il nostro container. Lo creeremo diciamo sopra i nostri articoli. Quindi creiamo un div che io chiamo, a cui darò la classe di container e poi creiamo 6 div con la classe di items il primo sarà a b c d e f f Andiamo a salvare e otteniamo un po' questa roba qua che non ha nessun senso in questo momento. Andiamo sul nostro CSS e creiamo. Ovviamente container è il nome che ho dato io alla classe, non c'entra niente col, col flexbox, si può chiamare in qualsiasi modo. Eh, e la classe è semplicemente il nome della classe in cui conterremo questi elementi. Non è che per applicare flexbox bisogna chiamare, applicare la classe di container, non, non succede questo. E diamogli innanzitutto magari un background color che può essere tranquillamente non ma white poi gli diamo del padding di 20 pixel un'altezza una larghezza una larghezza possiamo anche non per quanto mi riguarda Altezza, anche gli diamo un bel margine di 250 pixel e auto e poi applichiamo la proprietà di display flex. E come vedete, già i nostri elementi possono essere incolonnati, a essere tutti sulla stessa riga. Dopodiché andiamo a lavorare magari sui nostri items un attimo e vedremo white with 20 px, background color un bel verdino gli diamo, quindi un RGB, il verde a poco rosso, abbastanza verde e un buon bilanciamento di blu, poi gli daremo del padding. padding facciamoci, facciamoci così facciamoci così che almeno si vede un po' meglio del padding e gli diamo orizzontalmente 15 pixel e verticalmente 12 ok un margine tra uno e l'altro 10 pixel allineiamo il testo al centro e diamo un border radius di 3 pixel andiamo a salvare e otteniamo esattamente queste forme che ho usato perché fosse un pochino più carino e fosse più interessante andare a vedere quella che è la dimensione degli elementi come vedete sono passati già dall'essere in colonna all'essere riga se io togliessi flex otterrei questa roba qua applicando già la proprietà di flex già inizio a, a intravedere quello che è un layout e un'organizzazione di questo layout. Le prime proprietà che andremo a vedere per quanto riguarda il flexbox sono flex direction e flex wrap. Flex Direction semplicemente regola quella che è l'organizzazione dei contenuti eh, di default è Row, se non passo niente, avrò come Flex Direction di default Row, se no posso passare column, che okay, li riorganizza in colonna, Row Reverse che li organizza al contrario e tutti dall'altro lato, colm reverse che fa esattamente la stessa cosa. Ok? Che okay. sono al contrario rispetto a prima. Io li voglio in riga, quindi al momento commento questa roba e ce li ho di nuovo sulla stessa riga. La seconda proprietà è già un pochino più interessante. Di default i nostri contenuti sono organizzati in modo che non vadano a capo. Quindi se io qua prendessi questi items e ne mettessi altri e riempicudissi lo schermo, come vedete loro si comprimono piuttosto che andare a capo e quando non possono più comprimersi eccedono dallo spazio del loro layout. Per evitare questo tipo di comportamento si utilizza la proprietà flex wrap flex. Wrap, che ha come valore di default non wrap, quindi non andare a capo. Wrap che permette di andare a capo mantendo la dimensione precedente, quindi una volta che supero eh, lo spazio per aggiungere un altro elemento, lui porterà a capo un elemento. Posso andare a capo al contrario, ovvero che gli elementi che vanno a capo che non ci stanno vanno sopra, ok? Invece che andare sotto, oppure posso passarli no wrap. Non mi fa andare a capo e mi permette di spaccare piuttosto il layout, o comunque, preferire che i contenuti si stringano piuttosto che andare subito a capo. È un po' questo il ragionamento, vedete, la dimensione cambia. Al momento manterremo nov perché abbiamo bisogno di vedere altre proprietà all'attivo. Magari togliamo un po' di questi così qua che non servono tutti. Ok, siamo tornati alla situazione precedente. È giunto il momento di iniziare un po' ad allineare i nostri contenuti. La prima cosa che faremo è quella di aggiungere un'altezza al nostro container. Vedremo 300 pixel. E come vedete i nostri contenuti sono allineati sia sì come prima, ma adesso occupano tutto lo spazio possibile. Lo spazio che non occupano è lo spazio dato dal padding del nostro container. E io però voglio andare ad allinearli in maniera differente. La prima cosa che andremo a vedere è l'elemento orizzontale che si fa con Justify Content. Justify Content si applica all'elemento container, no? quindi quello che contiene gli elementi, perché è quello che contiene gli elementi a far sì che... Eh, di gestire il layout come viene organizzato orizzontalmente e verticalmente nei suoi spazi. Io posso passarli come proprietà center, dove gli elementi verranno messi al centro del mio container, oppure posso passarli... Flex Start, che è il valore di default, che torna ovviamente alla situazione iniziale, e Flex End, dove vanno ad allinearsi tutti al fondo. Dopodiché ho altre proprietà, che sono Space Around, dove lo spazio orizzontale disponibile viene organizzato in maniera uguale tra ogni elemento. Poi ho Space Heavenly, che sembra Space Around, ma come vedete lo spazio distribuito anche lateralmente rispetto sia al primo che all'ultimo in maniera uguale a quello che c'è in mezzo mentre con space around come vedete eh, non, non è così dopodiché ho space between ho space between dove a partire dall'inizio solo lo spazio interno viene organizzato in maniera uguale tra gli elementi e all'inizio sono allineati con l'inizio appunto del container dopodiché ho gli elementi di allineamento verticale e ho Align Items dove ho Center dove gli elementi verranno organizzati al centro quindi se io qua avessi Justify Content invece che Space Between Center Center verranno organizzati in questa maniera dopodiché ho Flex Start che li fle Flex End dopo Flex Start che li porterà in alto poi ho Flex End che li porterà in basso e poi ho proprietà differenti con stretch che è il valore di default che occuperà tutto lo spazio disponibile in altezza del nostro container e poi ho baseline baseline sembrerà uguale a flex start ma perché quello che fa è che cerca di organizzare lo spazio del contenuto allineando tutto il contenuto alla stessa altezza questo lo possiamo vedere molto bene se per caso cercassimo di andare a targetizzare tra la classe container Items utilizzando uno pseudo selectors, quindi due punti. Child prendessimo il terzo, gli dicessimo di avere un line he di 100 pixel, Come vedete verranno tutti allineati in base al loro contenuto, allo spazio del loro contenuto nel box model. Se andassi a passarli invece invece che baseline. Flex Start, come vedete, non saranno organizzati in questa maniera, ma a partire tutti sulla stessa linea, tutti occupando lo stesso spazio, che okay? è questa differenza tra flex-start e baseline. Continuiamo il nostro viaggio all'interno del Flexbox e andiamo a vedere una cosa molto importante, ovvero che possiamo applicare e riorganizzare l'ordine dei nostri elementi. Lo farò eh, direttamente nell'HTML perché è sicuramente più comodo rispetto a che scrivere tarchettizzarli uno a uno, cambiare le classi, e fare questo lavoro qua. Quindi li passeremo style e li daremo order, questo va applicato sui singoli items. Al momento passiamo a tutti il valore di uno e poi andiamo a modificarli in maniera manuale. Diciamo che A diventerà il quinto, la B diventerà il terzo, lui rimarrà il primo, lui diventerà. Il quarto, lui il sesto e lui il secondo. Andiamo a salvare, e come vedete, tutti i nostri elementi sono completamente ribaltati rispetto a prima, hanno tutti un ordine differente. Questo può essere molto utile quando magari si va a riorganizzare il layout, quando si vedranno magari quelle che sono uh, le, le media query potremmo tranquillamente immaginare che tra le possibilità, quando magari uno schermo supera una certa dimensione, spostare magari l'ordine e il primo può diventare la A, non essere la C. Quindi ci sono diversi metodi di utilizzo di questa proprietà che sembra non così utile, ma in realtà è molto 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 utile. Altre proprietà molto importanti, anzi forse tra le più importanti che, su cui si può uh, lavorare nel mondo del flexbox sono sicuramente la triade del flex grow, flex. Flex grow. Al momento li passiamo uno per non avere errore. Flex shrink uno e flex basis. Ripassiamo 50 pixel e andiamo a salvare. Come vedete, hanno assunto tutti un'altra dimensione. Questo, nonostante io qua abbia un valore di default che è 20 pixel viene sovrascritto e anche cancellandolo non cambierà assolutamente niente. Questo perché? Perché flex basis eh, partendo appunto come proprietà da analizzare con flex basis, quello che fa flex basis in poche parole dice quello che è lo stato iniziale, la grandezza iniziale del nostro elemento di default, che è di 50 pixel. Se io, ad esempio, questo dicessi che è di 100 pixel, come vedete, lui diventa più grosso rispetto agli altri perché lui parte da 100 pixel. Io mi vado a dire che è di 50 pixel e questo è lo scopo di flex basis, mentre flex grow serve a definire come un elemento cresce rispetto agli altri. Molto importante quando si decide di passare flex grow a un item, di passarlo a tutti gli altri perché se io andassi a posizionare come valore 0 o comunque a non dare flex grow agli altri elementi, andando a salvare l'elemento, occuperà tutto lo spazio possibile non appena ne avrà la possibilità. Questo perché? Perché se io adesso andassi a ingrandire lo schermo, come vedete, l'elemento A diventerà gigante rispetto agli altri e occuperà tutto lo spazio. Libero possibile. Okay, questo perché, perché è l'unico che ha la, ha la proprietà di Flex Grow. Se io andassi a passarlo a tutti gli altri elementi, come Flex Grow in questo caso e li vado a passare di nuovo a tutti il valore di 1 e salvo, come vedete tutti avranno la stessa dimensione. E allora, qual è l'utilizzo di, di questa proprietà? È quello appunto di definire come gli elementi vanno. Crescere. Se ad esempio all'elemento B io passassi un Flex Grow di 3 e all'elemento D passassi 5 e andassi a salvare, quando hanno lo spazio questi crescono eh, molto di più rispetto agli altri. Come vedete eh, la E va a crescere. 5 volte più velocemente di F e D occupa 5 volte lo spazio, così come B cresce più velocemente sia di A che di uh, che degli altri valori. E Flex Shrink serve proprio invece a regolare come questi elementi vengono uh, rimpiccioliti, come questi si a che velocità ha anche rispetto agli altri rispetto allo spazio disponibile vengono diciamo rimpiccioliti se mettessi 3 a ad a anzi mettiamo la da perché ha già flex crow e poi facciamo prendiamo le cose confusionarie passiamolo ad esempio al valore di c diciamo che lui si stringe tre volte più velocemente e diciamo invece, no, che a era piccolo che aveva il flex crow si stringe cinque volte più velocemente e se io quando andrò a rimpicciolire lo schermo come vedrete a e C rispetto agli altri valori andranno a, a stringersi per primi, vedete quanto sono più stretti rispetto agli altri elementi e se io passassi invece come flex shrink 0 quell'elemento non verrà rimpicciolito, rimarrà alla sua dimensione eh, di base, come vedete B non va al di sotto del flex basis, non scende mai al di sotto di quel valore, piuttosto spacca il layout, ok? Questo è, è molto importante. Come vedete, però, questa scrittura non è eh, così veloce e intuitiva, e soprattutto occupa molto spazio. È da qui che nasce proprio la proprietà flex. La proprietà flex riassume flex grow, flex shrink e flex basis in, un unico, in unica proprietà. Quindi posso spostargli flex e gli dico come primo valore il grow, come secondo valore lo shrink, e come ultimo valore il base. I flex basis. Ovviamente adesso non è cambiato niente, tutto funziona esattamente come prima. Ovviamente la differenza è enorme. Scrivere solo flex rispetto a tutta questa manfrina qua. Continuando il discorso sulle proprietà che si possono applicare ai nostri items, non solo al container, ho fatto un po' di refactoring dove ho messo solo tutto con proprietà flex così che comunque sia. Molto più ordinato rispetto a prima, l'ultima proprietà che ci manca è sicuramente la più, una delle più importanti, una delle più utilizzate, ed è Align Self. Adesso la metterò un po' dappertutto, e Align Self permette di allineare ogni singolo elemento per fatti suoi. Quindi se io, ad esempio, da dicessi che lui sta center Center. Dopodiché a B dicessi che va in flex end, a C dicessi che sta in flex start, posso dire a D che lui se ne sta anche lui al centro, lui se ne sta in alto e lui va in basso. Vedete il nostro layout verrà totalmente rivoluzionato e avrò questo tipo di... Disposizione perché? Perché la proprietà Align Self praticamente sovrascrive quello che è l'allineamento che viene dato dalla Line Items nel container. Ovviamente, non sono obbligato a passarli tutti, se ad esempio l'elemento B e l'elemento. Un catenato in fondo, ok, questa roba qua l'elemento F non avessero questa proprietà rispettano quello che è il valore che viene dato a questi elementi quindi stanno baseline ovviamente adesso C non è baseline perché è stato sovrascritto appunto come flex start ok quindi questo elemento è molto importante questa proprietà serve tantissimo a creare appunto dei flow particolari per i nostri elementi L'ultima proprietà, è sicuramente una delle più, più importanti e una delle novità, diciamo, di questo ultimo periodo è la proprietà gap. Cancelliamo mente quelli che sono gli align self che erano solo a fine dimostrativo, salviamo tutto torna esattamente come era prima. Gap cosa fa? Organizza quello che è la spaziatura tra i singoli elementi, quindi se io volessi che tra i singoli elementi ci fossero, non 50 perché se no spacchiamo tutto, 20 pixel, al momento eh, lo spacing è organizzato dal margin, se io mi organizzassi così vedete che sono tutti appiccicati, se io invece andassi a inserire il gap come vedete sono spaziati esattamente di 20. Pixel. Ovviamente poi io posso innestare altri elementi all'interno di un container flexbox, quindi se io andassi a prendere ad esempio il mio elemento c e dicessi che all'interno io ho un h6 con scritto io, e un paragrafo con scritto io, io, Andassi a salvare, al momento fa questa roba orribile, ma perché c'è un line -eight gigantesco? Se io andassi a dire che il mio itemsC a cui ho dato la classe di itemsC. Ha un bel display flex, come vedete io ottengo i miei elementi che si posizionano in questa maniera. Vado poi a dirgli che avrà un gap, ad esempio, di 37 pixel e otterrò di nuovo un, un elemento uh, orizzontale. Voglio che gli elementi siano allineati al centro, alline items center e adesso saranno tutti allineati al centro. Ok, questo è... È fondamentale, io posso andare avanti all'infinito a innestare Flexbox in Flexbox in Flexbox questo per capire la potenzialità di questo metodo di layout e soprattutto quanto sia uh, responsive, se vado ad allargare, le cose si allargano se superano le dimensioni, le cose possono andare a capo se io gli do l'input di andare a capo quando sforno nel layout. Quando intendo novità per gap, intendo che prima gap ovviamente funzionava lo stesso per il Flexbox, ma quando si vedeva, un contenuto dal browser di Safari e non da Chrome, come sto facendo io, la proprietà Gap quando c'era un display flex era inutilizzabile, quindi gli elementi erano tutti appiccicati. Una valida alternativa all'utilizzo del Flexbox è sicuramente l'utilizzo del Grid Layout, che è un metodo di organizzazione del layout. Più preciso, decisamente più preciso, che però richiede un maggiore effort a livello di organizzazione manuale del layout. Se chiedete qual è meglio, eh, di per sé non c'è una scelta migliore, dipende da cosa state facendo. Se dovete organizzare un layout molto complesso, sicuramente il grid layout è la soluzione giusta. Se avete bisogno di fare qualcosa molto veloce e molto semplice, sicuramente il flexbox è la scelta migliore. La differenza principale oltre alla maggior manualità di cui avremo bisogno, è che il grid layout necessita di organizzare sia l'altezza che la larghezza degli elementi, mentre con il flexbox, come abbiamo visto, quello di cui ci occupiamo di eh, controllare come si restringe o si allarga è la larghezza, mentre col, con il grid avremo bisogno di gestire e controllare anche l'altezza. E quello che è proprio lo scopo del grid, come diceva nome, è proprio quello di creare una griglia all'interno della quale collocare e posizionare i nostri elementi. Ma andiamo subito a vederlo in azione. Eccoci di nuovo davanti al nostro layout, e la prima cosa che dobbiamo andare a fare è quella di fare un refactor per permetterci di iniziare a lavorare con il nostro grid item. Per fare questo andremo a posizionare sotto il nostro eh, caro amico container un altro div che chiameremo grid container e all'interno andremo a posizionare altri div che chiameremo grid items per 6 e andremo a dirgli che 1 2 3 4 5 e 6 esattamente il loro valore andiamo a salvare ora abbiamo di nuovo questa roba brutta qua ora andiamo a dargli un po di senso a livello di styling e una cosa che volevo farvi vedere è che noi possiamo applicare lo stesso blocco di stile anche a più elementi se io qua andassi a inserire grid container apponessi una bella virgola alla fine e salvassi ecco che ho di nuovo lo stesso elemento di prima ok ovviamente ho bisogno di andare a separare quelli che sono i display di questi elementi quindi andrò a dire che container avrà il suo display flex in questo punto e vado ad eliminare questo valore così come vado ad eliminare questo valore e gli darò il suo bel flex Wrap nu wrap, così come il nostro amico grid container avrà le sue belle proprietà che sono sicuramente display grid, margin, top. E un'altra cosa che volevo farvi vedere in questo piccolo frangente è che posso anche utilizzare dei valori negativi. Se volessi tirare su questo elemento di un po' di 250 pixel, ecco che Andando a salvare lo tiro su e si posiziona in questo punto. Quindi posso fare anche questa roba. Intanto il display grid come vedete si è attivato. I miei sono ben spaziati. Ora andremo a dargli un pochino di colorini e sarà tutto più carino. E dopodiché andremo a dargli il suo bel grid items. Forse posso mettere su questa roba e metterla sotto al container. Così che siano tutto lo schermo dedicato al nostro grid e semplicemente diciamo che hanno color black padding 18 pixel e 36 pixel 36 pixel e font size gli diamo 1.30 m e poi facciamo una cosa semplice Diciamo che grid container, grid items, child, ecco gli daremo uno. Facciamo questa cosa per tutti gli elementi. Me la vado a copiare così faccio più in fretta. Semplicemente gli applico dei colori, non faccio niente di più. Incredibile, facciamo così. Ok, vado a salvare e come vedete ho applicato questi colori come vedete vado a spaccare il layout quindi ho bisogno di iniziare a gestire quella che è veramente l'altezza quindi vado a dirgli che ha un min have di 300 pixel e che la sua altezza è il 100% vado a salvare ora ho tutto il layout come vedete già iniziamo ad avere dei problemi con l'altezza e vi fa capire quanto sia importante gestire l'altezza in questo caso il fatto che questi elementi siano posizionati qua al centro eh, non dipende dal fatto che abbiamo un display grid, ma perché al momento è influenzato da queste proprietà lo stesso, perché sono comunque in comune. Adesso io questa roba la vado a togliere da qua, prenderò questo incredibile background e lo andrò ad appiccicare qua, tanto non fa nient'altro di più incredibile, anzi sicuramente meglio così, così non abbiamo neanche più il nostro, il nostro gap. Come vedete ora sono andati ad occupare interamente tutto lo spazio disponibile, io volendo per non fare questo posso andare semplicemente a dare dei valori agli items, al momento non lo farò, va bene così perché ci dà subito l'idea un po' differente di come funziona effettivamente il nostro grid. Iniziamo ad andare alla scoperta delle proprietà del nostro display grid. Sicuramente la prima e più importante proprietà è proprio quella per andare a creare quella che è la nostra griglia. Per fare questo abbiamo a disposizione lo strumento Grid Template Columns che ci permetterà di dire come sono organizzate le nostre colonne e quante sono le nostre colonne e ho diversi modi per farlo. Posso dire che la prima colonna magari è di 50 pixel, la seconda è di 200 pixel e la terza è di 120 pixel ad esempio. Vado a salvare, come vedete, questi elementi prendono esattamente questo tipo di misura. Ok a discapito di quella che è la loro dimensione, perché al momento non è indicata. Se io qua andassi a dire che a 50 30 pixel, come vedete otterremo che c'è dello spazio perché questa colonna deve occupare per forza questa dimensione che io ho dato a questo elemento. Ok, questo è molto importante. Andiamo a cancellarlo perché al momento non ci serve. E abbiamo di nuovo questo tipo di disposizione, come vedete, noi abbiamo proprio tre colonne e quando terminano, il nostro layout va a capo. Ho altri modi con cui posso esprimere questi valori e sono esattamente ehm, commento questa roba. Qua, la rincollo e posso utilizzare le frazioni, quindi posso dire che un elemento corrisponde a un fr un fr che rappresenta una frazione quindi in questo momento è diviso, è diviso in tre frazioni identiche in questo modo creerò un layout identico oppure posso dire che questo elemento magari è due volte eh, la grandezza quindi avrò questo tipo di disposizione posso anche andare a utilizzare quella che è, è spesso utilizza proprio questa la funzione repeat che accetta come primo eh, parametro il numero di volte che si vuole ripetere il successivo elemento quindi posso dire 6 un fr quindi le farò identiche farò, avrò 6 colonne identiche ora posso dire che avrò 3 un fr e poi avrò un repeat di 2 2 fr e avrò questo tipo di organizzazione come vedete mi permette di creare un layout molto più manuale, molto più preciso e di giocarmela e di giostrarmela un po' come mi pare e piace. Tornerò ad avere semplicemente questo tipo di organizzazione. Una cosa molto importante a tenere a mente è che il layout poi si ripete all'infinito: se io aggiungessi 500 elementi, li avrei comunque tutti divisi in questa maniera. Il secondo elemento che ho per andare a lavorare sulla mia griglia è il Grid Template Rose, che organizza semplicemente le righe. Se io può andassi a dire che ho un fr un fr e eh, un fr in questo momento ho tre eh, righe e ho proprio lo spazio libero sotto perché le organizzo in questa maniera quindi se io quando a dire che ho due fr ecco che avrei questo tipo di layout se avessi un fr anche per le colonne si va a ripetere esattamente lo stesso tipo di, eh, di schema se qua andassi a dare la larghezza come vedete Praticamente lo stesso layout di prima, mettiamole magari qua 3. Ho lo stesso layout di prima, eh, solo che lo spazio occupato da questi elementi è la loro grandezza più quello che io ho detto che è lo spazio che occupa il loro contenitore. Ok, la loro cella, chiamiamola cella. Questo è in poche parole un po' come funziona il display grid. Se volessi andare a dargli un po' un qualcosa di sempre tutto. standard, come diviso, vado a dare le proprietà auto, auto, auto ad esempio e otterrò questo tipo di layout, vado a cancellare la mia larghezza e ottengo un layout di questo tipo così come il nostro caro amico flexbox però anche il grid ha degli elementi che permettono di gestire l'allineamento dei contenuti all'interno della griglia quindi Abbiamo il nostro caro Justify content a cui possiamo andare a dare classici valori. Che questa volta però non saranno flex start, saranno semplicemente start and center space between and company. Quindi andiamo ad esempio a dare um, space heavenly, attiviamo la nostra la larghezza e diamogli comunque anche a lui una altezza definita. Vado a salvare e ottengo esattamente questo tipo di organizzazione hanno lo spazio che è pari tra i suoi elementi, se andassi magari a mutare l'altezza, vedete così è più chiaro come questi sono andati ad essere organizzati, ma l'altezza è importante per vedere all'opera un po' altri elementi. Il secondo allineatore, che questa volta non è align items ma è align content, e dove vado a dargli magari space between e ottengo questo tipo di layout qua molto, molto particolare. Ed è da notare una cosa molto importante che noi in questo momento abbiamo align content e non align items. Questo perché? Perché c'è una differenza tra queste due proprietà. La differenza nasce da quello che è un items e da quello che è un content. Align items praticamente allinea quello che sono i singoli item all'interno della loro cella. Quindi se c'è dello spazio in più, noi con align items possiamo andare a eh, organizzare dove all'interno di questo spazio loro cella i singoli item sono posizionati, mentre Align Content proprio allinea quello che è la posizione, diciamo, della cella, quindi c'entra, mette dello spazio proprio tra le singole eh, celle. Per vederlo all'opera ci basterà eliminare questa disposizione auto e dargli una disposizione magari eh, non equa. Quindi andando a salvare ho questo tipo di organizzazione e, io vorrei spostare questi elementi però al centro della loro cella. Quindi questo elemento come possiamo vedere dal nostro developer tool, no, è questa griglia è organizzata in questa maniera. Come vedete, questo elemento ha tutto questo spazio a sua disposizione. Ok, questo elemento ha questo spazio a sua disposizione, questo elemento ha questo spazio a sua disposizione. Io vorrei che tutti questi elementi andassero al centro del loro content, del loro spazio disponibile. Per fare questo, mi basterà semplicemente dire Justify items questa volta. E dargli esattamente come giustificatore sempre. Questi elementi vanno a spostarsi al centro. Se io qua invece di avere auto auto, auto, avessi un fr, un fr e andassi a salvare, vorrei che questi elementi fossero al fondo. Vado a dargli Align Items e li vado a dare eh, flex, and e, e questi elementi vanno a spostarsi sotto fondo della loro cella che okay? questo è molto importante a tenere a mente perché eh, per allineare correttamente i contenuti è importante utilizzare le possibilità di allineamento eh, che noi abbiamo anche qua possiamo accedere alle proprietà di eh, gap per dividere i nostri elementi quindi andiamo un po' a togliere a questi Signore queste belle proprietà così da poter occupare tutto lo spazio disponibile e se io qua andassi semplicemente a dire che tra di loro abbiamo un bel gap di, un gap di 20 pixel ecco che otterrò così come per il flexbox un bel gap. Se qua andassi a mettere 30 pixel avrei un gap maggiore tra le colonne quindi il primo rappresenta il gap tra le righe mentre il secondo il gap tra le colonne. Ora che abbiamo visto come possiamo dividere e organizzare il nostro layout, ora è molto importante andare a vedere il vero potenziale del display uh, grid. Andiamo a dare a tutti questi elementi però un qualcosa di abbastanza equo. Togliamo magari il nostro gap che al momento non è che sia così fondamentale e andiamo a vedere come possiamo veramente sfruttare il potenziale di tutti i nostri elementi e soprattutto della nostra griglia. Noi possiamo andare manualmente a dire dove e quale dei singoli elementi, quali colonne quali righe occupa, come utilizzando le proprietà gridColumn e gridRow. gridColumn dove noi dobbiamo andare a dare un punto di partenza e un punto finale, quindi diremo che il nostro elemento 1 parte dalla posizione 1 e arriva a occupare la posizione 3, ok, quindi occupa esattamente questo spazio. Se io volessi andare a alla terza colonna ho due modi, o gli do meno 1 perché so che ho tre colonne, quindi voglio occupare tutta l'intera riga, quindi dall'inizio alla fine, oppure posso passare i valori con span. Span 2, occupo la stessa cosa di prima, span 3, occupo tutta la riga. Questo cosa vuol dire? Che dalla posizione 1 in cui mi trovavo precedentemente, quindi dal col, dalla colonna numero 1, vado avanti di tre eh, spazi, quindi 1, 2 e 3. Ok, senza spani invece arrivo al terzo, alla terza colonna. Ok? Quindi posso dire che questo elemento si comporta così e poi posso dire che occuperà lo stesso tipo di spazio con quello che è la sua bella riga. Quindi andrà dalla 1 questa volta alla meno 1. Alla meno 1, e quindi occuperà tutto lo spazio disponibile e si disporrà in questa maniera. Questo cosa mi permette di fare? Mi permette anche di andare a sovrascrivere quelli che sono alcuni eh, elementi, e metterli uno sopra l'altro. Quindi, se io volessi andare sull'elemento 2 e dirgli che ha un'altezza predefinita, una larghezza predefinita, quindi 200 pixel, è una bella altezza di 50 pixel e posso andare a dire che anche lui occupa come riga va dalla 2 magari diciamo alla 2 quindi sta esattamente eh, al centro e come grid column grid, come grid column anche lui occupa dalla 1 alla 3 ok Vado a salvare, come vedete, questo elemento si posiziona sopra addirittura all'altro elemento. Se dicessi che lui occupa dalla 2, dalla 2, span 3, ovviamente io in questo momento non vedo cosa succede. Perché ho dei valori eh, di altezza e larghezza predefinita. Se andassi a togliere magari l'altezza, ecco che vedo quello che è effettivamente lo spazio che lui occupa. Se togliessi invece anche questo elemento, eh, sembra. Che questo elemento si compriva, ma in realtà lui viene sovrastato. Ok, questo elemento è sovrastato dall'altro. Se qua avessi, eh, span 2, okay, lui si rimpicciolisce e ho esattamente questo tipo di spazio occupato. Se andasse a dirgli invece che lui va dalla 2 alla 3. Okay. Occupo solo questa linea, sono in grado di dividere ad esempio questo elemento in due parti. Come vedete, il potenziale dell'organizzazione del layout grid, nonostante richieda una gestione abbastanza avanzata delle altezze e delle larghezze, è molto più malleabile e molto più flessibile del nostro amico Flexbox. Quindi, ci sono casi di utilizzo in cui si utilizza il grid, e altri in cui si utilizza il Flexbox, anche perché sono comunque due metodi di layout molto, molto giovani. E con questo abbiamo concluso quello che è la nostra parte dedicata all'organizzazione diretta del layout. Ora io la farò rientrare sotto la parte del layout perché secondo me fa parte anche del layout, ma ora inizieremo un po' tutta quella parte di transizioni, animazioni, tanto carina e tanto bellina. Però in questo momento avete tutti gli strumenti che, che vi possono permettere di organizzare le vostre pagine, i vostri layout a livello proprio visivo e di organizzazione Grafica e visiva del layout. Esercitate la vostra capacità di utilizzare il flexbox e il grid perché sono due elementi fondamentali, perché sono gli strumenti con cui è stato costruito ogni layout su ogni pagina web che praticamente avete visto. Non ci sono praticamente altri modi di organizzazione particolare del layout, ci sono metodi ibridi, quindi eh, flexbox più grid, grid e gli elementi all'interno flexbox. Insomma, ci sono tanti, tanti modi per fare questo. Ora passiamo a quelle che sono le transizioni. Cos'è una transizione? La transizione è il modo in cui un elemento passa da uno stato ad un successivo stato e per stato intendo eh, dimensione, eh, colore, visibilità, tutto questo insieme di eh, proprietà. Quindi da una certa quantità di una determinata proprietà o di pixel o di spazio o di ombra. O di, di, di colore ad un'altra quantità di colore per fare questo utilizzeremo proprio il nostro bottoncino eh, che abbiamo qua in submit metteremo una classe incredibilmente fantasiosa di submit btn. btn non so più scrivere andiamo a salvare un attimo e poi andiamo a dargli un po' di styling base per vedere come funziona esattamente un po' questa roba. Utilizziamo un buon vecchio attribute selector, dove vedremo che type, uguale submit, il bottone che ha questo type e avrà un background color till che mi sembra carino, colore del testo white, total white, padding, un classico padding da bottone è 0.825 825 REM e 2.25 REM, ha un bel border radius di 20 pixel Font size di 1.1m, font wave di un bel 600, border. Nan ok, vediamo un po' com'è diventato il nostro bottoncino. Ok, così diamo un pochino, secondo me, di margine. Margin e vedremo che a 16 pixel e 0 pixel, poi di spazio in questa maniera questa caffonata qua. E poi gli diamo una proprietà proprio da bottone che è cursor pointer. Cursor pointer altro non fa che semplicemente far diventare il nostro cursore una manina. Ok, se io volessi rendere interattivo questo bottone, posso utilizzare lo Pseudo Selector eh, over, submit. Over. E posso andare a dirgli che avrà un background color che diventerà tomato e che prenderà come padding 1.25 1.50 rem e 2.75 diciamo, rem. Vado a salvare, e cosa succede quando passerò? Sopra al mio bottone lui diventerà più grosso, tecnicamente se non è submit, mai submit BTN. Niente. BTN, ora io passando col mio cursore sopra questo bel bottone, avrò questa transizione, questo cambio di, di stato. Ma come vedete, questo avviene, ma come si dice in termine tecnico, fa schifo. E ovviamente questo non può succedere che un bottone passi da uno stato all'altro in questa maniera, ed è proprio in questa serie di, di situazioni che avviene e che si utilizza quello che è la proprietà transition. Transition regola esattamente come questo avviene, accetta come primo parametro che tipo di transizione, quindi opacità, colore and company, padding è quello che stiamo utilizzando, oppure il parametro all che viene utilizzato per applicare questo tipo di transizione a tutti i. Gli elementi, a tutte le tipologie di transizione che possono avvenire come secondo parametro senza virgola, accetta in quanto tempo questo avviene, gli passerò tre secondi momentaneamente, dopodiché accetta che tipo di transizione abbiamo, esistono diverse, ed è il modo in cui la velocità con cui questa transizione avviene, is ha un'accelerazione durante nel mezzo diciamo di questa transizione. Is in accelera all'inizio della transizione, ISIN out accelera all'inizio, poi rallenta per poi riaccelerare e is out invece accelera uh, in uscita dall'animazione, quindi verso la fine dell'animazione. E poi come ultimo valore accetta uh, il delay, ovvero dopo quanto tempo inizia questa animazione. Ora ho messo valori molto larghi in modo che possiamo vedere effettivamente cosa sta andando a succedere. Già vedete un po' quello che accade. Passando sopra il bottone vedete che questo passaggio di colore e di stato avviene in maniera graduale, ovviamente così fa uh, anche questa volta vomitare e come vedete avviene anche quando io poi me ne vado, normalmente i valori che si passano sono in millisecondi, si passa tendenzialmente uh, 175 millisecondi e ritardo ovviamente 0. E ora passando ottengo questo tipo di transizione che è molto più da, da bottone, ovviamente non sarebbe così esagerata, essenzialmente quello che si fa uh, per un bottone è quello di aumentare il padding leggermente, quindi magari un REM e uh, 230 REM e dargli un colore che se in questo momento è che ok quasi da til. E poi si va a giocare una tonalità un pelo più chiara per dare il feedback di passare sopra al bottone, no? si fa questo tipo di eh, transizione generalmente. Ok, questa è una molto, molto smooth, molto, molto carina. Anche solo andare a dare il colore, come vedete, eh, è sufficiente per dare l'impressione di essere sul bottone. Vedete come passare su questo bottone in questa maniera e non. Cambia totalmente quella che è l'esperienza dell'utente con questo bottone. Okay? Ti dice ok, amico, guarda, è attivo questo bottone, stai per premerlo. Questo è un po' quello che è l'utilizzo della proprietà di, di transizione, una proprietà molto molto importante che si, si utilizza molto molto spesso e fondamentale per, soprattutto in tutte quelle tipologie di azioni che poi portano e sono conseguenze dell'interazione dell'utente con un nostro elemento sulla nostra pagina. Una seconda tipologia di transizione, quindi di passaggio da uno stato all'altro, è quella che è la trasformazione. La trasformazione altro non è che la variazione forzata di alcune proprietà, quindi che possono essere eh, trasformazioni fisiche come la posizione di un elemento, oppure la sua grandezza rispetto agli elementi e alle proprietà che vengono indicate, quindi la proporzione di questo elemento, oppure trasformazioni di orientamento, quindi eh, di rotazione soprattutto. Per applicare queste, questa proprietà basterà dire transform e poi avremo ad esempio translate, in cui possiamo avere translate x, quindi sull'asse x o translate y, oppure translate normale che le riassume tutte e due, dove passiamo come primo valore quello che è la x, quindi 50 pixel ad esempio, dopodiché la y. Quindi passiamo. 30 pixel e come vedete, l'elemento andrà a essere fuori dalla posizione rispetto a dove era prima, magari così è un pelo più evidente 200 pixel e il mio caro amico va a finire qua giù. Posso utilizzare anche valori negativi per tirarlo su, ok? 30 pixel e il mio elemento se ne va qua, se esagerasse, dicessi meno uh, 2000 pixel il mio elemento se la svolazza da queste parti, ok? Quindi posso spostare forzatamente questo un elemento da una parte all'altra, dopodiché come trasformazione sempre fisica ho lo scale, quindi ho transform sempre scale, ok? Stesso discorso x, y, e scale si esprime in valori eh, 1 punto, ok? Quindi dico 1.5, lui sarà tutte le sue dimensioni precedenti, tutte le sue proprietà saranno una volta e mezza più grandi di prima. Vado a salvare il mio bottone, adesso è gigantesco, ok? Tutte le sue proprietà, quindi font size, uh, pixel, border radius, tutto verrà aumentato di una volta e mezza. Dopodiché abbiamo le proprietà di rotazione, in cui abbiamo transform. Rotate, stesso discorso. XY, questa volta abbiamo anche l'asse Z. Quindi magari vado a dire rotate X e lo ruoto di 30 degree. Vado a fare questa roba qua e come vedete il mio bottone. È, è, adesso si vede poco. Magari mettiamo 50, vedete come sta andando a, a ruotare su se stesso. Sta accadendo. All'indietro, oppure sta cadendo in avanti, prende un po' uno come vuole vedere le cose, ok? Posso passare a rotate Y e succederà esattamente questa roba. Lui si inizierà a ruotare su se stesso, possiamo magari 90 gradi. Okay. E lui in realtà c'è, ma è, è una riga. Eh, sottilissima se andassimo a 100 gradi lo vedremo eh, un po al contrario ok dopodiché ho il mio Rotate z volendo che fa una cosa abbastanza ambigua ok forse con 100 non si capisce bene cosa faccio mettiamo solo 20 ok e lo va un po a, a tirare su quasi come se se penzolasse dopodiché abbiamo l'ultimo che è forse è quella meno intuitiva ed è lo skew transform skew skew praticamente fa una cosa un botto anni 80 che va un po' a fare questa sposta indietro, diciamo la, il lato superiore, e in avanti, diciamo la base inferiore. Fa un po' questo gioco schiù, sia orizzontalmente che verticalmente. Allora, mettendo 10 gradi viene meno schifoso, ok? Viene un po' così. E mi ricorda un botto le cose anni, anni 80, Non so perché. E l'ultima parte del nostro corso, prima di passare a quella che è una dimostrazione pratica e un'organizzazione sensata di questo blog, dove le daremo una vera forma, eh, sono le animazioni. Qua parliamo di animazioni puramente realizzate in CSS. Ci sono diversi modi di animare gli, gli elementi. Il CSS è sicuramente la principale, ovviamente in combinazione con JavaScript, permette di far muovere elementi. Man mano che l'utente interagisce con un contenuto. Animazioni pure di CSS sono animazioni ad esempio di spinner, quindi il cerchietto che gira mentre si sta aspettando che, che carichi, oppure di entrati di alcuni elementi, ed è quello che noi andremo a, a fare. Per fare questo, prima di tutto, andiamo ad appiccicare una bella classe, un bel ID, anzi, ID con molta fantasia di eader al nostro eader. E poi andremo qua sotto, ci prendiamo il nostro spazio e andiamo a dire che il nostro header ha un opacity di 0. Andiamo a salvare. E ora il nostro header non si vede più. Il nostro scopo è quello di farlo tornare a vedere, però con una bella animazione, qualcosa di molto, molto interessante e carino. Come si definisce un'animazione in CSS? Con la parola chiave keyframes. Keyframes seguito dal nome che noi vogliamo dare alla nostra animazione che la chiameremo fade in from right, dopodiché si aprono le graffe e poi abbiamo due metodi per, um, per descrivere la nostra animazione. Il primo e più semplice è tu si aprono le graffe e si dice opacity 0 from. Opacity 1 ok, magari li mettiamo al contrario, o magari diamo un vado al contrario, così che effettivamente succeda qualcosa. E il secondo è quello di utilizzare le percentuali. In questo caso li swap, però per essere più veloce, e si dice che magari, senza magari, che allo 0% l'opacità è a 0 e che al 100% l'opacità è a 1 questo metodo è preferito perché poi posso definire magari stati, stadi intermedi, quindi al 50% posso sapere che magari l'opacity eh, in questo momento so che è allo 0.2, quindi so che a metà è ancora allo 0.2, avrà un'accelerazione verso la fine e questo è magari quello che mi interessa. Dopodiché, per applicare la mia animazione, non devo fare altro che semplicemente andare da queste parti e passare Tutte le mie care amiche proprietà quindi andrò a passare animation name in cui dirò che si chiama fade in from right, poi gli passerò animation, animation duration, dove diremo che è di 3 secondi: animation delay abbiamo tutto sul mode quindi li passiamo film mode e film mode che cosa farà l'animazione una volta che sarà giunto al termine a che stato tornerà abbiamo diversi modi backwards torna allo stato iniziale boof accetta entrambi gli stati forwards eh, all st allo stato finale potremmo ovviamente forwards passiamo qua animation delay dopo quanto inizierà la nostra animazione Abbiamo passato una O davanti, animation direction, e direction semplicemente eh, definisce in che direzione andrà la nostra animazione, quindi se normale, eh, reverse, quindi andrà al contrario rispetto a come abbiamo definita, alternate, ovvero che eh, arriverà alla fine, poi tornerà indietro. Noi ovviamente li passeremo normale, animation timing function è il famoso modo in cui l'animazione viene eseguita e poi abbiamo animation iteration count e quante volte verrà eseguita noi possiamo specificare un numero oppure infinito in cui l'animazione andrà avanti all'infinito noi eh, specifichiamo uno perché deve essere eseguita una volta andiamo dove ci sarebbe tecnicamente il nostro eater andiamo a salvare e quello che eh, succederà è che il nostro eater va a comparire piano piano io ho chiamato from right perché quello che voglio è che lui inizialmente sia transform translate x 400 pixel ma io voglio che esattamente in questo stato sia lì ma poi voglio che qua magari sia 200 pixel e qua voglio che sia arrivato a 0 pixel, vado a salvare e ora la mia animazione si sposterà e piano piano arriverà in questo punto avendo degli stati ben definiti. Se io non volessi avere degli stati ben definiti, vado a cancellare lo stadio intermedio e la mia animazione farà questo percorso in maniera molto fluida e secondo me molto molto smooth. Ecco un caso molto classico di utilizzo della trasformazione della posizione per creare delle animazioni. Un'altra cosa molto importante è che ovviamente questa roba eh, così non è, non è possibile scriverla tutte le volte per animazioni in questo modo, infatti noi possiamo utilizzare la proprietà animation che come vedete permette di riassumere tutto in una bella eh, riga, quindi come primo valore li passeremo fade. In from life vedremo che dura 3 secondi. Che in out. Direi di diremo questa volta un secondo. Iteration count li daremo uno di nuovo. Direction gli daremo normal, normal e film. Mode il nostro caramico Forwards, andiamo a salvare la nostra emozione funziona esattamente come prima. Come vedete abbiamo cambiato il modo in cui questo avviene, che accelera all'inizio e poi alla fine si ridessi isin accelera alla fine dopo essere arrivato a un certo punto. Ovviamente questa emozione è tanto lenta, tendenzialmente, a una roba del genere si danno 500 millisecondi e sicuramente un is out l'animazione poi sarebbe esattamente in questa maniera forse così è ancora un po' veloce ma soprattutto perché arriva da abbastanza lontano passando magari 200 e 200 gli si dà ok 750 così 5 secondi e 7 e lui si arriva qua in questa maniera ok con questo concludiamo la parte sulle animazioni. Un'ultima cosa è che bisogna sempre aggiungere quello che è il browser support. Soprattutto per i browser non giovanissimi, è necessario apporre dei prefissi per utilizzare queste animazioni su, su altri browser. È una cosa molto importante da tenere bene a mente è che molte, non molte, diverse proprietà, non tantissime su alcuni browser magari non funzionano, per vedere questo c'è un bellissimo can i use e andiamo su can i use, uno va su questa pagina, magari scrive ad esempio uh, grid, ho scritto gird, però lui ha capito, e lui ti dice quali browser supportano questa proprietà e cosa non viene supportato, ok? Se passassi ad esempio a gap, come vedete su su alcuni browser non era supportato, ora è supportato ovunque, eh, tranne su Opera Mini a dispetto e anche su eh, queste cose qua fastidiose. però è molto utile per rendersi conto se una proprietà proprio non è eh, assolutamente utilizzabile oppure se oppure sì, ci sono proprietà che eh, faticano a, ad essere utilizzate dappertutto. e ti dice che l'animation ormai è praticamente supportato eh, ovunque però era buona norma ed è buona norma eh, assicurarsi che le animazioni funzionano dappertutto per fare questo si utilizzava e si utilizza o comunque il prefisso per far, eh, per il cross browser è quello di applicare per ehm, Chrome e Safari adesso questo lo copio così sono più veloce il prefisso WebKit Webkit, ok, ho scritto veramente malissimo perché non si so può scrivere stasera. Webkit permette questa roba. Per Mozilla abbiamo Moz, ok. E invece per il nostro nemico assoluto opera, opera abbiamo O, ok. Questo dovrebbe permettere a, a, su ogni browser, anche qualora uno arrivasse di spetto con questo browser, che ovviamente non è più utilizzato, questo è pochissimo utilizzato ma esiste ancora, così come questo, questo è meglio che cada per terra e eh, non ci siamo mai più, eh, però permette anche a queste persone di poter utilizzare quella che è la nostra... Proprietà, infatti, qua ci informa di utilizzare questi elementi per far sì che sia supportato da questi browser. Ora che abbiamo terminato la parte teorica del nostro corso, è tempo di andare a fare qualcosa di pratico e interessante, quindi trasformare un po' questa, questo casino qua in qualcosa di più interessante e più organizzato e raggiungere questo tipo di risultato, quindi un classico blog, impostazione molto blanda di un blog, ma che comunque fa vedere quanto cambi, quanto il CSS possa veramente cambiare e che cosa ne possiamo andare a realizzare con il nostro CSS partendo da un qualcosa di questo tipo. Ovviamente la prima cosa che faremo sarà un refactor dell'HTML e lo faremo passo passo, mentre suoneremo prima diciamo la parte alta del nostro blog. In, in questa sezione e poi dopo procederemo fino al fondo, ok. Quindi la prima cosa è quella di andare a fare un po' di refactor del nostro HTML. Sicuramente, come prima mossa, possiamo togliere un po' questo main CSS e andare a creare diciamo un altro file che chiameremo style.css. Ok faremo style CSS, chiuderemo un attimo questa roba e al posto del nostro main CSS andremo ad installare il nostro style.css e tutto quanto ovviamente tornerà al suo stato iniziale. Dopodiché andiamo un attimo a fare una ristrutturazione di quello che è la parte iniziale del nostro del nostro blog, invece di il mio blog, il miglior blog di articoli e queste cose qua andiamo un attimo a riorganizzare il nostro eh, codice quindi andiamo a togliere un po' questa roba qua e andiamo a inserire prima di tutto una bella nav con all'interno un div che ha al suo interno un h4 che ha scritto dentro logo niente di più eh, incredibilmente mentre ci accontenteremo di fare così e poi un l che avrà al suo interno una serie di lì per 6 e andiamo un po a metterli il classico home about contatti supporto ma nessuno dentro Supporto accedi registrati ok questa è una classica impostazione e poi andiamo sotto a inserire div h1 il mio primo blog andiamo a salvare otteniamo un po questa roba eh, bruttissima dopodiché avremo eh, fuori dal leader un altro nav in cui avremo una seconda zona di eh, navigazione quindi andiamo sotto il nostro leader e andiamo a togliere un po' tutto quello che c'è qua dentro e li metteremo come prima soluzione un input di type text che avrà come placeholder cerca un articolo lo andremo a chiudere e dopodiché avremo un div che a sua volta all'interno avrà con di nuovo classicone lì per sei, e ci andiamo a mettere tutto mercato business cripto latino video. E andiamo a salvare e al momento ci accontentiamo di questo tipo di refactor. Magari possiamo andare un po' a togliere questa roba qua che oh, effettivamente non è che ci interessi più di tanto. che okay, era la parte del grid container in comp, ci gli articoli, togliamo questi uh, BR perché abbiamo imparato a spaziare la roba e poi la spazieremo con i nostri amici margin and company. Al momento ci fermiamo qua con il refactor e abbiamo creato questo primo eh, pezzo e da qua partiremo con il nostro styling. Al momento con il refactor abbiamo finito, andiamo a piazzare un po' di classi tattiche. Leader abbiamo già un leader Magari a questo primo L andiamo a dare un ID di nav list, e secondo me, più o meno anche con le nostre classi incredibili. Dovremo più o meno essere tranquilli. Poi quando andremo a fare dello styling e stilizzeremo questa prima parte, aggiungeremo man mano le classi. Ora è il momento di definire quello che viene chiamato lo styling di, di base. Cos'è lo styling di base? Lo styling di base è quell'insieme di proprietà che si utilizzano per colpire un po' tutti gli elementi, perché si vuole avere un certo tipo di stile. Questo si fa utilizzando l'asterisco che vuol dire praticamente tutto, tutto quanto noi vogliamo che abbia di per sé un margin di 0, un padding di 0 e una proprietà che si chiama box sizing che vale come border box. Abbiamo due opzioni che sono border box e content box e quello che varia tra questi due valori è come viene calcolata l'altezza e eh, la larghezza dell'elemento. Eh, border box mi garantisce che l'altezza non comprende anche valori di padding, ok? Mentre content box conta anche nell'altezza e nella larghezza il valore del padding, ok? Spesso si applica insieme questa proprietà si applicano anche a i valori di non che noi li andremo a utilizzare, ma è qualcosa che vedrete con molta frequenza utilizzare questa sintassi Per praticamente fare la stessa cosa, ok? Perché sono dei pseudo selector che tante volte si utilizzano sugli elementi per fare determinate cose. Non le utilizzeremo, ma semplicemente è quello che c'è prima di un elemento e quello che c'è dopo di un elemento, ok? È un selettore molto interessante. Come vedete, tutto è cambiato. Noi siamo responsabili al 100% di gestire ogni margine, ogni padding di ogni elemento. Non è più tutto, a tutto con i suoi spazi personali come prima. Infatti se io andassi a togliere questa roba qua, come vedete, ottengo tutto con degli spazi suoi, che è cosa che io sinceramente non voglio, voglio controllare al 100% quello che, che succede. Un'altra cosa che si utilizza molto spesso è quello di dire che tutti gli anchor tag hanno come text decoration none, quindi non sono sottolineati di default, e si dice che le unordered list hanno list style non e poi si setta quello che è il font eh, family sul body e si dice che ha un font family di quello che più ci piace mont serra sans serif controlliamo di avere il mont serra installato ok abbiamo lato quindi il nostro amico lato Lato. andiamo a salvare e ora siamo pronti per andare avanti. Ok, però io sinceramente voglio il Monserrat perché mi piace molto più il lato. E quindi andrò a mettere qua un attimo il mio amico Monserrat: serra e andrò a salvare. Ok, vado a salvare anche qua magari così ce l'ho davvero. Ok. E un'altra cosa che si fa molto molto spesso e che è sicuramente una delle più importanti, nonché più utili, per non impazzire con i colori, doverli ricordare tutti, è quello di creare un uh, root style wrapper. Che cos'è? È un elemento che circonda tutta la nostra applicazione, tutta la nostra pagina web, dove noi possiamo inserire delle variabili. Noi possiamo dire che, ad esempio, il nostro grigio principale ha come valore, ad esempio... F8 F8 FF Ok, dove poi la nostra variabile, possiamo dire gray2, qua diamo magari un 1, tranquillo. La Nostra variabile gray2, che okay, è un secondo grigio, ha magari come valore F3, F4 e F5. Mentre la nostra amica gray3 gray3 65676B. ok Questo cosa ci permette di fare? Ci permette di andare a riutilizzare poi questi elementi in tutto il nostro uh, codice CSS. Andremo subito a vedere come questo può avvenire. Magari mettiamo una temporanea qua che si chiamerà white a cui daremo FFF OK, andiamo anche questi due punti. Ho sbagliato. Avremo anche FFF e andiamo a dire che il nostro background color è esattamente var white. Adesso white, ovviamente c'è un colore che non spetta. Ma se io qua mettessi questo coloraccio qua a caso vedete tutto diventa di quel colore lì e lo posso riutilizzare dove mi pare e piace è molto molto comodo fare questo ovviamente white non ha senso utilizzarlo perché posso utilizzare direttamente white e infatti utilizziamo white perché è più semplice e più intuitivo ma andiamo avanti e un'altra cosa che si fa molto molto spesso è definire alcuni elementi di stile che eh, si utilizzano molto molto spesso sicuramente uno dei più classici è container in cui si va a definire quella che è eh, chiamiamola una larghezza massima standard quindi si dice che max width sarà di 1140 pixel avrà un margin auto questo vuol dire che metterà gli elementi al centro sia orizzontalmente che verticalmente e avrà la sua larghezza perché questo rappresenta la larghezza massima che può prendere, ma la sua larghezza attuale sarà calc che permette di effettuare dei calcoli. Sarà il 100% 100% spazio meno spazio, bisogna lasciare lo spazio se no non funziona 48 pixel. Quindi prenderà il 100% dello spazio eh, che gli è concesso, ovvero questo signore qua. Quando è al massimo e gli toglierà 48 pixel. Ok, poi vedremo subito come utilizzarlo. Un'altra cosa che è super spesso utilizzata è sicuramente il flex container. Per non scrivere, display flex come un matto ovunque basta definire una classe che, quando l'applicheremo ai nostri componenti, ai nostri elementi HTML darà loro la proprietà di flex. Stessa cosa si utilizza per online center quindi align item center e molto spesso c'è anche justify content justify content center Ok, queste sono delle classi che molto spesso si definiscono a prescindere per avere tutto molto molto comodo. Andiamo subito a vedere perché. Ora andiamo a utilizzare le nostre classi in maniera interessante. Sicuramente diamo un po' di ID ai nostri elementi che andremo a stilizzare, quindi noi stilizzeremo questa eh, parte, quindi il, la nostra nav. ne creeremo una bellina e quindi diamo al nostro la nostra nav l'ID di Navbar e gli applichiamo subito class Flex Container. Andiamo a salvare e abbiamo applicato già la nostra prima classe. Come vedete già gli elementi vanno a flexare. Abbiamo bisogno di inserire un altro div che chiameremo con la classe di container, così che avrà quel determinato allineamento e quella dimensione massima che noi desideriamo. Ok, andiamo a salvare, vedete le cose vanno a posizionarsi già più centralmente, vedete che c'è questo spazio, lo avremo anche dall'altra parte, questo spazio, e poi andiamo a wrappare ancora il tutto con un altro div. Ok, indovinate che cosa farà? Flex. Container. Andiamo a salvare e ora abbiamo questo tipo di robettina. Se io qua dicessi che ho align center avrò gli allineamenti, gli allineamenti, gli elementi allineati al centro. Se io semplicemente andassi sulla mia bella navlist gli dicessi anche alla navlist con una bella classe che questo è un flex. Container ecco che avrei questo tipo di impostazione super veloce. Ok, adesso devo dare una forma sensata a questa roba, però comunque, come capite, ci abbiamo messo niente a fare questo tipo di, di layout, fa ancora schifo, ma ora risolveremo questo problema. Andiamo quindi a dire che la nostra Navbar ha un background white, anche, anche lei with del 100% e che ha un'altezza di 72 pixel. Andiamo a salvare e già le cose sono centrate in un altro modo. Ora abbiamo bisogno di spostare questi elementi eh, avere uno space, quindi abbiamo due modi in cui possiamo farlo o facciamo esattamente questo gioco e diciamo quindi che vogliamo space Between, diciamo che justify content e space between e andiamo ad appiccicare diciamo, la classe appiccichiamo la classe qua, diciamo che ha la classe di space eh, between. Come vedete, gli elementi si separano tra di loro. Ora è tempo di andare nella nostra bella nav list e definire i signori navlist e definire come si comportano i nostri li element. Quindi andremo a scrivere navlist li e tutti i li che fanno parte della nostra navlist avranno questa serie di proprietà, avranno del padding che sarà di 10 pixel e 16 pixel. Ok, quindi 10 eh, 10 verticali, scusatemi, 16 orizzontali, avranno un bel border radius 16 pixel per essere poi belli tondi quando verranno diciamo illuminati un color che sarà uguale a utilizzando direttamente i due trattini si avrà accesso a quelle che sono le nostre amiche variabili definite e automaticamente gli verrà dato uh, la proprietà var ok quindi var gray 3 avranno un bel font weight di 500 facciamo e per ultimo avranno un bel font size di 14 pixel andiamo a salvare e adesso abbiamo ottenuto questo tipo di soluzione come vedete è abbastanza uh, carina no? andiamo ad applicare come ultima classe una classe chiameremo active link che altro non farà che avere un background color di Grey facciamo due salviamo e andiamo a dire che uno tra i mille così a caso. In questo caso, magari mettiamo home. Avrà come classe Active Link, ok? E come vedete, abbiamo ottenuto questo tipo di eh, risultato, che mi sembra interessante ed è esattamente quello che volevamo. Ottenere. Questa è la nostra barra di navigazione. Ok? Perfetto, ora andiamo a lavorare sulla nostra, su questa sezione qua e rendiamola un pochino più interessante. Quindi andiamo per prima cosa ad applicare a questo div un bel id che chiameremo claim e passiamo subito come classe il fatto che sia un flex. Container e lo utilizzeremo per accentrare gli elementi al suo interno. Ok, al momento non abbiamo accentrato assolutamente eh, niente perché non c'è niente da accentrare, ma andiamo a inserire all'interno quello che è un altro div. A cui passeremo a sua volta le seguenti eh, proprietà, che sono class con container, il nostro buon amico container, ok, e flex, container, e per ultimo anche a sua volta align center e giusta fai Center. Ora andiamo un po' nel nostro caro amico CSS e andiamo a definire un po' di roba. Per prima cosa diciamo che il signor Claim, il signor claim ha un background color che sarà gray 1 e che ha un'altezza fissa di 280. Pixel. Andiamo a salvare e adesso otteniamo questo risultato. Ok, ora andiamo a rendere un pochino più mastello questo evento. E un qualcosa che si fa, è che man mano che si incontrano alcuni elementi fondamentali, soprattutto di testo, si tende a portarli in alto. Come abbiamo qua la A, l'UL e il body, andiamo a portare in alto anche il nostro tag H1 a cui andremo a dare un font size di eh, 96 pixel bello mastello e poi un lineate di 105 pixel e per ultimo un font wave di 700 andiamo a salvare diventa molto più grassottello spesso si preferisce utilizzare diversi font tra titolo e non titolo e quindi ho un altro font che in questo caso è Ubuntu e andrò a dare al nostro amico H1 come font family Ubuntu. Andiamo a salvare e adesso ho questo eh, particolare font sites. In capisco perché non sia al centro, sicuramente è il justify che non sta funzionando perché siamo in RAW e quindi è il Justify che si occupa di allineare al centro gli elementi. Quello che noi stiamo dimenticando, o qua abbiamo sbagliato, è che infatti quando dobbiamo chiamarlo Justify Center. Il justify Center ora è tutto esattamente al centro. Con questo, come vedete, stiamo procedendo nella realizzazione del nostro blog e con abbastanza facilità stiamo ottenendo risultati anche. Esteticamente non fantastici, ma secondo me decenti. Perfetto, procediamo, andiamo a stilizzare questa zona qua, rendiamola bella e effettivamente utilizzabile. In poche parole replicheremo questo tipo di schema che abbiamo qui in alto. Al posto di avere scritto logo avremo un, una bella zona di input dove l'utente eventualmente potrebbe cercare gli articoli del nostro blog andiamo a fare un piccolo refactor di questa roba a livello di classi e dei nost del nostro amico con la nostra classe container un po' applicata per avere un bel allineamento perché diciamo che nel design una cosa molto importante è l'allineamento e che tutti gli elementi comunque presentino un allineamento a sinistra e a destra nei suoi limiti sempre identico fa molto piacere all'occhio ed è per questo che utilizziamo la nostra classe container e utilizziamo un po' di container praticamente ovunque quindi andiamo per prima cosa Dare un ID a questo nav, lo chiameremo search nav e gli daremo come prima classe di nuovo anche lei una flex container. Si utilizza questo flex container ovunque perché quando uno da un display flex ottiene il fatto che l'elemento venga posto praticamente al centro automaticamente dello spazio disponibile perché deve occupare con i suoi eh, col suo elemento. Di default a livello di Align Items tutto lo spazio possibile, quindi si streccia per occupare tutta, tutto lo spazio possibile. Come vedete, infatti, il nostro caro amico Input sta facendo esattamente questo lavoro: si sta strecciando per occupare tutto lo spazio disponibile. Dopodiché andiamo a inserire tutta questa roba all'interno di un nostro classico container per avere l'allineamento di cui parlavamo prima. Andiamo a salvare e poi infiliamo tutto questo all'interno in un altro div che chiameremo a sua volta con le classi di, di nuovo, flex container, che okay, prendiamo questa roba qua, align. Enter e space, space between che Vedete quanto questo tipo di impostazioni con le classi predefinite per fare azioni molto comuni, soprattutto di design e di allineamento, permette di essere velocissimi nello sviluppo. Se dovessimo fare display flex, justify cont, line items per ogni elemento, diventeremo pazzi, secondo me. Dopodiché andiamo a dare al nostro alla nostra well un bel flex container ok ci siamo diamo una classe di active mettiamo la posto magari di sta roba qua che dite se mettessimo sviluppo ok ed essimo proprio a ah, Sviluppo Active link come classe così da averlo che sia lui quello che viene illuminato e poi facciamo una cosa molto molto furba sopra il nostro amico nav list, diciamo che anche nav search con i suoi cari amici lì, ha questo tipo di impostazione qua avrò sbagliato a dargli l'id, infatti chiamato search nav classicone search nav e abbiamo questo tipo di impostazione che viene replicata diamo un'altezza a questa roba search nav è alta anche lei 72 pixel andiamo a salvare e otteniamo questo tipo di stile ora è il momento di stilizzare il nostro input, quindi search nav input. Ovviamente noi potremmo applicare delle classi a tutti i nostri elementi, nessuno ci lo impedisce, però avere questo tipo di impostazione permette di andare subito a capire più o meno quello che uno sta eh, facendo. Cioè so che questo è l'input che è dentro le di search nav, essendo l'ID un elemento unico, capite che difficilmente potrò stilizzare un altro input dentro search nav. Ok, meno che questa roba non sia un form e allora ho più input, però tendenzialmente poi gli input magari hanno tutti uno stile eh, simile. Allora, per il nostro amico input andiamo a dirgli che avrà un max width di 367 pixel, dopodiché avrà una width che occuperà, perché infila così, avrà come width il 100%, Dopodiché avrà un'altezza di 48 pixel, ok, andiamo a salvare, ok, dopodiché avrà un bel border radius di anche lui 16 pixel per essere allineato a quello dei bottoni, quindi avere diciamo una curvità, una curvezza, una curva dei bordi simile lungo tutto la nostra pagina, ok, e poi avrà un bel background color che sarà. Gray 2, andiamo a salvare OK, a questo punto diciamo che i bordi non sono bellissimi. Quindi avremo border, non lo vogliamo OK, diamogli un po' di padding left, tipo 30 pixel, un bello outline NUN e un font size di quello che non ci scrive dentro di 16. Pixel. Ok, diciamo che quello che ci si scrive dentro ha un color e andiamo ad aggiungere un altro colore che sarà questa volta black 1 e sarà uguale a un classico nero che uso sempre, ma che secondo me è molto carino, 0101, anzi no, non è 0101 ma è 101010. So che sembrerà assurdo perché il nero è nero, ma in realtà vi è sicuro che purtroppo il nero non è. Non è, non è nero e c'è molta differenza tra un elemento e l'altro andiamo a darle che a black 1 andiamo a salvare salviamo e ci siamo ora abbiamo tutto effettivamente funzionante a questo punto siamo pronti ad andare a lavorare su quello che è il nostro articolo principale. La prima cosa che farò sarà semplicemente andare a lanciare l'immagine che utilizzeremo per l'articolo nella nostra sezione delle immagini. Ok, sarà questa roba qua. Perfetto. Eh, poi voi avrete tutti questi file, eh, io farò in modo che voi possiate averli in maniera immediata e tranquilla senza dover impazzire, ma tanto un'immagine effettivamente vale l'altra, avete potuto utilizzare anche quella che attualmente c'è qua, è solo per avere un'immagine che sia di contesto. Ora andiamo a fare un po' di refactor per avere un po' quest'articolo eh, in maniera decente. La prima cosa da fare è sicuramente quella di togliere eh, un po' di immondizia, quindi. Primo indizio intendo tutta questa roba qua che effettivamente non è che sia così importante. Andiamo anzi a togliere e togliamo tutto questo paragrafo da qua. Questa roba lo terremo, quindi togliamo prima questa roba, togliamo questa cosa. Tutto quello che c'è cioè nel footer lo possiamo togliere, secondo me. E spostiamo direttamente il footer sopra l'immagine e diamo un po' di contesto. Sicuramente questo sarà un po' una section a parte. Secondo me, quindi la chiameremo. Uh, la chiameremo. Chiuderemo il tag section qua. No, main. Chi te l'ha detto di chiudere il main? Niente, ma è, è impazzito un attimo. Ok. Tutto a posto. Chiudiamo questa section momentaneamente qua e andiamo a riaprire la section che avevamo chiuso precedentemente, che c'era prima. Questa cosa poi dopo, la, niente, poi dopo la cancelleremo, è solo per non avere un casino tra i nostri vari eh, elementi. Questo perché, perché eh, effettivamente questo articolo è proprio una sezione a sé, direi. Andiamo a dargli magari è proprio un id e gli daremo uh, fixed article così come a questo articolo andremo più post 1 ma daremo main article secondo me e possiamo iniziare a lavorare un po' sul nostro articolo ok sicuramente dentro l'articolo ingloberemo questa roba in un div che chiameremo magari text container che conterrà appunto il nostro amico footer e in company diremo che il titolo di questa roba magari è un h2 l'invertiremo li metteremo la categoria che inseriremo qua e poi metteremo post category e scriveremo qua magari sviluppo che è quella selezionata sviluppo e titolo dopo html e CSS. Il prossimo passo è javascript in Monsalvaro allora abbiamo questo tipo di impostazione. Poi abbiamo la nostra immagine che non sarà più questo link preso a muzzo, ma diventerà il nostro image. Ok, questa immagine gigantesca, a cui dovremo subito dare una classe per non farlo impazzire. Metteremo questa immagine in div che chiameremo con super fantasia. img container e cambiamo un po' l'alt text e diciamo che è html css javascript logos andiamo a salvare nel footer andiamo a mettergli un bel secondo me div che chiameremo au for box e dentro ci metteremo un paragrafo con scritto odd un H6 che ha come classe Au for name e ci metteremo il mio nome, Omar De Angelis. Ok, il refactor sta prendendo abbastanza forma. Dovremmo aver messo più o meno tutto. Questo è il post title, sì, ci siamo, tutto è qua dentro. Ora siamo pronti ad andare ad attaccare il nostro CSS per mettere un po' a posto questo delirio che abbiamo fatto spaccando completamente il layout. Ok, nonostante la nostra prima urgenza sia quella di visivamente mettere a posto l'immagine, tendenzialmente la prima cosa che si fa quando si va a lavorare su componenti nuovi è sempre quello di portare in alto quegli elementi che saranno poi comuni o comunque possibilmente. Eh, riutilizzabili sicuramente andremo a definire un'altra variabile che sarà brand color a cui daremo come colore il colore principale diciamo del nostro chiamiamolo azienda sito quello che è. quindi il colore principe dei nostri eh, elementi che in questo caso sarà questo bel colore viola eh, qua ok dopodiché andremo a definire un'altra classe eh, generale magari qua possiamo mettere una zona commentata per dire end of global CSS che segna alla fine diciamo quegli elementi che sono generali e riutilizzati, e sarà quello di chiamare una classe appunto brand che avrà come color: brand color. Ok, questo perché? Perché io in questo modo posso andare a fare un po' il giochino che tanto mi piace. Posso andare a dire che post category è. Tipo uh, brand e passerò in questa maniera a, ad alcuni elementi il colore di, uh, di brand, così posso passare questo colore in maniera super dinamica ai miei elementi. Dopodiché ho bisogno di andare a definire altri elementi generali, quindi gli h2, gli h4 e gli h6. Questo perché perché questi elementi sicuramente, magari tra un layout e l'altro, saranno riutilizzabili e vorrei che avessero comunque. Sempre lo stesso tipo di proprietà. Vorrei che gli H2, gli H4, gli H6, poi anche gli H5 che si ripetono lungo tutto il nostro layout, abbiano comunque almeno di eccezioni e ulteriori uh, restyling delle altezze ben definite. Quindi voglio che magari l'H2 abbia un font size di 56 pixel, un Line Have 67 pixel, una font family che sia a sua volta di nuovo facciamo direttamente che copiare questa roba qua e incollarla e vorrei che avesse magari un font wave di uh, 700 ok ci siamo forse la cosa da fare corretta è quella di dire che lui è forse un pochino più cicciottello e lui rimane invece meno cicciottello. perché faremo lo stesso lavoro con l'h4, h6 e gli daremo delle proprietà in comune che saranno quelle di avere un font wave di 600, un font size di 16 pixel e un line have più o meno di... 20 pixel dovrebbero essere carine così uh, queste, queste cose ok ci siamo il nostro stare in generale più o meno è terminato andiamo subito a sconfiggere la nostra uh, immagine che ha urgenza di essere messa un po' a posto poi procederemo con il layout vero e proprio ok quindi il nostro caro main article noi vogliamo che per il main article e l'image container quello che succeda è che abbia una position di tipo relative with 530 pixel e if di 341 pixel flex grow 1 andremo a capire su molto presto perché un flex shrink di 0 e un overflow hidden e un background color diamoli, var gray 2 Andiamo a salvare, vedete che l'immagine si è nettamente rimpicciolita, Abbiamo alcune proprietà nuove che non abbiamo ancora visto fino a questo momento. Partiamo da Overflow. Overflow, in poche parole, definisce come ci si comporta con il contenuto che esce: Overflow tradotto malissimo in italiano, esce dai suoi bordi. Ok, in questo caso io ho dato hidden, quindi voglio che tutto ciò che esce dal mio container, se adesso magari vedessi. Border temporaneo 10 pixel solid red, ok. Tutto ciò che esce dal contenuto di questo elemento io voglio che venga nascosto. Ok, quindi è hidden tutto quello che è, è oltre le dimensioni di questo determinato container. Ok. E questo mi aiuta perché l'immagine grossissima che avevo prima ora è incastrata in un container che non le permette di eh, superare i suoi, eh, i suoi limiti. Ok, si li supera, però tutto ciò che supera questo limite non, eh, non è visibile e soprattutto non va a spaccarmi il layout come prima. Dopodiché, un'altra proprietà nuova è questo position che stiamo utilizzando con valore di relative. Position è un attributo, una proprietà che ci permette di definire come questo elemento si comporta rispetto all'organizzazione e alla gerarchia che diamo nel nostro HTML, di definito di default la posizione è static, che è la posizione generale, dopodiché abbiamo relative, che in poche parole è simile a static, ma fa sì che poi questa posizione diventi la posizione di riferimento per altri elementi al suo interno, dopodiché avrò absolute dove l'elemento assume una posizione assoluta rispetto a quello che è il flow del uh, container, quello che è il flow, scusatemi, dell'intera pagina. Dopodiché abbiamo fixed, l'esempio più classico di avere un qualcosa di tipo position fixed. È quello di andare a metterlo ad esempio su quella che è la nostra navbar. Se io qua andassi a mettere position invece che relative fixed, ora scendendo, vedete che la mia barra di navigazione eh, rimane esattamente al suo posto. Ok, quindi lui rimane esattamente dove doveva eh, essere. Quindi sempre in alto, nella mia pagina sarà sempre possibile vedere la mia navbar. Ok, e noi stiamo utilizzando qua position relative perché quando si utilizza relative si dice rispetto a che cosa questi elementi rimangono fixed, rimangono assoluti eh, oppure eh, statici. Ok, per questo utilizziamo relative. Così poi dopo quello che metteremo qua dentro, che sarà esattamente la nostra, facciamo esattamente così, in modo che se utilizziamo un'altra mg da qualche parte. Non combiniamo un disastro img dicendo che IMG ha come position absolute with 100% e if 100% andiamo a salvare e ora la nostra immagine vedete è perfettamente al centro di quel determinato contunto se io non mettessi qua relative come vedete la mia immagine se ne andrebbe a fare quello che vuole perché non è neanche più eh, nascosta dal mio overflow perché quando vado in absolute esco completamente da quello che è il flow del mio della mia html del mio css ok quindi fa totalmente quello che, eh, che vuole mantenendo invece relativi, si dice rispetto a che cosa lui deve essere assoluto e quindi rimane nel suo bello spazio togliamo questo bordo, che effettivamente non è che sia la cosa più bella del mondo, andiamo a salvare e ora abbiamo qua la nostra super bella immagine, ok? Al momento abbiamo creato questa roba qua, la cosa che dobbiamo fare sicuramente adesso è quella di andare un po' a far flexare i nostri articoli. Quindi diciamo che la nostra il nostro article flexa bello tranquillo. Ok, perfetto, e che il nostro text container anche lui a sua volta flexa, ma lui non flexerà così perché flexerà poi in colonna, ovviamente, anche il nostro footer flex container e align center. Ok. E il nostro Outer Box a sua volta anche mi piacerebbe che flexasse, giustificasse e allineasse al centro, ok, fa un po' questa robettina carina qua. Ora andiamo a dire che il nostro caro amico text container, article text container, il suo flex direction e column vogliamo che abbia del gap, che abbia 24 pixel di gap. Ok, andiamo a prenderci un po' questo spazietto e il nostro main article, che a sua volta flexa, vogliamo che abbia dello spacing. Quindi vediamo come gap 151. Salviamo e questo è il risultato che otteniamo. Che cosa manca? Manca che il nostro bell article deve allinearsi con tutto il resto. Quindi noi vogliamo che il nostro article sia anche un bel container. Diventa un container e tutto si allinea. Manca un po' di spazietto, state dicendo voi, giustamente. E quindi vogliamo che la nostra intersection, quindi fixed, article che è l'id della nostra section vada a darci un po' di margine dall'alto quindi abbia margin top diamo 56 pixel salviamo abbiamo dello spazio sopra e magari glielo andiamo a dare anche sotto margine bottom momentaneamente gli diamo 56 eh, pixel Okay, ora lui ha un bello spacing, tocca al nostro amico footer e al nostro outer box, che al momento non hanno nessuno stile, diamogli il nostro main article footer, diciamogli che ha un gap, lui di 16 pixel, ok, e main article a for box vogliamo che abbia una bella altezza definita di 40 pixel un width di 40 pixel e okay, un bel border radius del 50 per cento che abbia un bel background color di grey 2 andiamo a salvare non è successo assolutamente niente quindi devo aver sbagliato qualcosa uh, 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 uh. fuori da qua ok sta dando lo spazio che doveva darli avrò aspetta scrivere author box in sicuro infatti Ok, ho messo questo bel cerchietto qua sotto, come vedete, e dopodiché copiamo questa roba. Diciamo che il paragrafo all'interno del nostro author box ha come color grey 3, è un bel font. Wait. di 600 e questo è il nostro articolo principale dopodiché andremo a lavorare su avere degli, una sezione degli articoli interessante diverse sezioni degli articoli interessanti e poi potremo procedere con il nostro footer e concludere la nostra finalmente questo nostro lungo ma spero proficuo corso Ora, dopo aver fatto la nostra sezione, il nostro articolo principale, questa bella cosa eh, per cercare, la nostra incredibile navbar, tutta questa parte, andiamo ad avere una serie di sezioni contenenti una serie di articoli. Quindi la prima cosa che andremo a fare, come sempre quando iniziamo a lavorare su una nuova parte, è proprio quella di andare a fare un refactor, ovvero rifare una specifica parte, in questo caso proprio la sezione dei post, dove andremo a rifare quello che è il singolo articolo ed è la prima cosa che faremo quindi toglieremo anche qua un po questa, questa parte di cui ce ne facciamo molto poco e praticamente invertiremo quello che è l'ordine dell'altro articolo quindi andremo a togliere anche questa roba qua e non posizioneremo una vera e propria immagine ma proprio uh, un div che chiameremo Semplicemente con la classe di anche qua IMG container, ok, e poi sposteremo questa sezione qua sotto, non dentro il paragrafo, ma lo posizioneremo eh, al di sotto dell'immagine questa volta e nel footer andremo a mettere semplicemente un bel H6. H6 che avrà al suo interno uh, semplicemente class name, di nuovo law for name, e gli mettiamo di nuovo il mio nome, Omar Gelis. Qua andremo ad avere uh, un altro H6 che sarà semplicemente di nuovo un post category, un post category. E qua avremo un post eh, title con semplicemente la classe con la classe e sarà questa volta un bel h3 magari qua mettiamo già subito eh, brand e andiamo a salvare e al momento abbiamo questo tipo eh, di cosa incredibile mettiamo Titolo del post, e questo è quello che otteniamo. Ho deciso di togliere quella che è l'immagine perché andremo un po' a, ad avere dei rettangoli neri al posto di avere mille immagini per le sezioni. Poi, se uno ci vuole mettere dentro le immagini, ben venga per lui. Più o meno, questa è la disposizione eh, del nostro articolo. Andiamo a lavorare su quella che è la sezione che conterrà questa serie di articoli. Magari togliamo un po' questa roba di cui ce ne facciamo poco niente anche boh sinceramente questa tabella eh, togliamola non è che ci interessi così tanto e poi avremo la fine dei nostri articoli e la, tutta la parte che andremo a vedere successivamente andiamo a salvare ok e andiamo un po' a rivedere quella che è direttamente la sezione che contiene tutti i nostri articoli avremo una classe che sarà content section e all'interno avremo un altro un altro div che conterrà a sua volta prima un h3 che avrà come class name section title mettiamo qua Novità, magari tutto maiuscolo. Così, ok. Novità, andiamo a salvare. Ok, ci manca secondo me un qualcosa che contenga tutti gli articoli. E qua ci vuole un bel div a cui daremo la classe di class name, class di article list. Semplicemente ok, e andiamo a posizionare tutto. Qua dentro all'interno di article list andiamo a copiare e incollare altri due articoli prendiamo questa section e facciamo esattamente questo giochino qua da avere almeno tre eh, sezioni questo è quello che otteniamo quindi tre sezioni ora il nostro corpo sarà andare proprio a stilizzarle come prima cosa andiamo ad applicare un po' delle nostre classi super dinamiche per fare flexing di tutti gli elementi e cose simili quindi come prima cosa andiamo a dire che il nostro section wrapper è sicuramente un container ok, abbiamo applicato solo uno, anzi sai cosa facciamo? facciamo il gioco di chi le, le sezioni le dopo averle stilizzate tutte che mi sembra un bel gioco. Non so se a voi piace, ma a mi piace molto di più che stilizzarle tutte una a una, ok. Poi le andremo a incollare dopo tutte insieme. Quindi stiamo dicendo che questo è un bel container. E che sicuramente quello che fa è flexare. Al momento sembra insensato, ma dovremmo farli avere un flex container, eh, avere un flex in direction column. Quindi andremo a dire che content. Section section drapper, flex direction column. Ok, questo è sicuramente il primo eh, punto. Poi la nostra il nostro section title può tranquillamente rimanere così. L'article list ovviamente andrà a farsi un bel flex container, una line center e secondo me uno space between. Ok, questi sono i nostri post che come detto iniziano ad avere senso, invece titolo 1. Magari andiamo a mettere dappertutto sviluppo. Ok, mi sembra più sensato. Ora anche il nostro singolo caro post container che magari non ha più questo ID inutile. Ok, anche lui ovviamente andrà a flexare quindi fa uno, qua potevo copiarli dopo ed è quello che sinceramente farò. Anche lui è di tipo flex container e semplicemente quello che fa è che anche lui, come content section, section wrapper post post come ho chiamato post container dispetto post container secondo me possiamo fare anche la mossa di chi lo chiama semplicemente post tanto questo è ok post flex direction column ok Ovviamente, qua devo salvare anche nell'HTML. Tutto adesso sembra avere un pelo più, più senso. E altre cose che dovrebbero flexare, secondo me, non dovrebbero essercene. Quindi andiamo un po' a lavorare sui vari elementi. Quello che manca è andare a posizionare qua quello che fa un H3 che abbiamo definito. Quindi un H3 dire che ha un font size di 24 pixel un line Have di 43 pixel e sicuramente un font wave anche lui di 700 andiamo a salvare e questo è il nostro nuovo amico H3. Come vedete abbiamo due H3, quello che dovremmo fare poi è sicuramente di dire che titolo post eh, non avrà proprio. Quel tipo di, di dimensione, perché poi abbiamo due elementi più o meno che hanno la stessa grandezza, che è qualcosa che in un diciamo spazio dedicato a un unico tipo di contenuto, qualcosa che si cerca sempre di evitare per dare appunto una gerarchia dei vari elementi. Quello che ci preme è sicuramente adesso iniziare un po' a dare di styling e separazione dagli elementi, quindi andare a prendere quella che è la content section, content section: anzi, ci troviamo. Sopra, importante sempre procedere dall'alto verso il basso, e dire che la nostra content section ha sicuramente del padding e avremo un padding abbastanza pesante, quindi 96 px in altezza, sopra 0 ai lati, 101x pixel, pixel, non px pixel sotto verso il basso e 0 ai lati. Andiamo a Salvare e ora abbiamo molto più spacing, e sembra tutto più caruccio, carino e carinello. Dopodiché possiamo iniziare ad andare a lavorare sui singoli elementi. Quindi possiamo dire che content section che content section e section title hanno un font size di 34 pixel e un font wave di 700. Andiamo a salvare. Ora novità, come vedete, è più grassottello rispetto titolo del post. Volessimo essere precisi, dovremmo anche dire che magari il nostro H3 qua è 600, secondo me. Ok, è un vero meno grassottello rispetto alla scritta gigante di novità. Dipende a cosa vogliamo mettere in risalto. Dopodiché abbiamo di nuovo il nostro section wrapper a cui possiamo dare anche un po' di spacing, quindi diamo magari 34 pixel di, di gap, ok, un po' di separazione tra i suoi elementi e andiamo anche a dare eh, questo gap alla nostra article list. Quindi continuiamo qua, diciamo che content. Content section e section wrapper article list ha un bel gap di 16 pixel, quindi tra un elemento e l'altro ci sono 16 pixel, belli bellini, dopodiché bisogno di definire finalmente quello che è il nostro image container, e diciamo che content section section wrapper Post image container hanno questo tipo di proprietà. Di nuovo position relative allora ci volessi mettere un'immagine all'interno con absolute with 368 pixel e if. 207 pixel, un background color che gli daremo, black, abbiamo usato molto poco, e un border radius carino di 16 pixel. Andiamo a salvare e questo è quello che dovremmo ottenere, come vedete, qualcosa di abbastanza ordinato e sensato. Ora sicuramente anche il nostro amico post deve avere un po' di gap tra i suoi elementi e gli daremo anche a lui 16. Pixel, ok, questo è la differenza tra i due elementi con loro spacy, vedete quanto questo sia eh, più leggibile. Volendo, eh, una cosa che si potrebbe fare per rendere tutto un pochino più interessante è quello di andare a posizionare questi due elementi. È quello di andare a optare per questa soluzione in modo che sviluppo e titolo del post siano comunque ehm, allineati e più vicini, perché comunque è un qualcosa che è molto orabile che abbiano bisogno di stare più vicini rispetto a quello che è l'autore del post, ecco. Sicuramente è un tipo di impostazione che, che io sinceramente preferisco. Magari possiamo dare non 16 pixel, ma darne magari 10, sembra tanto 16 pixel, e avere un po' questo tipo di... Di impostazione tra i suoi elementi, praticamente il nostro articolo è pronto, la nostra sezione è, è pronta. Quello che dobbiamo fare è molto banalmente andare a copiare e incollare al posto di questa roba due volte gli article, ok, avere questo tipo di soluzione, poi prendere le nostre belle section e andare a fare praticamente lo stesso lavoro se non che mi sono dimenticato una cosa sono fortissimo di dimenticarmi sempre l'ultima parte ed è quello di andare a mettere un po' quella che può essere chiamiamola una call to action all'interno della nostra sezione che andremo a posizionare praticamente in fondo dove diremo che avremo appunto il nostro bel div che semplicemente avrà una classe uno scritto flex container justify center align center diamogli una classe di CTA che sta per eh, call to action e gli mettiamo scopri di più e poi gli passiamo un codice HTML che vuol dire semplicemente freccia verso destra ed è 85 94 ok Andiamo a salvare, otteniamo questa scrittina qua, ovviamente non deve essere assolutamente lì. Vediamo, magari red intanto, in modo che abbia il core che a noi tanto piace, e diciamo che content section content section CTA ha un bel margin, un bello cicciottello di 81 pixel, un font size di 24 pixel un font wave secondo me di 600 ok abbiamo questo scopri più classicone niente di incredibile ripassiamo poi cursor pointer che semplicemente quando ci passeremo col mouse sopra avremo questa roba qua volessimo essere super precisi potremmo anche fare che content section.cta possiamo andare a, ad applicarli un bell'over over mettiamo qua proprietà di transition e diciamo che all 125 millisecondi, niente di incredibile, e diciamo semplicemente che Color diventa brand color, brand color, ok, e brand color, vediamo che prende color è più o meno questa roba qua. E diciamo semplicemente che over brand color, e facciamo un beletto più chiaro. Ok, e qua vediamo il nostro bel over brand color, perfetto, ci siamo. E text decoration. Underline. andiamo a salvare e questo è quello che succede. Diventa un pelo più chiaro. No, eh, magari questa qua in realtà non è così bella come pensavo. Forse potremmo farlo un, ancora un pelo più chiaro. Ok, secondo me così potrebbe avere senso sperando che si legga. Ok, succede questo. Carino, efficace. Quello che, non esattamente quello che speravo, ma va bene così. Fa capire l'utente che sta premendo su qualcosa per fare un'azione. Ora siamo pronti finalmente a fare la cosa più facile e frequente, la programmazione. Copia e incolla. Ok, ultimo tocchettino, così, in amicizia, che possiamo avere è quello di andare nel nostro style.css e dire che il nostro caro amico main content section child gli diamo 3 background color e gli diamo gray 2 andiamo a salvare e la nostra cosa, la nostra terza sezione come vedete diventa quella che effettivamente a questo background ed è un po' di alternanza tra i nostri elementi e mi sembra che ottenga un po' quell'effetto. che speravo che ottenesse, no? eh, come l'alternanza un, un po' tra questo grigio molto molto bianco che poi ritorna anche successivamente in un'altra parte. Ormai siamo quasi alla fine, ci manca solo più di lavorare su quello che è il nostro footer ed è quello che andremo a fare. Quindi avevamo già tolto la nostra tabella, ora questa side effettivamente eh, era qua per un altro motivo, poi ho deciso di fare un altro layout più interessante e quindi non sono andato a, non andrò a utilizzarlo, lo trasformerò direttamente in, in quello che, che è un footer, ecco, toglierò quello che è la side e ci andrò a infilare eh, dentro alcune cose che al momento sono dentro il nostro... Dentro il nostro aside, quindi andrò a togliere un po' eh, questa roba qua che non che ci serve più di tanto così come eh, penso che toglierò questo H4 che magari lo faremo diventare un H3 che mi sembra che non l'abbiamo ancora utilizzato, poi capiamo. E non H3 invece lì sopra lo vedo direttamente da qua. E al momento qua voglio andare a dargli un alla cosa che molto spesso si fa e che è molto classico l'utilizzo di questi tag br serve più a mandare a capo alcune cose che noi eh, vorremmo mandare a capo, ma che sono sarebbero tutte sulla stessa linea, quindi diciamo unicity alla community, come vedrete eh, lui andrà a capo, unicity al cioè, alla community, perché c'è alla community Ok, perfetto. Dopodiché questo form noi ce lo terremo, ma non lo posizioneremo qua, anzi facciamo una cosa interessante, diamo momentaneamente qua uno span e all'interno di questo span ci mettiamo community e li diciamo intanto che ha come classe brand, così avrà il colore bellino del nostro incredibile eh, brand, tutto questo all'interno dell'H3. Quindi avremo qua un paragrafo dove ci metteremo lorem facciamo 10 momentaneamente. Ok, creiamo 10 parole casuali, un'altra P con lorem facciamo 9, così a dispetto. Ok, e poi avremo quelle che possono essere um, le icone del nostro social. Ok. In cui metteremo quattro nostri social, ma questo lo vedremo dopo perché utilizzerò alcune cose in particolare che andremo a vedere molto molto presto e poi andremo a posizionare sempre all'interno di questo div che abbiamo aperto quello che è il nostro form. Quindi prendiamo il nostro form, lo tiriamo su e il nostro form effettivamente perderà quella che è la label Perderà quello che è il suo uh, checkbox di cui, effettivamente, non ce ne facciamo niente. Quindi, perderà anche questo div e cambieremo il tasto in invia, il testo in invia, invia e gli daremo anche qua un altro codice. 8594, questa roba qua. Ok, quindi abbiamo messo semplicemente di nuovo quella bella freccettina e adesso andiamo un po' a vedere uh, perché. Ok, quindi lavoriamo un attimo su questo input, anzi facciamo il refactor di tutto, visto che questo side tecnicamente abbiamo detto che non c'è più, probabilmente questo qua sarà interamente un footer. Ok, quindi qua noi non avremo più questo footer, ma andremo ad inglobare quella che è questa roba qua, in cui andremo ad avere una bella section con all'interno, prima un H4, con dentro come testo, primo blog, che poi diventerà il nostro logo, e poi avremo un bel div. Che chiameremo con la classe di grid list ok e dentro grid list avremo una serie di div che dentro avranno tutti saranno tutti uguali adesso io qua ne farò solo uno che poi stilizzeremo e poi li copierò e incollerò tutti uno dopo l'altro e far immaginate la vostra testa che siano tutti diversi ma useremo questo solo a puro scopo di layout e poi avremo la nostra unordered list che dentro avrà i suoi bei li facciamo per 4 ok e il primo sarà numero di telefono 555 poi avremo fac poi avremo dove siamo aperti 7 su 7 dalle 9 alle 19. Facciamo un po' questo gioco. Ora copio e incollo questa roba qua. Ok, solo questa qua. Mi sono inventato un tipo di, di troppo da copiare e lo andiamo a... Incollare facciamo 6 volte. Andiamo a salvare, avere questa cosa inguardabile, ma poi capirete perché siamo andati a fare questa roba. E sotto, direi che questa roba qua non ci serve più perché praticamente abbiamo riscritta sopra, e sotto, poi andiamo a spostare. Magari togliamo dallo small questa roba e mettiamo un bel div questa cosa qua diciamo che è un paragrafo non uno small poi ci tiriamo su questo diciamo questo div che è un flex flex container justify center online center e anche un container e poi gli daremo una classe di copyright. ok Salviamo, tecnicamente questa cosa va quasi tutta appiccicata, gli ho detto questa classe di copyright perché semplicemente lo volevo fare solo un pelo più alto, dandogli magari del padding di 15 pixel, font size di 12 pixel e un color di... Gray 3 andiamo a salvare OK. Ora dovrebbe essere un pelo più alto. Ho scritto male copyright, ma forse non l'ho messo dentro il footer. Infatti, non l'ho messo dentro il footer. E questo P fa una cosa strana: esce dal div. Tipo OK, tiriamolo su dentro il footer. Andiamo a salvare e ora dovrebbe andare tutto per il meglio. Ok, questo qua ce lo siamo già tolti da laggiù, è già in fondo, è già fatto. Ora iniziamo a dare un layout più interessante a tutto il resto. Sicuramente tornando su, andiamo a spargere un po' di classi per il nostro footer. Sicuramente il footer sarà un bel container. Ok, allineerà tutto al centro, poi utilizzeremo una classe per nominare questo come community container questo abbiamo già detto che è brandizzato e diciamo che a questo div che contiene questi elementi noi andremo a dire che lui invece è un grid container ok poi ovviamente no oh, oh casino ovviamente non così ma perché comunque non abbiamo ancora utilizzato il grid nel nostro styling ed è quello che voglio fare con questo componente poi vorrei che il nostro form avesse come classe un bel flex container ok qua manteniamo inserito il mail qua mettiamo in via e vorrei che anche questo bottone semplicemente avesse flex container, justify center, align center, così da allineare al centro il suo contenuto. Allora, al momento, ovviamente, sembra che non succeda niente, ma quando allargheremo il bottone ci permetterà di tenere tutto al centro. Dopodiché vorrei che questa sezione anche flexasse. Qua abbiamo già detto che questa cosa qua è un grid container. Quindi una grid list, quindi vediamo anche qua come immaginate grid, e dopodiché, secondo me, non dobbiamo più in nessuna maniera andare ad applicare tutte le nostre classi dinamiche e andiamo subito a lavorare per ottenere eh, il risultato che volevamo poi renderemo più spazioso tutto ma iniziamo a lavorare la prima cosa che volevo farvi vedere è come possiamo utilizzare tutta quella serie di concine carine che vediamo un po' dappertutto ed è quello che andremo a infilare in un div che abbiamo lasciato eh, qua totalmente vuoto ok che mi sembra che sia questo che vorrei che fosse appunto come classe icons wrapper ok vediamo questa classe qua ed è qua che andremo a infilare tutte le nostre belle icone quindi diamogli anche qua un po di classi dinamiche perché poi vorrò che questo elemento eh, flexi eh, e li mantenga tutte allineate ma come si fa a utilizzare quello che sono le icone nello stesso modo in cui utilizziamo i nostri eh, google fonts quindi Incollando quello che è un tag link con appunto il link che porta alla Google Font API, si può fare la stessa identica cosa con quelli che sono. Tutta una serie di librerie e funzioni che noi vogliamo andare ad applicare. Quello che noi applicheremo sarà eh, Font Awesome ah, e noi utilizzeremo Font Awesome ah, scrivendo CDN. Questo. Che cosa vuol dire CDN? CDN è un Content Delivery Network, per farla nella maniera più veloce possibile, un Content Delivery Network è, in poche parole, una serie, una lista, chiamiamola, di nodi sparsi eh, un po' dappertutto, ovviamente a livello mondiale, non a livello eh, della tua regione, del, del tuo posto, che permettono di far sì di distribuire nella maniera più veloce possibile il contenuto che viene ostato su questi nodi. Ecco, cercate di farla nella maniera più veloce possibile... Uh, è un concetto avanzato, non è semplice. Proprio quello che interessa a noi e soprattutto a voi. Quello che permette di fare è semplicemente quello di andare a copiare il tag e non solo di questa, diciamo, libreria, ma di tutta una serie di librerie che noi vogliamo utilizzare semplicemente e andare a installarla all'interno del nostro, del nostro file HTML per darci accesso a questa serie di librerie. È quello che noi abbiamo deciso di andare a. A uh, installare è quella di Font awesome Font awesome permette semplicemente di utilizzare un kit, diciamo, di, di icone molto utilizzate, molto standard, quindi facilmente riconoscibile. E quello che noi faremo sarà semplicemente andare a scrivere, uh, ad esempio, Instagram, cercare e andare a copiarci quello che è il codice di questa. Icona, che altro non sarà che questo bel tag I. Io copiando questo tag e installandolo, installandolo, incollandolo nel nostro Icons frapper, ok, che si trova qua, io in questa maniera, utilizzando queste classi, grazie al fatto che è installato Font Awesome, sarà in grado di riprodurre esattamente questa icona. Ora vado a salvare e come vedete, otterremo la nostra icona piccolina di Instagram. Ripetiamo l'operazione per tutte le altre, diciamo Facebook. Prendiamo questo. Copiamo il tag e lo incolliamo sotto. Abbiamo ottenuto Facebook. E poi tendenzialmente queste cose non è che varino di, di tanto perché sono classi. Quindi se io qua andassi a incollare di nuovo questa, magari invece di Facebook scrivessi eh, Twitter, Otterrò quella di Twitter. Se invece copiassi quella di Instagram e andassi a inserirci LinkedIn, dovrei ottenere. Ok, perfetto. Già lì la vedevo, quindi sicuramente eh, sarà questa. Salvo, e adesso avrò le mie tre belle iconcine. Ok, ovviamente ci sono tutte le icone che volete, basta andare su, su Icons, e una volta che siete su Icons, Vedrete eh, tutte le icone che sono disponibili gratuitamente, quelle che non vedete disponibili sono quelle a pagamento. però come vedete, ce n'è veramente una valanga, tutto ciò che praticamente è di uso più comune comunque è, è gratuito: no? quindi avete praticamente qualsiasi eh, cosa che, che vi può tornare utile, ecco che la potete trovare qua. Quindi, se anche voleste andare ad avere al posto di una scritta schifosa, di una brutta freccia di quelle che ho messo io, eh, un'altra freccettina più carina. Uh, sapete benissimo dove, dove andare, ovviamente ce ne sono di tutto e, e, e di più, ma andiamo avanti. Ok, dopo aver visto come mettere le nostre icone, è tempo di dare un po' di styling a questa roba davvero. E partiamo sicuramente da quello che è il community container. Andiamo a vedere un po' che cosa c'è nel nostro community container. Abbiamo uh, questo, questo incredibile titolo, e dopo tutto questo uh, layout. Quello che vogliamo fare è far sì che. Si allineano in maniera sicuramente più carina anche con il nostro form perché il nostro community container contiene interamente tutta questa parte. Ora allora, partiamo da quello che è il nostro community container che all'interno praticamente ha questo H3 che dobbiamo, a cui dobbiamo dare un nuovo styling perché abbiamo qua in alto definito che l'H3 ha questo tipo di, di stile, quindi noi vogliamo sovrascriverlo e avere per questa sezione effettivamente un'altezza e, e alcuni elementi che siano diversi da quelli che abbiamo definito qui in alto. Dopodiché sicuramente lavoreremo con il nostro grid container che contiene al suo interno sia questi due paragrafi che poi le icone e il nostro input e sicuramente avremo questi testi allineati a sinistra e a destra con sotto allineati a sinistra le icone e a destra questo input. Quindi faremo esattamente questo lavorino qua. Quindi partiamo dal nostro community container con il suo h3. Nel suo H3 e scriviamo che il Community Container e il suo H3 all'interno avranno sicuramente un font Wave bello mastello di 800, dopodiché avranno un font Size bello mastello anche lui, sicuramente di 96 pixel all'incirca del margine dall'alto di 35 pixel. Vogliamo staccarlo un po' e poi avrà un Line Have non so perché abbia messo left line height di 110 110 pixel e un bel margin bottom margin bottom di 56 pixel vogliamo staccarlo un po' da quello che ci sarà sotto andiamo a salvare ora ci tira comunti è così bello grosso come volevamo, no, perché è una cosa molto importante che lo studente si unisca alla nostra bellissima community. Forse 800 è un po' too much, andiamo con 700, 700 secondo me è un pochino più equilibrato. Dopodiché passiamo al nostro grid container, quindi community container, grid container. Grid container altro non farà che avere un bel display grid innanzitutto e poi avere un Grid template columns di un FR e un FR e poi un Grid template row di auto. Auto seguito da un gap di 51 pixel, due punti di 51 pixel e di 116 pixel per quanto riguarda la parte. Orizzontale. Andiamo a salvare ed ecco quello che otteniamo dal nostro uh, grid container. Ok, questo è il tipo di allineamento che volevamo ottenere. Quello che abbiamo fatto è stato di distribuire lo spazio orizzontale, dividendolo in due frazioni uguali, quindi questi elementi sono divisi in una griglia che orizzontalmente è uguale, e di regolare automaticamente quello che è invece lo spazio verticale. Okay? cercando di mantenerlo abbastanza uguale a seconda dell'altezza dei suoi elementi. Ora andiamo a dare un po' di stile a quello che è il paragrafo all'interno del nostro community container, community container p, diciamo che al suo interno i paragrafi hanno un font, non font un font size, un font size di 24 pixel un bel line 8 abbastanza corposo di 31 pixel e un background un background, scusatemi, un color un color di tipo grey 3. Ok, salviamo e otteniamo questi bei paragrafoni un pochino più grossi, ma secondo me che danno tutto un altro taglio a quello che c'è scritto all'interno. Ovviamente ci sono scritte cosa muzzo però questo è un dettaglio successivo. Ora bisogna lavorare con una parte sicuramente un pochino più complessa che è quella del form. Quindi community container form. E noi vorremmo che il nostro form, anzi il form facciamolo dopo, facciamo prima il nostro, il nostro caro amico icons wrapper e diciamo che ha un gap di 16 pixel, Vedo un po' cosa succede? Si spaziano e tendenzialmente dovete capire che ci sono un altro tipo di uh, chiamiamole immagini che sono le SVG. Le SVG quello che differenzia un SVG da un'immagine è il modo in cui è composto, mentre un'immagine è composta di pixel. Ok, l'SVG è un calcolo matematico composto da linee eh, matematiche che praticamente ne viene regolato nelle sue dimensioni nell'HTML del CSS come se fosse del testo, ok, viene visto nella stessa maniera. Infatti, se io andasse a dare un font size mh, di 31 pixel, di 31 pixel come vedete, loro diventano più grandi, diamoli uno spazio uguale alla loro dimensione per avere una cosa abbastanza equilibrata e il nostro icon wrapper secondo me a modo suo funziona perciò ricordatevi che quando vi trovate di fronte delle svg e tendenzialmente le icone sono sempre degli svg eh, non, non, non state lavorando con i pixel ma state lavorando appunto con quelle che sono linee matematiche che però nel nostro caso sono eh, percepite e riconosciute come se fossero del testo quindi variano le loro proprietà di dimensione in base a quello che è che sono le proprietà di testo. Torniamo a lavorare sul nostro form e il nostro form sarà un qualcosa di abbastanza più complesso perché vogliamo totalmente rivoluzionare lo stile di questo input, che boh, è funzionale, ma vorrei che assomigliasse un pochino di più a questa roba, però, con un bottone messo in questa posizione. Quindi quello che dobbiamo fare sicuramente è come prima cosa dire che abbiamo come border radius una qualcosa di abbastanza eh, prepotente ok abbiamo un potere di 100 pixel una larghezza di 368 pixel un'altezza di 56 pixel e poi un bel overflow hidden per fare lo stesso giochino che abbiamo fatto con la nostra immagine e un background che è grey a salvare e otteniamo questa forma. Questo è il contenitore del nostro forum. Tutto ciò che esce dal forum viene tagliato fuori perché c'è un overflow hidden. Ovviamente, niente tagliato fuori, fa solo, è solo tutto brutto perché gli elementi al suo interno non sono stilizzati. Quindi andiamo a lavorare con il nostro input, quindi community container input. diremo che il nostro community container con al suo interno input ha ah, sicuramente l'input che è al 100% di dimensione, ora abbiamo questa forma qua, ha ah, un outline che è questa roba che viene fuori quando ci si clicca sopra, che vogliamo che sia non, ok, vedete che non si illumina più come prima, e dopodiché vogliamo che abbia anche un border che è non. Il colore del testo al suo interno vogliamo che sia più scuro rispetto al background che avremo, vogliamo che il testo che si scrive al suo interno abbia font wave font wave di 500 e poi vogliamo che il suo background color sia uguale a quello dell'input. Del form che lui ha sotto e per concludere diamo un padding left di 20 pix per centrare un pochino di più il testo che c'è all'interno del nostro form e otteniamo questa, questo bel layout. Dove dobbiamo solo più cambiare quello che è il nostro bottone per averlo meno brutto e ottenere il nostro bellissimo form. Quindi andremo a dire che community container, utilizzeremo un bel attribute selector quindi button che ha il type uguale a submit vediamo che questo bottone magari vengo più in alto ok vogliamo che questo bottone abbia nessun bordo no bordo background Gray 3 forse è troppo chiaro, vorrei avere un gray 4 che secondo me nel momento non ho definito. Ok, e sono sicuro che ci servirà un altro gray a mega breve, quindi avremo gray 4, che okay. questa volta sarà un bel ddd e 0 e un bel gray 5. Che sarà un a 0 a 1 a 3 ok abbiamo i nostri bei nuovi grigi torniamo al nostro bottone qua sotto abbiamo detto che ha un gray 4 no questo è scusatemi questo è il copyright ha un gray 4 salviamo otteniamo questo colore un pochino più eh, un pochino più chiaro un pochino più scuro scusatemi diamo un padding al nostro bottone come sempre di 10 pixel e 16 pixel ok anche a lui un border radius di 100 pixel per avere la stessa rotondità del nostro form salviamo ok ci siamo gli diamo un font wave un pochino più spesso dell'altro così da far capire che l'azione principale è inviare il form ok Diamogli una larghezza definita quindi 110 pixel. Ok, diciamo che il cursor è pointer quando si va su di lui e gli diamo una transition. Ecco, mettiamo il punto e virgola, diamo una transition che sarà molto semplice: all 175 ms e poi gli diamo una delle mille. Ok, tra le azioni che possiamo dargli, e questo vorrà dire che noi avremo questa roba qua, che semplicemente avrà un over effect. Ok, over effect, e quello che farà sarà avere come color white e come background beh, il background e come background avere bread color ok, quando si va sopra il bottone diventa esattamente così, perfetto, forse non è la top animazione, andiamo di solo is. Questo is dovrebbe essere un po più equilibrata, perfetto, esattamente quello che volevamo. Ok, questo è, diciamo, il nostro nuovo input. Uno qua scrive e poi andrà qua e invierà il nostro input ovviamente non succederà niente perché quello poi va gestito con JavaScript ma non è argomento di questo corso quello che riguarda JavaScript adesso ci rimane solo qui da organizzare questo in maniera meno schifosa poi sostituire alcune cose con eh, delle immagini quindi questo logo e probabilmente questa roba qua e poi praticamente la nostra pagina sarà completa Ora andiamo a lavorare su quest'ultima sezione della nostra prima pagina web stilizzata con il CSS, quindi andiamo a, no, a stilizzare il nostro bel footer, sicuramente quello che manca magari una classe footer link con cui possiamo andare a identificare questa section per dargli un po' di spacing perché così è un po' troppo appiccicato dopodiché non dovremmo avere più bisogno di niente quindi andiamo nel footer link con oh, te c container e andiamo a dargli prima un po' di margin top eh, visto che comunque flexa, gli diamo anche poi del gap, diamogli abbastanza spazio per averlo bello staccato, visto che tutto il nostro blog comunque è molto spazioso. Ci sono tanti spazi che, secondo me, danno respiro all'utente. Mentre naviga su, c'è sempre spazio, il socchio comunque si concentra tendenzialmente su un unico elemento. Difficilmente ha due elementi su cui concentrarsi, quindi entrerà deciderà come navigare e poi se scorre verso il basso si leggerà man mano ognuna delle nostre sezioni dopodiché andiamo a stilizzare andiamo il gap che dicevamo gap 117 pixel ok quindi si dovrebbero spostare gli elementi e adesso andiamo ad allineare solo più la nostra eh, bella lista che è grid list e in grid list passiamoli sempre Avanti footer per identificare dove ci troviamo, ok. E la nostra bella eh, grid list avrà quindi un display grid, un grid template column. Diciamo che abbiamo tre colonne, quindi avremo auto, auto, auto perché abbiamo tre elementi che sono tendenzialmente sempre uguali, e poi grid template rows, auto, auto perché vogliamo essere su due righe. E ripetiamo di nuovo il gap di 51 pixel e 130 pixel diamo del margin bottom alla nostra grid list e diamo 60 pixel un terzo che abbiamo dato eh, verso l'alto ok quindi abbiamo questo tipo di disposizione secondo me possiamo andare a intervenire su quello che sono poi gli altri elementi quindi la lista quindi andremo a dire che la nostra grid grid list ul avrà un margin top di 17 pixel e che avrà un font size di 14 pixel ed il colore tutto quello che c'è scritto dentro sarà il nostro caro amico grey 3 Andiamo a salvare. Questa è la nostra nuova grid list. Ora, secondo me, possiamo lavorare un po' sui list item per averli un pochino più spaziosi e li possiamo dare. Un cursor pointer. del padding verticale orizzontale non ci serve transition all e eh, gli ho dato questa transizione perché vorrei simulare che siano link senza dover per forza dare loro dei dei link infatti copierò semplicemente questa roba e gli dirò che quando gli si passerà sopra avremo text decoration underline e color che diventerà il nostro benamato direi 4. Andiamo a dire 5. Andiamo a salvare e otteniamo eh, tecnicamente se mi ricordo di mettere il puntino qua davanti questo effetto qua, classico che dà all'utente l'idea che sta navigando su quel determinato elemento, ok? Ci siamo tecnicamente il nostro bel sito è completo, ma ci manca solo una cosa che adesso vedremo in maniera parziale perché se sennò richiederebbe davvero davvero tanto tempo ed è sicuramente un concetto molto avanzato che eh, va visto in una separata sede. Anzi, prima di fare questa roba complicata, andiamo a fare una cosa molto veloce che è quella di andare a sostituire questa scritta logo con una bella mg che avrà per source image slash il logo come alt blog logo avrà una classe logo che metteremo qua in alto in cima vedremo che il logo è semplicemente with 60 pixel e have 60 pixelini andiamo a salvare ok salviamo anche qua Guarda, abbiamo il nostro bel loghettino copiamo un po' questa roba e dove c'è sto primo blog qua Andiamo a posizionarci, quindi qua da qualche parte, primo blog, andiamo a metterci esattamente questa immagine in modo che anche qua abbiamo di nuovo il nostro logo. Ok, tecnicamente il nostro sito è completo. Andiamo a vedere un aspetto molto importante che sono le media query. Che cosa sono le media query? Le media query sono quello che permette al nostro sito di Uh, modificarsi quando le sue dimensioni cambiano perché se io qua accorciassi e riempiscissi lo schermo come vedete spacco tutto il layout e fa uh, cagare come vedete no? tutti i miei grid iniziano a spiaccicarsi questi elementi sono troppo grossi per essere tutto nello schermo e il sito inizia a rompere totalmente il suo layout cosa che ovviamente non deve succedere come vedete qua il mio input diventa minuscolo e tutto si rompe pur di mantenere lo stile che io gli ho dato e le media query ci permettono di dire come il nostro, come la nostra pagina deve andare ad adattarsi quando le sue dimensioni superano determinati valori. Per fare questo però dobbiamo prima aggiungere un tag che non abbiamo nel nostro armamentario, questo perché perché non eh, lo avevamo inserito quando abbiamo creato il, la nostra pagina HTML, perché l'abbiamo creata nel videocorso dedicato all'HTML, questo è un tag di tipo meta, solitamente abbreviato dal vostro idol come VP viewport. E con questo stiamo dicendo al nostro HTML di settare quella che è la larghezza totale della nostra pagina rispetto a quella che è la dimensione del nostro dispositivo. Quindi, se lo aprissi con un iPhone, io ovviamente avrò una dimensione totale che sarà più o di 320 pixel se girassi il telefono o un altro tipo di dimensione ok però lui dice che la dimensione iniziale del nostro della pagina quando l'utente ci atterra fa riferimento alla larghezza del dispositivo ok quindi tutto viene ridotto alla larghezza del dispositivo su cui viene visto quindi il 100% non sarà più eh, 1080 ma diventerà 320 ad esempio. Okay? Questo tag è fondamentale per poter lavorare con le nostre media query. Ma come si scrive una media query? Si utilizza così come per i keyframe la chiocciola, si utilizza per la chiave media, poi gli si dice screen, quindi al variare del, dello schermo su cui viene riprodotto la nostra pagina web, and faccio scritto end e si dà, aperte le parentesi, max. Width, quando vogliamo che fino a quella dimensione che noi gli indichiamo quindi in questa cosa di 768 pixel noi vogliamo che si comporti in quella maniera in alternativa abbiamo min with che vuol dire che da quella dimensione in poi lui si comporterà in quella maniera dipende da come sviluppate la vostra pagina web se vi sviluppate ragionando tutto prima in ottica di lavorare su un dispositivo mobile quindi eh, sviluppate tutto pensando direttamente in 320 pixel e poi utilizzate e il mini per dire che da quella soglia in poi si comporterà in quella determinata maniera se invece sviluppate come abbiamo fatto noi in questo caso andando a partire dalla dimensione del sito su destro utilizzate il max per dire che sotto determinate larghezze ci si ricomporta in un'altra maniera dopodiché all'interno delle nostre parentesi andiamo a definire le classi o a ripeterne di alcune che abbiamo già Qua. Noi utilizzeremo qua 3 media query, ok? Vedremo 7, 6, 8, 5, 80 e 4, 40 e qui definiremo quella che è column md dicendo che lo utilizzeremo, definendo md perché vuol dire diciamo medium size, qua avremo column sm qua uh, xs che è small e extra small e in poche parole quello che, farà, che faranno queste classi sarà semplicemente definire che quell'elemento che al momento flexa in maniera orizzontale ed adesso flexerà in colonna quindi questa classe farà esattamente questo così come questa classe farà esattamente questo la chiameremo sm e la chiameremo md eh, scusatemi xs xs e andiamo a distribuire un po' queste classi ovunque. Ok, un'altra cosa che si fa molto molto spesso è quella di definire: facciamo un copia e incolla di questa roba qua. Un attimo, e di definire una prima media query abbastanza ampia. 1192 pixel, intanto column LG e poi si vanno a inserire tutti quegli elementi che sono di default e li si va un po' a, diciamo, riadattare, si vanno a dare nuove dimensioni visto che lo schermo si sta rimpicciolendo, perché capite che comunque eh, avere 300 pixel di larghezza, uno non può avere un H1 che può essere largo 96 pixel, quindi questi elementi vanno ridimensionati sotto una determinata soglia. E le media query funzionano che sovrascrivono tutti quegli elementi che li vanno indicati. Se io voglio, ad esempio, che mantenga il suo font wave, io non andrò a dire che avrà un nuovo font wave, così non voglio che nessun altro vada ad avere questo refactor del font wave, ma voglio solo che siano il font size ad essere ridimensionati, così come per alcuni anche il Line 8, ad esempio. Quindi se io qua andassi a dire che adesso è 72 pixel e che lui diventa di 96 pixel così come i suoi amichetti si riducono tutti quanti qua diventiamo di 48 e qua scendiamo più o meno a 56 56 qua abbiamo invece che scendiamo a facciamo 22 e qua avremo 28 pixel e qua scendiamo a 14 questo è un classico, diciamo di quello che si va a fare, si va a salvare e adesso andiamo a rimpicciare la dimensione del nostro schermo. Utilizziamo il nostro responsive, e come vedete, appena scenderemo sotto la soglia del 1192 pixel, avremo un dimensionamento dei nostri eh, font. Vedete che si è rimpicciolito, la dimensione del font è diventata tutta più piccola perché il mio schermo? diminuisce di larghezza e ho bisogno di per mantenere questo layout di rimpicciolire il font se no rischio di romperlo adesso andiamo a distribuire le nostre classi column md lg in company per far sì che eh, alcuni elementi sotto determinate soglie vadano a diciamo rimpicciolirsi ok sicuramente il primo posto in cui vogliamo andare ad applicare questa classe è in questo punto qua perché questo punto Uh, andrà a collassare molto prima del previsto eh, perché come vedete vanno subito a rimpicciolirsi e vanno a schiacciare l'input noi questo non vogliamo che accada quindi sicuramente la nostra search nav andrà ad essere dimensionata avrà bisogno di un bel column lg così come avrà bisogno di adattarsi quello che è la lista dei nostri eh, articoli, abbiamo bisogno che tutte le liste dei nostri articoli vadano a rimpicciolirsi sotto una certa soglia, quindi column, magari sm. Cerchiamo tutti i nostri tutti i nostri article list e ogni volta che ne troviamo uno gli inseriamo un bel column. Lg, no scusatemi, sm, andiamo alla prossima. Un bel column sm. Ok, ora andando sotto una certa soglia, questi articoli saranno tutti uno sotto l'altro. Ovviamente, layout è ancora rotto perché ci sono alcuni elementi che spaccano layout, come questa immagine. però vedete che sotto una certa soglia gli articoli vanno ad allinearsi uno sotto l'altro. Ok. Quello che non sta succedendo è che questo elemento, come vi avevo indicato, vada a finire uno sotto l'altro. Non capisco perché non stia facendo questo. Per questo colim. colum lg. Ok, ora questi sono uno sotto l'altro. Dovrò lavorare sul sicuramente design per far sì che Uh, queste cose abbiano uno spacing migliore, quindi diamogli una classe per riconoscerla: quindi blog search per poterci poi search, per poterci lavorare poi nelle nostre media query. Altri elementi che sicuramente vorrei che flexassero è sicuramente dalle parti del nostro uh, beneamato footer dove abbiamo tutta questa uh, mega ma quindi footer link container che okay, dove lo sono nascosto questo è un altro footer no, sarà molto più giù ok footer link container ok anche lui vorrei che ha una certa soglia che questa volta sarà md, così lo utilizziamo più o meno tutte. Voglio che vada a mettersi in colonna, Quindi voglio che questi elementi qua sotto siano incolonnati sotto una certa soglia, che non è neanche così alta in realtà. Ok, vedete, si mettono uno sotto l'altro, in genere 1 l'altro quello che spacca completamente il layout sono due elementi su cui dobbiamo lavorare in maniera manuale, sono questa immagine. Ok. Questa immagine e la larghezza di queste singole immagini. e quello che faremo dopodiché non completeremo tutto il lavoro delle media query perché è un lavoro molto lungo, molto minuzioso che va fatto quando si vuole veramente sviluppare un progetto. In questo caso sarebbe deleterio perché sono più aggiustamenti che vanno fatti di volta in volta per vedere come si adatta su diversi eh, layout. Quindi la prima cosa su cui lavoreremo sarà questo elemento, e dopodiché lavoreremo anche sugli altri elementi. Effettivamente, le media query si mettono in fondo per averle tutte raggruppate tranne quelle che modificano cose generali che abbiamo messo in alto. Quindi puliamo questa roba momentaneamente. Andiamo a. Definire di nuovo quella che ci manca, ovvero quella da 1192-1192 e iniziamo a lavorare. La prima cosa che devo andare a fare è ridimensionare eh, queste immagini che sono le prime che stanno spaccando completamente il nostro layout perché rimangono una su una fianco all'altra e hanno una dimensione fissa. Quindi la prima cosa su cui lavoreremo sarà esattamente quella quindi dirò che al di sotto. Dei 768 pixel anzi al di sotto di 1192, vorrei che le content section e la loro IMG container vadano ad assumere una dimensione differente che è di 240 pixel, e che abbiano un'altezza più contenuta che sia sui 180 pixel. Che vado a salvare. Mi sono dimenticato una parentesi qui, ok, salvo, e adesso queste immagini dovrebbero tecnicamente, se non sveto a scrivere niente, avere un'altra dimensione. Ma è un qualcosa che non sta succedendo questo perché? Perché il modo in cui l'ho selezionata quando abbiamo definito il il nostro, il nostro stile è molto più specifico, quindi non riesco a sovrascriverlo. Ho due opzioni: posso andare a copiarmi tutta questa roba e ripetere la selezione in quella maniera, oppure posso passarli qua come valore important che andrà a sovrascrivere a prescindere quello che è il valore di questi elementi. Dando important ottengo questo risultato. Se non voglio utilizzare important, ho bisogno di sostituire questa, diciamo così, questa roba qua con. Un selettore più specifico, ok? E questo valore verrà mantenuto anche quando andrò poi ai 768 pixel. Non è che dopo devo riscriverla, ok? Io quando vado lì, poi le dimensioni si uh, vanno uno sotto l'altro, ma comunque la dimensione rimane quella che io gli ho specificato, ok? Quindi vale per anche le cose inferiori, cioè se poi io entro in un'altra media query non è che tutto quello che non ho scritto non è valido, sovrascrivo solo. I comportamenti che mi interessano, mentre per quanto riguarda eh, altri elementi di cui ho bisogno è sicuramente quella di andare a lavorare sul mio main article che sta spaccando il layout per un ovvio altro eh, motivo ed è quello che questa immagine è di nuovo troppo grossa quindi ho bisogno che il mio main article con all'interno il suo post Title, abbia un flex grow di 1 okay. quindi che sia il titolo a crescere rispetto a quello che è a quella che è l'immagine quindi chi perde il, lo spazio nel layout non sia il titolo ma sia eh, l'immagine ok dopodiché ho bisogno che il mio Main article e il suo bel MG container anche loro si diano una calmata e scendono a 490 pixel sicuramente ho bisogno di una classe di una media query intermedia tra i 1192 e il 768 pixel perché questa mi sa che ci sta un po' strettina quindi farò momentaneamente questo lavoro qua. Questo sarà 768 e qua andiamo a posizionare 1024 perché se no ci passano troppi pixel tra un adattamento e l'altro. E eif gli darò 300 pixel. Vado a salvare e adesso quando scenderò sotto i 1024, vedete, l'immagine diventerà un peletto. Più, più piccola, quanto basta per non distruggere completamente eh, il mio layout. Ecco. Poi una cosa che mi turba un casino è che questa roba non abbia beh, lo spazio. Che mi sembra che vada giù a 1190 che ando giù a 1190. Mi piacerebbe che avesse anche dello spazio. Vediamo che non nostra search avrà un margine di 490, sì, 490 margine di 200 basta avrà un margine di 70 pixel ok non è fantastica come cosa ma sicuramente facciamo vedere che classe deve andare a targetizzare per dargli un senso nostra blog search, ok, nostra search nav, blog search, search nav, blog, blog search, ok, allora, un attimo. ok ah, anche dello spazio forse 70% sono un po' tantini come margine 1, 30 sembra più sensato ecco andiamo 20 ok a ah, questo tipo di impostazione nuova che mi sembra più, più più carina dopodiché ho sicuramente bisogno che questi elementi vadano uno sotto l'altro sotto una certa dimensione quindi andrò ad aggiungere sotto 792 come abbiamo visto che abbiamo inserito la nostra media query per avere il nostro column md andremo a dargli anzi 768 messo qua metteremo 7 le lasceremo così vediamo a che punto si rompe si rompe molto prima secondo me sono a 900 quindi andremo già nei 1024 ad avere main article che al suo interno abbia ok che il nostro main article vada a flexare in colonna quindi già ai 1024 vogliamo che main article article flex direction Ok, ora sono uno sotto l'altro e il layout smette di spaccarsi fino a questo punto, perché abbiamo eh, il nostro input che è di dimensioni troppo larghe. Però mi sembra che il concetto sia abbastanza passato. Dopodiché è proprio solo questione di fare tentativi e trovare un modo di riallineare le cose, ridimensionare le cose in modo che eh, non, non spacchino il layout. Che se uno lo vedesse da iPhone. Okay, come in questo caso non si trovasse di fronte a un qualcosa di eh, totalmente rotto come in questo caso no? vedete che eh, c'è qualcosa che non va che è dato ovviamente dalla dimensione di questo titolo così come dalla larghezza di questo input che è fissa e non permette di andare sotto una certa soglia quindi obbliga il layout a ri riallinearsi in questa maniera quindi mi basterebbe andare sotto una certa dimensione magari 768 e dire al mio community container h3 dire fai bravo cioè anche tu font size ok 56 pixel e line height di 72 pixel lui sì, avrà un'altra forma e sarà meno invasiva. Ora il problema rimane quello del nostro input, ma magari quello che mi basta fare è di dirgli che voglio che questi elementi non siano più allineati in questa maniera, ma che magari direttamente anche ai 768 io abbia che il mio footer, credo che sia grid container abbia un template column di una FR e così che tutti questi elementi eh, che tutti questi elementi siano uno sotto l'altro mentre questa cosa non è successa ma perché avrò sicuramente ok un selettore più specifico, qua posso tranquillamente usare important. Ok, questi dovrebbero essersi totalmente riallineati. Ora il problema sarà da un'altra parte, ma sarà che di nuovo questa immagine sarà di nuovo troppo grossa, quindi avrò bisogno di riprendere di nuovo quello che è la dimensione rettattata del mio main article e scendendo dovrà scendere anche la dimensione, quindi magari eh, qua diventerà semplicemente 100 per okay. cento e stringa di essere largo così e basta ora un altro elemento che spacca il layout è questa parte qua sopra quindi magari ho bisogno di dire alla mia alla mia nav che ho qua sopra che questa nav list sotto il 768 che mi sembra Facciamo, veniamo a questa dimensione. Che sotto i 400, voglio che la mia nav list abbia un display none. Ok quindi non ho più eh, questa parte eh, qua. Ora, quello che spacca il mio layout è che perché questo elemento. Occupa troppo spazio, così come di nuovo il mio H1: l'H1 non può rimanere grosso così per tutto il tempo. Quindi devo sicuramente portare giù alcune sue dimensioni. Quindi devo dire che magari sotto i 440 il mio H1 scende e va a diventare magari di 45 pixel. E online, 8 non così alto, ma ce l'avrà di 56. E lui scenderà a 34 e qua avremo 41 ad esempio vado a salvare e adesso le cose sono meno brutte mi rimane questo piccolo problema ma anche questo è facilmente risolvibile vado sotto appunto i 400 e vorrei che questo elemento facesse cose diverse questa cosa qua si chiama eh, non ha un identificativo preciso li daremo come classe search Box, anzi visto che è unica non, diciamo che search box non è una classe ma è un bel id così siamo sempre tranquilli Spero che la mia search box il mio id di search box search box cambierà in questa maniera avrò if 100 per cento e overflow x avrò scroll Ora avrò bisogno anche che la mia search list abbia flex wrap no wrap e width 100%. Andiamo a salvare prima questa roba e poi questa roba non okay. è ho scritto search invece search box i miei elementi che scrollano in questa maniera quello che spacca ancora il layout è sicuramente questa cosa qua io voglio più che si comporti in questa maniera e dirò semplicemente che il nostro vediamo come si chiama il nostro la nostra grid list nostra grid list voglio che assolutamente grid list abbia template columns auto vado a salvare gli do important vado a salvare e ora il mio layout tecnicamente non è più rotto quasi però il mio layout ha preso tutta un'altra forma e ora è comunque navigabile a grandi linee anche dal mio telefono qui manca un bottone un altro menu degli adattamenti però comunque credo che il concetto sia abbastanza passato no? fare in modo che il layout sia funzionale anche da telefono ok con questo il nostro corso si conclude eh, spero che per quanto lungo siete riusciti a seguirlo, tutto fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie per essere arrivati fino a questo lontanissimo punto. Spero di potervi portare molto presto altro contenuto.